0. 610. State ascoltando 610, Lillo, Greg, Alex Braga. Volevamo ringraziare la nostra redazione, non lo facciamo mai abbastanza, perché anche oggi ci ha fornito un panel, uno screening di tutti i tabloid internazionali dai quali abbiamo tratto qualcosa che ci ha interessato davvero tanto. Vai, Lillo. Finalmente una notizia che riguarda Stefano Bettarini, perché siamo tutti sempre molto curiosi qui in Italia di quello che fa e come va avanti la sua carriera. Sì. E abbiamo anche qua il grande Gave Stigazzi, il nostro opinionista di fiducia, che è pronto a commentare la notizia che sto per leggere. Buon pomeriggio. La leggo. Che ci faceva Stefano Bettarini nell'ufficio di Lele Mora? L'ex marito di Simona Ventura è in trattativa per la gestione delle serate in discoteca. Ecco, questo qua, insomma, grande capo, ripeto, tutta l'Italia è sempre molto curiosa sulla carriera di Stefano Bettarini, quindi volevamo sapere con lei cosa ne pensa, insomma, qual è la sua opinione rispetto a questa sua nuova svolta. Infatti lui pare che voglia dare a Lele Mora la gestione delle sue serate in discoteca, perché insomma lui fa molte serate in discoteca. No, ho capito notizia. Allora, Stefano Bettarini spesso fa le serate in discoteca. E Stigazzi chiede cosa fa lui, balla? No, lui canta. No, lui sta lì. Presente, firma, cioè, sta gli autografi. Cioè, così la gente può dire: ah, hai visto in quella discoteca ci fa Stefano Bettarini? Esatto. E lo pagano. Ah, uno dice: sai, ieri io andato in discoteca, c'era Stefano Bettarini. Esatto. E Stigazzi pure è andato e visto lui e può dire: sì, c'era lui discoteca. Esatto. Sì. E sembra la notizia, e qui c'è la svolta della carriera di Stefano Bettarini, sembra che si voglia far rappresentare l'ex calciatore da Lele Mora per la gestione di queste serate. E Stigazzi quindi adesso sa che discoteca è bella se va Stefano Bettarini. Esatto. Sì, cioè, esatto. C'è discoteca, chi c'è? Stefano Bettarini. E Stigazzi va allora. Esatto, esatto, funziona così, grande capo. Non più c'è, no. C'è no. Bettarini. E Stigazzi va. Corre. E infatti, certo. Grazie, grande capo, andiamo avanti con 610. Ciao, entra Diana, sto preparando il pranzo. Ciao Chiara, scusami, ma mi sono tagliata sul polso e i cerotti che uso io non restano attaccati bene. Tu hai un cerotto buono? Sì, ho il miglior cerotto che esista. Si chiama? Buoni bambini, buoni! E andatevi a lavare che è pronto il pranzo. Ma guardali, si sono sporcati tutti di vomito e catrame. Queste macchie non andranno più via. Beh, certo è un casino. Sono macchie impossibili. Già. Come già? Tu usi un detersivo particolare, mi sembra, no? Voglio dire, le tue bambine sono sempre tutte linde e pinte. Sono cavoli miei quello che uso. Mi vuoi dare per cortesia questo benedetto cerotto? Sto perdendo sangue dal polso. Io non ti do un bel niente se prima non mi dici che detersivo usi per lavare e ravvivare i colori dei grembiali delle tue maledette bambine. Sto perdendo sangue, Chiara, lo capisci? Lo capisci questo? Ma che cacchio me ne frega del tuo fottutissimo detersivo? Fottiti tu e il tuo maledetto cerotto. Puoi dissanguarti per quel che me ne frega se non mi dici che detersivo usi. Bastarda, sei una bastarda, Chiara. Questo mondo è una giungla, sorella. Non c'è posto per le pappe molle con i cerotti. Allora, che usi? Io uso nuovo Fustax con Adiplux. Nuovo Fustax con Adiplux. Eccolo, brava cocca. E ora dammi il cerotto, presto. Crepa. Nuovo Fustax con Adiplux. 6-1-0. È come d'incanto che nel nostro studio entra del profumo che precede la presenza della nostra carissima Miss Italia. Benvenuta, buon pomeriggio. Miss Italia. Buonasera a tutti. Miss Italia, che ormai è diventata un intellettuale, una persona sì. di cultura, ha completamente abbandonato le passerelle, ha abbandonato la moda, ha abbandonato la televisione sì, esatto. per essere una donna di cultura. Questo è già il suo terzo libro. E questo mi fa onore. E questo sì. ti fa onore, molto direi. Hai scritto questo libro. Prendiamola con filosofia. Anche il titolo è molto originale, una cosa molto originale. E poi arriva tanto, sì. sì. Questo titolo, prendiamola con filosofia, appunto, però in qualche modo abbraccia un po' tutte le filosofie. È sì. un po' un misto di filosofia orientale e occidentale. Occidentale. Diciamo ai nostri ascoltatori come ti sei documentata, per esempio, sulla filosofia orientale. Beh, sul Tibet, sul buddismo. Dismo. Sì. O anche un po' di filosofia proprio più vicina a noi, come quella di Sagrofano. Sì.
dei nostri tempi. Sì. Tutta la tua preparazione riguardo alla filosofia orientale l'hai avuta tramite Discovery Channel, cioè guardando Sky. Quindi... Te lo consiglio a tutti, veramente si può diventare grandissimi esperti. Quindi va bene, comunque parliamo invece del terzo capitolo. Abbiamo già affrontato amore e famiglia prima dei capitoli. Il terzo capitolo è sul lavoro. Sul lavoro. Allora, come si prende con filosofia il lavoro, secondo Miss Italia? Ma io ho notato che molti dei problemi sul lavoro sono coi colleghi. Sì. E coi colleghi, secondo me, non bisogna farsi gli scherzi oppure i dispetti. No, meglio di no. No. Perché è brutto farsi sempre questi dispetti brutti, cattivi, no? Sì. Di quelli... No, infatti questo è brutto, sì. Tipo le molliche di pane che ti tiri. Molliche di pane? Sì. In ufficio? Vabbè, a mensa. Ah, a mensa, quando oppure ai pranzi ma di lavoro. Ma quella è una cosa più goliardica, però. Di lavoro. Beh, ma dà molto fastidio poi la sera quando ti vai a fare la doccia e tutte le pallette di pane per terra. Ho capito, sì. E quindi, secondo me, una buona soluzione è che se ci sono delle persone, dei colleghi che ti fanno così, tu li licenzi. Ma questo se sei il capo, però. Se sei il capo. Se non sei il capo La prendi con filosofia. Ah, quindi ritorniamo al titolo del libro. È il titolo del libro, infatti, quello che ho scritto grosso davanti. Comunque posso citare un altro grande filosofo, Nietzsche, che disse: vita e lavoro dovrebbero fondersi. Tu che ne pensi, Miss Italia? Beh, diceva giusto lui. Sei d'accordo, sì? Sì. Tu ami Nietzsche? La prima serie. Quale prima serie? Staschi. No, quello è Staschi Acce. Acce, non Nietzsche. Acce, quello è. Lo conosci Nietzsche, il filosofo, no? Lo conosci, sicuro? Perché piangi, Miss Italia? Perché non sempre mettere in dubbio le cose. Ma io non metto in dubbio le cose che dici. Cioè, nel senso che... no, perché probabilmente hai capito male, però parlavi della serie di Staschi e Acce. Invece Nietzsche è un filosofo, capito? Lo sai che Nietzsche è un filosofo? Sì. Non piangere, Miss Italia, dai. Allora smetti, hai detto sono in difficoltà. Vabbè, scusa. Vabbè, salutiamo Miss Italia. Puoi bicchiere d'acqua, Miss Italia? Lasciamola. Miss Italia. Vabbè, salutiamo Miss Italia e andiamo avanti con Seno Zero. Sì, grazie. Ecco, un bicchiere d'acqua a Miss Italia, per favore. Seno Zero, Seno Zero. Six One O. Seno Zero, Seno Zero. Seno Zero. Six One O. E prima di proseguire con un ospite straordinario che è già qui seduto con noi, che abbiamo già salutato prima durante il giornale radio, volevamo ricordarvi che anche oggi è possibile contribuire alla raccolta fondi della Protezione Civile donando un euro via SMS dal vostro telefono cellulare o 2 euro dal vostro telefono fisso chiamando il numero 48580. Vi ripeto il numero 48580. Un euro via SMS dal cellulare, 2 euro dal telefono fisso. Ora noi parliamo invece con Pasquale Diano Marina, l'ex campione del mondo di Calabrese Estremo, che è ormai al suo secondo disco da cantante, ha trovato quest'altro modo di divulgare il Calabrese Estremo, questa disciplina che sta facendo breccia nei cuori, nella mente, nell'esistenzialismo di tantissime persone, e ce l'abbiamo qui a presentare un nuovo brano. Gli diamo il benvenuto, buon pomeriggio. Sì, benvenuto. Ormai cantante a tutti gli effetti, perché il primo album è andato molto bene, anche in questo affronto tematiche giovanili. Avevo tante cose da dire ancora e mi ci volevo un altro album. L'album si intitola Io sono soppressata, come per dire: io non sono un alimento comune come può essere pane, zucchero, uova, insomma sono soppressata, cioè sono un qualcosa di diverso, di originale, di esclusivo, che non si trova facilmente nei frigoriferi. Il frigorifero è la vita stessa, come diciamo allegoria. Dice anche sempre Mike Buongiorno, esattamente, che diceva allegoria, sì mi ricordo. Allora, la canzone che vi farò ascoltare oggi è il secondo brano dell'album. Quello che tratto è un argomento fondamentale per quello che riguarda i giovani. Cioè? Innanzitutto c'è da dire che utilizzo come genere l'hip hop, proprio perché l'hip hop è un genere adatto al calabrese estremo, cioè poi metricamente si adatta a essere cantato in calabrese estremo. Detto questo, vado a parlare dell'argomento. Sì. Cioè la voce dei giovani che non viene ascoltata. Tutto male agli anziani, in politica, nelle istituzioni, una gerontocrazia avanzante. E la canzone dice appunto: mangiate la soppressata, come dire, voi anziani, godetevi la vita, andate in pensione, lasciate posto ai giovani. E voi che avete tempo, mangiatevi la soppressata e fate lavorare i giovani, certo, no? Certo. Perché, insomma,
godersi la vita, no? Pure, è pure sì, importante, sì, sì. Giusto? Allora, ho scritto questa canzone che si intitola Mangiate la soppressata. E questo è il titolo tradotto in italiano. In club estremo si intitola Mangiate la soppressata. Ascoltiamola. Vai. Mangiate la soppressata. Mangiate la soppressata. Come profetto troppo, andate e fate con la stessa. Col sito con split, ho fatto il tuo metro. A zit che ha fatto il hip hop, ho sette stat hip hop. Il tuo stat, ho fatto un profilo, ho sette che va a testa. Ma c'è da soppressare. E questo è hip hop. Questo è hip hop. Mangia da super set. 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 E a 610 risuona il sound di Pasquale Diano Marina direttamente dal suo secondo disco Io sono soppressata. Avete appena ascoltato Mangiate la soppressata. 610 610 610 State ascoltando Radio 2, questo è 610 con Lillo Greg e Alex Braga. Tutti all'Auditorium di Roma il 20 e 21 aprile per assistere alla prima rassegna di umorismo nonsense Senso Zero. Direttori artistici sul palco Lillo e Greg con Nino Frassica, Neri Marco Re e tanti altri. Perché noi mica stiamo a pettinare bambole. Senso Zero il 20 e 21 aprile con la collaborazione di Radio 2 all'Auditorium di Roma. www.sensozero.it. Mi raccomando, 20-21 aprile tutti là all'auditorium. E invece adesso, se per caso avete delle problematiche che riguardano la vostra sfera sessuale, potete comporre il nostro numero verde 800-800-002 per parlare qui in studio con la nostra esperta, la sessuologa Olinda Farnesini, alla quale diamo il benvenuto. Buon pomeriggio. Salve Lillo, Greg e Alex. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Grazie, io ricordo... il motto, il motto, tutto quello che avreste voluto chiedere sul sesso, ma non avete mai avuto il coraggio di sapere. La dottoressa Olinda Farnesini è a vostra disposizione. Quello che voi ritenete un problema legato alla vostra sfera sessuale, qualsiasi cosa, veramente a cuore aperto. Questo è importante, senza tabù, no, senza problem. Vergogna. Anche per scoprire che i problemi ci sono per risolverli. Esattamente. Esatto. Infatti, quindi, se c'è qualche telefonata in linea che vuole mettersi in contatto con la dottoressa Farnesini, pronto? Pronto? Sì, pronto, ciao. Chi sei? Ciao, sono Sandro da Gubbio. Ciao Sandro. Ciao Sandro. La dottoressa è a tua disposizione. Chiamavo perché sono venuto a conoscenza di un problema che riguarda il ragazzo di mia sorella che si è confidata con me e mi ha detto che insomma il suo ragazzo riesce ad avere dei rapporti sessuali solo nel momento in cui è vestito da donna. Deve essere vestito da donna, quindi. Cioè lui riesce a fare sesso con tua sorella solo se si veste da donna. Sì, esatto. Ah. Capito. Quindi è affetto da travestitismo probabilmente, sì, di origine etero insomma, ecco. Sì, perché comunque vedendolo è una persona insomma che non è che ha tendenze di travestitismo appunto. No, ma ce l'ha, però ce l'ha legata alla sfera eterosessuale. Nel momento in cui deve fare del sesso, se non è vestito da donna in quel momento, in quel lui momento non riesce. Non ce la fa. Ho capito. La dottoressa... Sì, è abbastanza frequente, però diciamo che c'è invece un'omosessualità di fondo. Invece in questo caso comunque con la fidanzata, quindi lui comunque rimanendo nel ruolo maschile deve però vestirsi da donna. Ecco, voglio sapere una cosa, Sandro. Dica. Veramente questo problema riguarda il ragazzo di tua sorella? Perché io non vorrei che tu, come altre persone...
vi nascondeste dietro a degli alibi. È importante che voi diciate la verità, se appartiene a voi, se è una vostra perversione, perché anche il mio consiglio, cioè, bisogna parlarne, ecco, non vi preoccupate, perché poi non si superano delle cose se sono vissute come problemi. E, ripeto, non sono dei problemi. A cuore aperto, certo. Parliamo di sesso, la cosa più naturale del mondo, non vergogniamoci. Allora, parliamo di gusti. Devo essere sincero fino in fondo? Sì, sì, devi esserlo. Sì, non è il ragazzo di mia sorella, ma sono io. Riguarda te, sì. Ecco. E allora, tranquillo. Ma qual è il problema? Che c'è di male, pensi? Sono innamoratissimo della mia fidanzata. Hai capito. Non è che... Che vuol dire? Io sono attratto da uomini, anzi. No, certo, allora, certo. Però nel momento in cui, ecco, dobbiamo fare sesso, diciamo... Ti travesti da donna, se no non ti piace. E va bene. Allora, Sandro, io ti dico una cosa. Il problema non c'è. Basta che non gli rubi le scarpe. Basta che non gli freghi i vestiti, perché secondo me si incavola. Vabbè, dottoressa, adesso... La dottoressa scherza. Magari non è il caso di sdrammatizzare. No, la dottoressa scherza. No, ma non è di sdrammatizzare. Sandro, dai, tranquillo. Sandro, non è il caso di sdrammatizzare. È il caso proprio che tu vai nei negozi e ti fai un guardaroba tua. Vabbè. Perché se tu gli rubi i vestiti poi diventa un casino. Io le ho chiesto di aiutarmi. E io t'aiuto, andiamo a fare shopping, tesoro. Mannaggia. Sandra, dottoressa, Sandra, ti fai chiamare Sandra, immagino. Vabbè, che no. Non è completa come casa. Dottoressa, non faccia così, perché sennò mi fa ridere anche a me. Ciao Sandro, ciao, ti salutiamo. Ciao dai. Sandrina, mi raccomando, Oddio, andiamo avanti con 6-0. Ma guarda che sono strani. Ma sono veramente proprio strani questi che chiamano. Infatti 6-1-0. Hai provato la nuova sensazione delle nuove offerte a confronto? No? Cosa aspetti? L'offerta è valida fino a fine mese, ma dura più di un anno, compreso Natale. Concediti anche tu il lusso di un'offerta tutta per te, perché tu sei un tipo speciale. Greg? Sì? Non ho capito bene la pubblicità. Cioè, ho capito che è uno spot, è una promozione, sì. Una cosa anche allettante, ho capito proprio dal tono. Però non ho capito bene cosa, perché tu dici, hai provato la nuova sensazione delle nuove offerte a confronto? L'hai provato tu? Che sono le nuove offerte a confronto? Che vuol dire? Quando uno fa un'offerta c'è sempre un confronto, no? con quello che già hai sentito, che già hai visto, no? Sì, l'hai provata tu? Sì, ogni tanto. Però qua dice l'offerta è valida fino a fine mese, ma dura più di un anno. Io ancora non ho capito però qual è l'offerta. Dura più di un anno, compreso Natale, però. Infatti dice compreso Natale. Compreso Natale, sì. Cioè che pure i giorni di festa. Cioè questa è valida proprio 365 giorni, 365, sì, però, 24 ore al giorno. Però continui poi a parlare dell'offerta, che dici, sì. Concediti anche tu il lusso di un'offerta tutta per te. Perché tu sei un tipo speciale? Per te, cioè non è per tutti, è solamente dedicata a te. E questo offerta. Mi pare ottimo. Sì. Mi pare ottimo. Perché te devi imparare, sei un tipo speciale, cioè. Anche un'idea di autostima, perché per carità. Non ti devi buttare giù, anche se tu hai, Lillo, questa tendenza a rimanere un po' ancorato, un po' antico. Sono d'accordo. Sì, ma tanto per curiosità, così, ma si può sapere qual è l'offerta, cioè qual è il prodotto? Sì, che sì, devo... sì, senz'altro, si può sapere, perché appunto tu sei un tipo speciale. Ma capito? Da chi me lo dici? Lo manda una nuova sensazione a confronto, però appunto devi farlo subito. Ho capito. Sì, perché vale da fine a fine mese. Quindi, l'importante è farlo subito. Sì, e poi dura tutto un anno. Poi magari penso dopo a qual è l'offerta. L'importante è subito. La fermi subito. La fermo. Così poi a Natale ci pensi. Il film. La vita in caserma è dura. Ma Gigi, non la faccio più. Mi stanno addosso tutto il giorno, sono sfinito. Ma Mario, famosi a ricoverare all'ospedale. Famo finta che siamo matti. La disperazione fa fare cose impossibili. Sarei pure d'accordo, ma ci vogliono le palle per svoltare. Te lo ricordi, Augusto? Abbiamo messo su il teatrino il mese scorso. Io ho retto il gioco e l'hanno mandato a casa. Davvero? E che te sei inventato? Una storia incredibile. Una truffa geniale. Io niente. Lui è stato gagliardo. Se siamo messi fuori dal piazzale, lui si è messo a quattro zampe attaccato a far somaro. Hai da vede, un fenomeno, sbavava pure dalla bocca e ragliava. Un somaro vero, devi vedere come ragliava. E tu? Io attaccato a urlare.
Chiamate l'ambulanza, sta male, sta fuori di testa, salvatelo, ma non lo sentite, sta a raia. Salvate il soldato, raia. Salvate il soldato, raia, nei cinema. Radio2pod.rai.it Radio2pod.rai.it Risponde la segreteria telefonica di casa Perrotti. Lasciate pure un messaggio dopo il segnale acustico. Ma che stai facendo, scusa? Sto registrando la segreteria. Ma con quella voce? Ma te l'ho detto mille volte che tu non c'hai la voce adatta per registrare le segreterie. Fallo fare a chi lo sa fare. Vabbè, scusa, mandava. Allora... 610 610 610 610 610 Buona Pasquetta a tutti da Greg Lillo e Alex Braga. Eccoci di nuovo qui, siamo tornati in onda, siamo tornati a tenerci compagnia, non dimenticandoci che comunque anche oggi il compito di 610 sarà quello di supportare la raccolta fondi della Protezione Civile. Esattamente. Per ovviamente la tragedia del terremoto in Abruzzo, ma cominciamo subito con il contatto con i nostri ascoltatori. Sentiamo, c'è qualcuno in linea. Pronto? Pronto? Ciao. Sì, salve. Chi sei? Ciao, chi sei? Buongiorno, io sono Marta. Ciao Marta, ascolti, ciao Marta. 610? Sì, certo, sempre. Grazie. Lei è il signor Petrolo Pasquale? Sì, sì, sono io, Lillo. Sì, Lillo. Petrolo Pasquale. Ah, Lillo, va bene. Le dispiace se la chiamo Lillo? Certo, mi devi chiamare Lillo. Questo è, siamo Lillo, Greg, Alex Braga, 610. Ma perché questa formalità? Scusi, non capisco. Noi la contattiamo per sottoporle una nuova proposta di contratto telefonico. Ah. Con soli 20 centesimi in più al minuto, lei può usufruire del servizio invia messaggi gratis. Lei ha la possibilità di inviare 700 messaggi gratis, pensi, addirittura gratis entro 2 secondi dall'ultima telefonata che ha fatto. Cioè io, vabbè, ma 2 secondi mi sembrano un po' a parte, vabbè, lasciamo perdere questo discorso, però lei non dovrebbe chiamare qui, mi chiami privatamente, le do il numero, ce l'ha il mio numero di cellulare? No, allora, se lo segni, sì, allora, mi dica. 8 8 9 7 7 7 9 8 2 2 2 3 4 5 6, questo è il mio numero di cellulare, va bene? L'ha segnato? Mi scusi, ma me l'ha dato fatto. Arrivederci, grazie, chiudiamo la linea e andiamo avanti con 610. 610. Un nuovo ospite che è venuto a trovarci, lui è Magico Alibernini, al quale diamo il benvenuto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie, Magico Alibernini, che ha questo nome, Magico Alibernini, infatti è conosciuto con questo nome, ma in realtà il vero nome qual è, Magico Alibernini? Il vero nome, i veri nomi, diciamo, è Alberto, ma anche Orlando, diciamo che è un doppio nome. È un doppio nome, stranissima come cosa. Sì. Alberto Orlando. È un po' strano anche per me, perché è un equivoco forse nato da bambino, che mia madre mi chiamava Alberto, ma mi chiamava Orlando. Orlando. Ah, cioè ti chiamava Alberto ma ti chiamava Orlando? Perché lei era sarta e si stamava i pantaloni, la parte sotto, quindi mi chiamava Orlando e io lì... Ah, cioè ti chiamava mentre faceva l'orlo? Esatto, mi chiamava Orlando. Mi chiamava Orlando, Alberto, ma mi chiamava Orlando. E quindi ho capito. E io ho avuto dei dubbi. Certo, cioè, questo ti ha creato qualche problema, certo. Qualche problema sulla personalità. Certo. Senti... Tanto, dà fastidio se non fumo? No, a me non dà fastidio. Aspetta che chiedo pure qui regia. Dà fastidio se non fuma? No, non vorrei... fanno tutti vorrei dicendo... imporre... no, puoi non fumare tranquillamente, da quello che... Sì, non voglio imporre le mie cose, no, vado fuori a non fumare. Ma puoi stare, Alibernini, puoi stare tranquillamente. Se no vado fuori. No, tranquillo, puoi non fumare qui. Allora, senti, dicevamo, cosa ci proponi oggi? Posso chiamarti Alberto? Sì, tranquillamente, sì. È uguale se parlo a voce? Sì, con la voce, usa la voce, sì. Okay. Allora, posso proporre... Dunque, intanto, so che qualcuno magari si aspetterebbe dei giochi di prestigio, ma... Infatti, conosciamo. Però vorrei non farli, perché nonostante la mia esperienza, più di 20 anni, palcoscenici, televisione, insomma, però mi trovo un po' in imbarazzo con l'idea di fare giochi di prestigio alla radio.
perché questa vicinanza del pubblico ovviamente condizionerebbe, credo, qualunque prestigiatore, perché il pubblico così vicino. Ma il pubblico vicino in radio? Cioè, non capisco. Sì, per esempio in macchina la gente sta almeno a 30, massimo 40 centimetri dalla radio, mentre invece in televisione stanno a un metro e mezzo dalla televisione, sai. Ah, in quel senso? Così vicino, sì. Ah, vicino alla radio. Molto vicino alla radio. Molto più che alla televisione, certo. C'è chi ha le cuffiette e lo porta in tasca addirittura proprio. Sì, sì, vicinissimo. Hai ragione. In televisione la gente sta a un metro e mezzo di distanza. Anche che fa male poi. Fa male stare troppo vicino alla televisione. Sì. Quindi volevo fare anche una rubrica sui libri, visto la mia attitudine, nonostante ho dei problemi col secondo libro che la casa editrice non lo vuole pubblicare, nonostante il primo libro vendette ha deciso di non rinnovarmi il contratto. Nonostante abbia venduto il primo libro? No, vendette, parlava di ritorsioni, faide. E quanto ha venduto, scusa? Ah no, 10 copie. Ah, quindi ha venduto pochissimo. Sì. Però vendette, si chiamava. Sì, parlava di faide, ritorsioni. Ah, ho capito. Brutte cose, sì. Insomma, che ci proponi, Alberto? Allora, abbiamo la rubrica, si intitola Non solo tutto, perché sulla falsa riga di alcune trasmissioni anche non solo moda. Non solo moda, che parlano anche magari di musica, costume. Sì, poi questa cosa ha preso piede anche i negozi, adesso li chiamano non solo cappelli, non solo pane, non solo... Sì, perché vuol dire che vende anche dolci, magari altre cose. Non solo tutto, noi parleremo di qualcosa oltre tutto. E quindi? Ah, non parleremo di niente. Bene, salutiamo Magico Alivernini, Alberto Alivernini, Alberto Orlando Alivernini, ecco come mi correggo. È uguale se esco da qui? Sì, no, c'è solo quella porta. Ah, però preferivo chiedere. Va bene, grazie, andiamo avanti con 610. La fronde di Jamais, ou de toilette? Ah, è la pubblicità di un eau de toilette. No, je calde l'amour, paranza. La paranza? Di Jamais. Ma che stai dicendo? Insomma, chi? 610 610. È arrivato per noi il momento di occuparci di costume. Vai Lillo. Commettiamo subito nel grande capesticazzi la notizia di oggi. Il nostro opinionista è pronto che scalpita. Io leggo la notizia. Eleonora Casalegno incrocia il suo ex Omar Pedrini al ristorante con la pallavolista Francesca Piccinini. Saluta la coppia, ma Francesca si gira dall'altra parte. Perché è così avvelenata? Questo è il succo della notizia. Sembra siano state dedicate addirittura 6 pagine a questo accaduto. Commentiamolo col grande capo. Che ne pensa, grande capo? Di che cosa? Dunque, Eleonora Casalegno ha incrociato del suo ex Omar Pedrini. E sti cazzi, non sa chi è questo. Omar Pedrini è un cantante ed era al ristorante. Omar Pedrini, cioè l'ex della Casalegno, era al ristorante con la pallavolista Francesca Piccinini. Eleonora Casalegno li ha salutati. Lei è molto, sta molto educata. Lei ha salutato. Lei è andata lì, ha fatto ciao e ha salutato Omar Pedrini e Francesca Piccinini. E sti cazzi, pensa che è educata. Però stranamente Francesca, cioè la Piccinini, non ha risposto, si è girata dall'altra parte e non ha salutato. Ah sì? Sì. E sti cazzi, pensa che è brutto quando questo... Ma sì, ma poi perché, insomma? Non... Perché? Bah, vabbè, andiamo avanti con 610. 610. E anche oggi per noi è molto importante ricordarvi che 610, tutta la RAI e Radio 2 stanno supportando la raccolta fondi della Protezione Civile, quindi se avete con voi un telefono cellulare potete contribuire e donare un euro mandando un sms al 48580, oppure potete contribuire anche da telefono fisso chiamando lo stesso numero 48580 per donare 2 euro. Vi ricordo ancora una volta il numero e vi ricordo ancora una volta, anche se non ce n'è nessun bisogno, quanto sia importante comporre tutti insieme 48580. E adesso colleghiamoci con una radio con la quale abbiamo lanciato un gemellaggio importante che si chiama Armadio Assonanza Speleobue. Colleghiamoci e sentiamo cosa stanno trasmettendo. Armadio Assonanza Speleobue, sante calzoni per i vuoi fomenti giù fenici. Soggiorno a Rutti, la voce che asportate la via, Brillo Mentolo. Bentostati su Armadio Assonanza, la stima armadio che permette sui vento dove delle ondulazioni di sequenza. E ai mitomani di Armadio Assonanza ante io, Audio Tesori, son Giorgio Antedanè. Anona, dosa folle in ventola? Orci andiamo un aspide imprendibile, il protagonista della mission velemissiva, il pane sciapo nocca. Di chi stiamo parlando? Ma del grande Grigi Reietti. Benvenuto e sazia di essere qui. Sazia poi di avermi intrigato. Anona, Grigi, glande sul gesso in PQ. Beh, bevo dire che sparmando proprio bene. E al cime, quanto diverremo? Se rutto da fecondo le tre lesioni, che taccio, lo fico? Ricci. Mesce un til con Norbert De Viro dal tipo lo gatto di foraggio. Beh, è una novizia fellazionale. E a Teano?
A Teano sto prepagando un dracma in Buerati di un nuovo automa molto intrepressante, che si chiama Vario de Nuca, e incanto viro con un tentacolo di calzoni e monocoli del mio orecchio repertorio. Bene, ringraziamo Grigi Reietti per essere venuto a provarci. Ti berremo a provare voi a Teamo, in brocca al cubo, Grigi. Oh, code si bice in questi vasi, perda. Tassiamo ola a un to' di dubicità. Puff, rutte le tolte la spessa scoria. Posa di tu sede, Parco. Pieri in PQ hanno fraspesso cotto e pezzo di Federico Pellini, e Pio non l'ho pisto. E a nona? Torri ridicola. Per te. Per te da Orci c'è Rutto Pellini, Rutti Tilt del grande stagista di Rimini in PVC, testa in setinana, policodici in euro, la torcedita con Porcello Vastodianni e in giù una fonografia concreta di Pellini. Che bello! Porro ridicola! State ascoltando Radio 2, Lillo, Greg, Alex Braga e tutti i nostri radioascoltatori con i quali vogliamo mantenerci in contatto attraverso il nostro numero verde 800 800 002. Mi fanno cenno dalla regia che c'è già qualcuno in linea, quindi posticipiamo i nostri discorsi sul cinema che arriveranno tra pochissimo e sentiamo chi è al telefono. Pronto? Pronto? Sì, ciao, chi sei? Ciao, sono Carlotta Castrapani. Ciao Carlotta. Greg, Lillo e Alex. Ti conosciamo, ciao, Carlotta, sì. Ciao, tu sei la nostra ascoltatrice. Sì, Assidua, che hai già chiamato. Senti Carlotta, allora dai, innanzitutto raccontaci un po' di te. Cosa fai nella vita? Sei sposata? Studi? Che fai? Posso rispondere prima alla seconda? È come ti pare. Sì, studio. La prima domanda, Se sei sposata. Non sono sposata. Hai indovinato? E che ne so, noi non ti conosciamo. Non lo so, sei te, studi tu normalmente. Sì, io studio. Sei sposata? E sei sposata, no? No. Allora, ma ho vinto! Che hai vinto? Non è un quiz. No. È per scambiare due parole, così. Il quiz è un altro momento, quello del quiz, non è questo. Ma io la linea solo adesso, però l'ho presa. Lo so, però quello fa parte del gioco, cioè prendere la linea nel momento in cui c'è il quiz. Capito? Mi spiace. Non so, se vuoi scambiare due chiacchiere con noi, vuoi chiederci qualcosa, siamo qui noi a tua disposizione. Sì. Voglio chiedervi qualcosa. Ho indovinato? Ma che risposta è? Sì, voglio chiedervi qualcosa. Cioè, chiedici qualcosa. No, per cui non ho vinto niente. Ma mi ci dispiace, Carlotta, non è cattiveria, veramente. Ho capito, io ho preso la linea adesso. Ma lo so, ma cioè, io mi sono studiato tanto, volevo fare il quiz. Ma non c'è niente in palio. Sentite, sei uno zero che io faccio il quiz. Lo so, Carlotta, ma non ho vinto niente. Ok, che ne so, voi quanto c'hai, Greg? Sì, niente, che oggi ho portato... Aspetta un attimo. Scusa, aspetta, Carlotta. Aspetta. Io ho 4 euro. Andrea, quanto c'hai tu? Io avrò 6 euro. Ah, Andrea, 6 euro. Aspetta, io ho 10 centesimi. Capirai, Cristian, 10 centesimi. Aspetta, quindi... Tre, Tre ce l'hai tu? Tre, 9, 11 euro. 11, 10 centesimi. Carlotta? Hai vinto 11 euro e 10 centesimi. Grazie ragazzi, sì. È stato bellissimo giocare con voi. Te rimandiamo a casa, eh. Grazie. Ciao ragazzi. Corri in edicola ad acquistare Commercialisti in miniatura. Nel primo numero la riproduzione in piombo 54 mm del dottor Celletti a soli 4,90 euro. Commercialisti in miniatura, la collezione dei tuoi sogni. 610 presenta Movie Mesh, quando il grande cinema incontra il grande cinema. Giuseppe, io voglio tanto un cavallo bianco, ma qui, a furia di lustrare scarpe, non guadagniamo mai nulla. Nella Napoli degli anni 40 la vita di due lustrascarpe è molto dura. Pasquale, dobbiamo cambiare lavoro, altrimenti il cavallo non lo compreremo mai. Andiamo in America. In America, Giuseppe? E che ci fanno due sciuscià come noi in America? Mi sono informato, Pasquale. Cercano due guardiani d'albergo per l'inverno, in un hotel bellissimo, l'Overlook Hotel. Ma la vita a volte non è come sembra. Giuseppe, ma che ti prende? Da quando siamo qui soli dentro l'hotel sei diventato strano e poi fa un freddo. Lasciami stare, io non sono più un vile sciuscià. Io sono uno scrittore, devo scrivere il mio romanzo. Vattene, Pasquale. La curiosità può essere molto pericolosa. Ma quale romanzo? Mo voglio proprio vedere. È qui nascosto. Il mattino all'oro in bocca. Ma che diavolo scrive? Pasquale, cosa stai facendo? Tu,
Tu sei impazzito? Ma che fai con quell'accetta? Stammi lontano! Pasquale! Luce della mia vita! Vieni qui! Non ti farò del male! Ma i produttori del film premio Oscar Shusha e del cult Shining, un nuovo capitolo della saga che ha appassionato il mondo. Shining, un film di Michelangelo Stoppirosso. Cominciamo la seconda parte di 610 con il primo ospite al quale diamo il benvenuto. Lui è Franco Palombetti. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, va bene. Senta, allora lei soffre di questa estrema indecisione. Ecco, lei è una persona indecisissima, molto indecisa. Che, praticamente la sente la patologia, il suo essere indeciso. Molto. Quindi è un disturbo comportamentale. Lei da quant'è che soffre di questa patologia? Da tanti, in effetti pochi. Perché, tanti. Che problemi le crea con il prossimo questa sua estrema indecisione, insomma, questa sua patologia? Ma tutto sommato, pochi problemi. Cioè, non è proprio. No. Me ne crea molti. È quasi. Si vorrebbe anche dire che è tutto un problema. Però. Sì, in sente, realtà, sì, no, sente, in realtà invece, no. Lei è sposata e ha famiglia, no? Sì. Beh. Cioè, o convive. O convivo. O è single. Single no, perché sto con una persona. Con una ragazza, una femmina. Va bene. Oddio. Poi, sai, le volte. Sì, senta, signor Palombetti, noi la salutiamo. E... Anche io? Sì. Magari non. Sì, non no, subito. Ci, ecco. Ci può salutare anche subito quando vuole. Sì. Sì, subito. Va bene. Andrei io. Sì, sì, può andare, lei può andare, grazie. L'intervista è finita. Magari, cioè, non è. Non è che debba per forza. No, ma se vuole. Può anche rimanere. Sì, certo, quello che però vuole. Forse è meglio che vada, insomma, adesso. Faccia lei. L'intervista. Sì, sì, è finita. L'intervista è finita. Sì, sì. È sicuro questo? Sì, sì, è sicuro, grazie. Arrivederci, eh. Vuole. No. Cosa? È una domanda. No, era un saluto, sì, sì. Va bene. Corri in edicola, da oggi puoi trovare il primo numero di Donna Pettegola di Via Frigeri numero 30. Donna Pettegola di Via Frigeri numero 30 è la prima rivista per la donna che vuole sapere fatti e misfatti di tutto il vicinato. Nel primo numero tutti retroscena della tresca tra Giovanni, il commercialista del secondo piano, e la portiera. Il figlio della signora Petrocchi è gay? È vero che la figlia 19enne dei Gregoretti se la fa con uno di 50 anni? Questo e altro nel primo numero di Donna Pettegola di Via Frigeri numero 30. In regalo con la prima uscita un bicchiere in vetro speciale da appoggiare sul muro della vostra stanza e sentire chiaramente tutto quello che dicono i vostri vicini. Corri in edicola. Donna Pettegola di Via Frigeri numero 30 ti aspetta. Donna Pettegola di Via Frigeri numero 30. 610. 610. 610. 610. 610. Se cerchi la concessionaria di automobili più vicino a te, chiama il 5839205827193048237125839205827192, 5839205827193048237122, il primo numero telefonico dedicato esclusivamente a chi cerca il numero di una concessionaria di automobili. Pronto. 5839205827193048237122. Sono Federico, buongiorno. Come posso esserle utile? Buongiorno, sono a Milano, vicino a Piazzale Cadorna. Sto cercando la concessionaria di automobili più vicino. Va benissimo, attenda un momento in linea. Ragazzi, qualcuno conosce una rivendita di macchine a Milano? Zona centro? Niente? Ma no, lo sfascia carrozze, questa la vuole nuova. Ho capito che tu zio l'ha comprata, l'ha usata, si trova benissimo, ma questo vuole la macchina nuova. Niente. Mi dispiace, ma non ne conosciamo nemmeno una. Grazie comunque per aver chiamato il 5839205827193048237122. Per info sui costi del servizio vai sul sito www.5839205827193048237122.it.
Proseguiamo 610 ricordando a tutti i nostri radioascoltatori che è possibile supportare la protezione civile con la raccolta fondi per l'emergenza terremoto donando un euro con un sms dal vostro telefono cellulare componendo il numero 48580 oppure donando 2 euro col vostro telefono fisso telefonando allo stesso numero 48580. E adesso ci occupiamo di zoologia, di due panda in cattività che finalmente sono riusciti dopo tantissimi anni e tantissimi tentativi a procreare. È successo allo zoo di Buenos Aires e noi abbiamo inviato laggiù in Argentina il nostro inviato Massimo Maria Ciamberlani. Pronto Massimo? Pronto! Ehi, Massimo Maria! Ciao Greg! Ciao, ciao Lillo, ciao Alex Braga, ciao a tutti! Ciao. È incredibile, è la prima volta che succede, si sente benissimo. Sì, anch'io mi sento bene, finalmente. Anche troppo, perché insomma, ci aspettavamo un po' più di rumore sottofondo in uno zoo. Infatti non sto in uno zoo, sto in un negozio di strumenti musicali, dentro una saletta insonorizzata dove si provano gli strumenti. Ma sei a Buenos Aires? Sì, sì, a Buenos Aires. Ma per lo zoo? Sì, sì, per il collegamento, per lo zoo, per questo evento straordinario della coppia di panda che ha avuto un piccolo. Ma scusa, posso farti una domanda? Sì. Ma perché stai in una saletta anziché stare in uno zoo? Non ti sento! Pronto? Massimo Maria! Non ti sento, c'è un tizio che sta provando una chitarra elettrica! Massimo Maria, momento. Si sente un rumore lancinante, che cos'è? Allora, parliamo di questa coppia di panda, questo evento. Massimo Maria, non ti sento, c'è un rumore lancinante, assordante! Niente, non ti sento perché c'è un tizio che sta provando una chitarra elettrica, proprio in questo momento non riesco a sentirti. Una chitarra? Pronto? Che cos'è, una chitarra? Non ti sento! Non ti sento, Massimo Maria, cos'è, una chitarra? Allora, questa coppia di panda... Ma che ci fai in una sala insonorizzata con... Voglio andare allo zoo! Non sento, non sento. Massimo non Maria! Sento perché questo... aspetta, aspetta, aspetta un attimo, provo a chiedere. Scusi, potreste smettere di provare... Massimo Maria, non ti sentiamo! E niente, non mi sente neanche lui, sta suonando talmente forte che non mi sente quando io gli chiedo... Ma digli di smettere, chiedigli di smettere! Sto provando, ti ho capito adesso, ci sto provando di chiedere di smettere, ma non mi sente perché è altissimo il volume! No, non ti sento, c'è un volume, è altissimo! È altissimo, capisci? Ma perché non esci? Pronto? Esci! Vabbè, niente, non ti sento. Allora, vabbè, vado io, sto dicendo che... stavo dicendo appunto che questa coppia di panda, un evento straordinario, hanno avuto un piccolo... Massimo Maria, sì. Esci da lì! Perché stai lì dentro? Chi te l'ha detto di andare lì in un negozio di strumenti? Musicali. Vi saluto, non sento niente, vi saluto. E non riesco a parlare perché non capisco quello che dite. Esci da lì! Finché questo suona così non riesco a capire. Ciao a tutti, ciao! Finché questo suona non ci si capisce, io non lo so. Massimo Maria, caduta la linea. Vabbè, andiamo a testare 1-0. Vania, andiamo in discoteca stasera. Vai, Blessia, che mito che sei. Ma che capelli tutti sporchi che c'hai, unti appiccicosi da paura. Lo credo, non me li lavo. Perché? Perché ho paura che mi si sfibrano troppo. Allora usa il nuovo shampoo all'acqua di rose di Venier. Nuovo shampoo all'acqua di rose di Venier. Certo. Nuovo shampoo all'acqua di rose di Venier, con la sua nuova formula ininfluente che accarezza i tuoi capelli senza lasciarli puliti e vaporosi. Nuovo shampoo all'acqua di rose di Venier. In pratica, solo schiuma impalpabile. Vania, andiamo in discoteca per stasera. Vai, Blessia, che mito che sei. Ma che capelli tutti sporchi c'hai, unti appiccicosi da paura. Certo, li ho appena lavati con nuovo shampoo all'acqua di rose. Nuovo shampoo all'acqua di rose di Venier. Che mito che sei. 6-1-0. Questa è Radio 2, Lillo Greg, Alex Braga, il nostro inventore di invenzioni inutili, Aleandro Barbarossa. Buon pomeriggio. Ciao Aleandro. Ciao a tutti. Ciao, vogliamo immediatamente sapere, fremiamo tutti per sapere qual è l'invenzione inutile di oggi. Oggi vi presento una bellissima invenzione che ho fatto, ci ho pensato molto, è il rinfila uovo per galline. Ecco, quindi il nome dice tutto. Dice tutto, è un macchigegno. È un macchigegno che rimette l'uovo nella gallina, dentro la gallina, nel vano da dove esce. Dentro la gallina, completamente inutile. Qualcuno proprio mi ha accusato che è innaturale, però secondo me è inutile. Ma vedo che oggi hai portato addirittura sia il macchigegno che la gallina. Ah, vuoi fare una dimostrazione oggi? Eccola, la prendo, stai fermo, su, non si...
Non scappare. Eccola, stai ferma per favore. Ecco, la gallina è pronta. Eccola, eccola. Mamma mia, ma povera bestia. Lo so, è una cosa soffre. Ma è tremenda sta cosa. Quindi, oltre a essere inutile, è dannosa per la gallina. Fastidiosa perché la gallina urla. E quindi è proprio veramente. Complimenti. Grazie. Complimenti, è veramente una delle invenzioni più inutili mai inventate da Alejandro Barbarossa. Complimenti ancora. Sei uno zero, sei uno zero. Six one. Oh. Oh. Sei uno zero, sei uno zero. Sei uno zero. Six one oh. Ciao Elvira, sei pronta? Lo shopping ci attende. Ciao Marzia, ho appena fatto il caffè. Posso offrirti una tazzina? Oh, grazie Elvira. Ma come fai? Hai la casa sempre in ordine, i tuoi pavimenti brillano. Qual è il tuo segreto? Il mio segreto? È che io per i pavimenti uso Nuovo Magister alla Sipratina. Nuovo Magister alla Sipratina? Certo, Nuovo Magister alla Sipratina dona pulizia e lucentezza ai tuoi pavimenti per settimane. Basta aggiungerne un po' al tuo normale detersivo ed il gioco è fatto. Dovrei comprarmelo anch'io, allora. Ehi, ma questo caffè è squisito. Certo, l'ho fatto con Nuovo Magister alla Sipratina. Nuovo Magister alla Sipratina? Certo, basta aggiungere una spruzzatina di Nuovo Magister alla Sipratina nella macchinetta ed il tuo caffè diventerà buonissimo. Fantastico questo Nuovo Magister alla Sipratina. Per i tuoi pavimenti e per il tuo caffè, Nuovo Magister alla Sipratina. Sei uno zero. Il film. La storia di Brad Cunningham, un uomo che dalla vita aveva avuto molto, soldi, fortuna, successo. Aveva avuto tutto, tranne l'amore. Ho amato una sola donna nella mia vita, Louiselle, incontrata a Parigi molti anni fa, ma l'ho lasciata per inseguire la mia brama di potere. Ma la sorte avversa gli riservava una brutta sorpresa. Dottore, mi dica, sono malato gravemente. Lei ha una grave allergia alla frutta, Mr. Cunningham. Se mangia un solo frutto, muore. Io amo la frutta. Mangiarla mi rende felice. È proprio vero. A cosa servono i soldi e il successo se non hai la salute? Vendo tutto e vado a Parigi da Louiselle. Ma Louiselle si è sposata con un commercialista di Montmartre ed è una mamma felice di 3 bambini. Oh, me stolto, me cieco. Ho perso l'unica cosa importante della mia vita. Vivere non ha più senso. Voglio morire, ma morire felice. Si può morire felice in un mercato degli Champs-Élysées? Per Brad, sì. Arancé, meloni, fragole fresche. In cosa posso servirla, monsieur? Mi dia quel mango. Ultimo mango a Parigi. Nei cinema. Radio2pod.rai.it. Radio2pod.rai.it. Risponde la segreteria telefonica di Casa de Salazar. Lasciate pure un messaggio dopo il Namo parla. Namo parla. 610. Oh! Sei uno zero? 610. Six one oh. Six one oh. Oh. 610. 610. Buon martedì a tutti, noi siamo sempre Greg Lillo e Alex Braga e questo è 610. Esattamente, anche oggi potete contattarci tramite l'800-800-002 che è il nostro numero verde per parlare con noi e partecipare all'apertura di questo programma. Bene, oggi speriamo che ci sia in contatto qualche radioascoltatore che voglia scambiare delle opinioni con noi, siamo aperti a tutto, critiche, ma non solo, anche complimenti, cioè parliamo con molta tranquillità. Sentiamo se c'è qualcuno in linea, pronto? Pronto? Sì, ciao. Salve. Salve. Ciao, chi sei? Sono Marta. Marta? Marta chi? Io cercavo il signor Gregori Claudio. Ma lei ha chiamato ieri, sì, esatto, pure? Esatto, lei è la stessa di ieri. Certo. Ah, la stessa di ieri, già ho capito, va bene. E Greg, ce l'ha con te. Sì. Gregori Claudio e Greg, per chi non lo sapesse. Greg, sì. Posso chiamarla sì. Greg? Ah, sì, grazie. Sì. E noi la contattiamo per sottoporle una nuova proposta di contratto telefonico. Un'altra. Con soli 20 centesimi in più al minuto, lei può usufruire del servizio invia messaggi gratis.
cioè può inviare 700 messaggi gratis entro 2 secondi dalla telefonata che ha appena fatto. Eccola, di nuovo con quella di ieri. È la stessa offerta di ieri. Se non ci riesco a mandarli in 2 secondi sembra piuttosto... E non fa niente, vorrà dire che i successivi li pagherà, ma che vuole che sia, avendo già usufruito di 700 messaggi gratis. Vabbè, comunque tutti quelli che puoi mandare in 2 secondi intanto sono gratis e va bene. E poi gli altri li pagherai, comunque mi pare una buona offerta. Ma sì, ma questo spazio però non è dedicato alle offerte, sì, dovrebbe essere dedicato ai radioascoltatori. Mi scusi, Marta ha detto? Sì, Marta. Marta, ma come mai ha pensato proprio a me per questa... Cioè, com'è che ha chiamato qui rivolgendosi a me? Vabbè, ma capita, insomma, nel senso che loro vanno un po' a caso, immagino. Sì, non so se appunto abbiamo detto, ci siamo sentiti ieri, poi ho parlato privatamente col signor Petrolo Pasquale e mi ha detto Lillo ha dato il suo nominativo. Sì, come persona... No, pensavo, magari te interessa, perché so che tu mandi molto spesso i messaggi, ho detto, lei mi ha chiesto una persona... che poteva essere interessata e ho dato infatti no, perché in realtà no, io ormai è quasi un anno che non mando più messaggi perché proprio ho aderito a una religione e invece le potrebbe interessare, no, cioè, a un'altra persona che invece proprio stava mi stava chiedendo se c'era un servizio tipo quello di magari se lei potesse in 2 secondi, sì. Se potesse darmi il nominativo e il cellulare mi farebbe molto piacere, grazie. Sì, e il numero è 345 sì? 48279. È il mio numero di telefono. Quindi corrisponde, se non sbaglio, ad Alex Braga. Braga. Grazie, molto gentile. Non è gentile per niente. Lei non chiami, questo è uno spazio per i radioascoltatori. No, ma lei non ti chiama qui, infatti, ti chiama a casa. Ma neanche a casa. Basta che non chiama più qui, ecco. Poi a casa può chiamare Alex. Specialmente lui lo ma perché gli date il mio numero? La sera dalle 7 alle 11 sta a casa. No, io voglio chiamare dalle 7. Andiamo avanti con 610. Grazie, andiamo avanti con 610. E se no chiamava qui era un disastro. La puntata sarà dedicata almeno in questa prima parte al cinema con un grande critico di action movie e di cinema di menare, Hermes del Monte Castagna. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, grazie di essere intervenuto. Cane. Sta buono. Buono. Perché si è portato il molosso qui? Vedo che. È il cane mio questo, ho portato un amico, sta buono, eh. E vedo che sono un po'. Lui sta qua, te tocca vedere come parli di. No. Calcola che ha addestrato, guarda me faccia. No. È addestrato. No, per carità, io. Ah, ecco. Parliamo di un film che a lei non è piaciuto per niente. Tra l'altro, un film osannato dalla critica, da lei è stato bocciato completamente. Che parliamo di Brokeback Mountain. Questo io film. Io manco mi ricordo come si chiama. Perché sì, me l'hanno detto da Nash, io manco ci volevo andare. Perché ecco. A me i film dove si capisce. Che vai a vedere, ma chi è sto a bocca a becca matte? No, è un film, è una storia particolare. Io ci sono andato perché è un film dei cowboy. Ecco, quindi... ho detto, vabbè, tanto cowboy, quel giorno non c'avevo niente da fare, voglio dire. Esco, vado, anche perché per il mio lavoro io mi devo, come si dice, imporre di andare almeno 1, 2, anche 3 volte a settimana al cinema, perché sennò... Che quando vengo qua che gli dico a gente sta buono, eh. Poi lei oltretutto va a vedere solo film di menare, quindi di menare. Però i cowboy, ho detto vabbè, i cowboy se sparano ogni tanto si gonfiano dentro i saloon, sì. È bello, è un po' demodé adesso, oggi come oggi non va tanto di moda il menare dentro i saloon ai cowboy, però per me menare è menare, io ci vado sempre volentieri. Allora vado a vedere questo film e mi metto seduto e comincio a vedere questa gente che chiacchierano, perché mo c'è questa moda dilagante di questi che chiacchierano, che si sa che si devono dire. Certo. Aprite il film una volta con una scacciottata, no? Con una capocciata. Cominciano i titoli, boom, una capocciata, questo che si tiene il naso, che va indietro, uno già sobbalza sulla sedia e dice, ecco, vai, sono venuto a vedere un film e bene, invece no. Parlano. Poi c'è un momento che, non so se si può dire per radio. Vabbè, no, vabbè, sì, perché c'è una strada d'amore, no, diciamolo, una strada d'amore. Una strada d'amore fra due uomini che sono due cowboy. Sta buono. Sta buono. Questi addirittura si baciano, poi, capito? Invece che menarsi, eh? E io lì ho pianto. Vedere due cowboy col cappello da cowboy che si baciano, per lei che è abituato che si al cinema di menare, certo. Sono uscito e ho detto abbiamo toccato tutti i fondi. Certo. Quanti fondi ci possono stare? Non lo so. Nella vita. Amo toccati tutti. Lo so. E non sono riuscito a vedere neanche la fine. Perché ho detto, se questi adesso si baciano, figuriamoci che fanno dopo. Allora, se lo scopo di questo film era sorprendere e annichilire la persona che lo andava a vedere, ci è riuscito. Infatti non c'è mai una scena. Ma ha ricordato uno dei film più brutti che ho visto nella storia della vita mia, proprio. Sì. Che... Bueno.
Vabbè, ogni critico ha il suo gusto. Lei è specializzato in cinema di Menare. Ma portameli sti critici, no? Beh, però insomma è anche giusto che... Io vedevo uno che mi viene a dire che era buono quel film, perché io lo gonfio. Vabbè, no, questo non sono d'accordo. Anzi, è d'accordo? No. Adesso puoi, vai, attacca Fufi. Monsieur, ça va des escargots avec un petit peu de pain de terre? Scusi, ma non la capisco. Oh, ma comment? Il n'est pas possible. Che figura. Da oggi basta figuraccia all'estero. Da oggi è in edicola Corso di francese maccheronico per rispondere per le rime allo straniero. Et puis, monsieur, ça va des escargots avec un petit peu de pain de terre? Ma che sta a far Fouillet? Pom pom pom, bla bla bla, non si capisce un cable quando parla. Corso di francese maccheronico, per chi non ha tempo di studiare veramente la lingua, ma non vuole farsi mettere i piedi in testa all'estero. Ma vous ne parlez pas français, vous êtes un imposteur. Ma pianta là, non alzare la voce, che se mi piene le 5 minuti te do una crocca che te fa girare la capoche. Corso di francese maccheronico, a soli 2 euro e mezzo. 610. Vi ricordiamo che è possibile contribuire alla raccolta fondi della Protezione Civile per l'emergenza terremoto donando un euro con un SMS da cellulare al 48580 oppure 2 euro chiamando da telefono fisso allo stesso numero 48580. E ora diamo la possibilità anche a qualche nostro radioascoltatore di giocare insieme a noi al nostro quiz botta e risposta. Sigla, regolamento e poi sentiamo chi c'è in linea. Oggi tutto il mondo gioca senza sosta. Botta, risposta. Sai chi fuma non le scorse? Il telefono inventò. Chi scoprì la bomba atomica? Botta e risposta. Esatto, il gioco è semplicissimo, è quello che si fa da sempre, fin da bambini, si sceglie una lettera e un argomento. Facciamo un esempio, che ne so, Città con la C. Città con la C, Cosenza, Catania, Cremona, Caltanissetta. E si va avanti così fino a che uno non si ricorda il nome di una città con la C e sbaglia e perde. Quindi sentiamo se c'è qualcuno in linea pronto a giocare con noi. Vi ricordiamo che se nell'eventualità dovesse perdere il nostro radioascoltatore, sarà un nostro riscossore a recuperare i soldi direttamente a casa sua. Ma speriamo che questo non accada. Sentiamo se c'è qualcuno in linea pronto. Sì, pronto. Ciao, chi sei? Sono Vinicio. Vinicio, da dove chiami? Vinicio da Vicenza. Bene, Vinicio, allora sei pronto a giocare a botta e risposta? Sì, certo, come no. Allora, Greg, partiamo con l'argomento. Allora, sì. Mi raccomando, facile, eh? Sì, è facile, riguarda tutta la sfera dei personaggi di fantasia molto cari, specialmente ai bambini. Ah, però... che sì. Bello. Allora, io intanto ho qui i dadi con le lettere. Allora, dovete dire, la sfida è con Lillo, dei personaggi di fantasia che portano regali a Natale con la slitta, con la lettera B. Vai Lillo. Babbo Natale. Tocca a te, Vinicio. Sì. Dai. Che portano i regali. Dai con la slitta, beh, dai. C'è il Babbo Natale che porta i regali. Era pieno, peccato. Lasciate due recapiti, sì. Ma ditemene alcuni, i due recapiti. Vinicio, hai lasciato i recapiti? Ho lasciato i recapiti. Perfetto, passerà domani mattina alle 5 e mezza il nostro riscossore. Il nostro riscossore, anche se non apri, lui sa come. Ma io domattina dormo a quell'ora. No, ma non importa, lui lascia i soldi da qualche parte, ma te li trovi subito. Sì. Ti salutiamo, purtroppo dobbiamo passare. Ma non ce n'erano tanti. No, erano tanti, adesso non abbiamo tempo. Andiamo avanti con se vai su internet li trovi. Questo è 610, state ascoltando Radio 2, Lillo, Greg, Alex Braga e un paladino della giustizia senza macchia e senza paura, Zoro. Là sulla duna, quando brilla la luna, spunta il nostro eroe Zoro. Oh. E lascia il suo segno, una Z a chi è degno, la Z che vuol dire Zoro. La vita segreta, Zoro, il segno suo è la Z. Zoro. California 1845. Il sole è alto nel cielo, ma non c'è felicità nel pueblo di San José. Il sergente Garcia sta raccogliendo le gabelle per conto del governatore. Allora, bastardo, ti decidi a tirar fuori i soldi?
Mancano 300 pesos. Non tengo altri pesos, signor. Lo giuro, sei povero. Piantala, schifoso d'un peone. O mi dai 300 pesos o ti sbatto in prigione. La prego, sergente, non tengo più dinero. Guardie, sbattetelo dentro. Vedremo se capisce finalmente. Lasciatelo, lasciatelo. Smettetela tutti o vi faccio fucilare a todos. Lascio usta. Chi è stato? Chi ha parlato? Su io. Zoro! Zoro? Zoro, perché te risulta? Che cosa vuoi? Sparisci o ti uccido come un cane. Fammi vedere se sei capace. Guardie, a me! Ma falla finita. Intanto liberiamo sto voraccio. Dai, smamma, torna a casa. E mo tocca a voi. Fermo! Arrenditi! Ma voi siete tutti scemi. Guardate un po' come mi rendo. E mo, sergente Garcia. Fermo! Cosa fai? Busgari sulla panza, così più aria. Guardate, una zeta! Regolare, a zeta di Zoro. Mette merzale sulla coda. Adios, se beccamo. Tornato! Oh, tornato! San José, il popolo è oppresso, il governatore tiranneggia a suo piacimento. Ma c'è un eroe che è sempre pronto a difendere i deboli e a ristabilire la giustizia. Questo eroe è Zoro. E l'orco, ad un certo punto, prese la fata e la maltano. Che cosa, mamma? Perché le fate hanno la bacchetta magica, vacillano. Non ho capito, mamma. Quando il lupo o il deglia, tutti i nani infalastano. Ma che dici, mamma? Amore di papà, cosa ti sta leggendo la mamma? Lo so, non ci capisco niente. Sto leggendo Il principe, l'orco e la maltano. Il principe, l'orco e? E la maltano. Ti spiego, sono le nuove fiabe malana. Fiabe che? Già, fiabe che? Nuove fiabe Maldana, una collana speciale di tutte le più belle fiabe del manto. Il piccolo Beltan, il gatto Lemeteppi, Metando il drago, il principe dei Metazzi e altre ancora. Questa settimana i tre piccoli animati. Fiabe Maldana, per dire ancora, c'era Valeria. Mamma, mamma, ho sognato vent'anni. Ma lo sai che le vent'anni non esistono? È vero. Sei uno zero. 610 610 È venuto subito a trovarci questo martedì un ospite che sta diventando davvero importante, non solo perché ormai è famoso anche grazie a 610, ma anche perché il suo caso clinico sta facendo scuola. Stiamo parlando di Marco Zerboni, il paziente zero, il primo uomo affetto da sindrome da musical. Ricordiamo che la sindrome da musical è la sindrome che porta il signor Zerboni a non potersi più controllare quando sente una certa musica che non si capisce da dove viene fuori, no, signor Zerboni? Probabilmente il suo corpo stesso che la produce, e quando sente questa musica lei comincia a cantare, a piroettare e a ballare proprio come in un musical. È una sindrome che evidentemente le dà diversi problemi che noi oggi vorremmo approfondire. Ad esempio, quali sono i tuoi hobby, Marco, e come si conciliano questi hobby con la tua sindrome? Beh, diciamo che io sono un tipo molto sportivo, quindi anche i miei hobby coincidono con l'attività fisica e posso asserire tranquillamente che se tempo ho, pratico il judo e mi piace passeggiare. Oh, in bici va con qualche amico che ha voglia come me di uscire. Grazie Marco Zerboni, se abbiamo conosciamo anche un po' meglio quali sono i suoi hobby, i suoi passatempi. E ricordiamo che Marco Zerboni ha questa sindrome da musical con cui comunque convive ormai, devo dire, abbastanza bene. Andiamo avanti con il nostro programma. Caro, intanto che ci portano il primo, io vado un attimo in toilette. Vai pure, cara. Ecco i primi, signore. La signora? È andata un attimo al cesso. Tu lascia pure qua che inizio a mangiare io. Eccomi, caro. Dovevo lavarmi le mani. Ma tu stai mangiando? Eh no, mo aspettavo te, così sei fredda, bella. Vuoi diventare un maleducato? Vuoi essere inopportuno e volgare? Da oggi in edicola Cafone. Cafone è la prima rivista che ti svela tutti i trucchi per diventare un vero zotico. Nella prima uscita, 10 metodi per masticare a bocca aperta. Tutto sui rutti, come accoppiare male i capi d'abbigliamento. In regalo, con il primo numero, uno stuzzicadenti elettronico che fa rumore da solo. Basta accenderlo e
Cafone, la rivista del maleducato moderno. Ardo, ma che te soni? Solo perché sto andando a comprare Cafone. Beh, ma così disturbi tutto il vicinato. E che me frega a me? Cafone 6-1-0 610. Prima di proseguire 610, ricordiamo a tutti i nostri radioascoltatori che potete contribuire insieme a noi alla raccolta fondi della Protezione Civile per l'emergenza terremoto donando un euro con un SMS da telefono cellulare al 48580 oppure 2 euro chiamando da telefono fisso sempre lo stesso numero 48580. E parliamo invece di quello che succede nel mondo delle fiabe con Giulia Mizzoni, che oggi ci racconta degli aggiornamenti sul mondo dei dalmata e della carica dei 101. Prego, a te la linea, Giulia, col tuo giornale Fiaba. Giornale Fiaba, a cura di Giulia Mizzoni. Andiamo a Londra a preoccuparci di un terribile caso di maltrattamenti sugli animali. Un blitz effettuato ieri dalla polizia inglese ha infatti scoperto un traffico di oltre 100 cuccioli di dalmata, precisamente 101 esemplari, destinati a diventare pellicce, catturati da una donna di circa 60 anni, Crudelia Demon, con l'ausilio di due complici, Orazio e Gaspare, i nomi dei malviventi. Sembra che la carica dei 101, così è stata soprannominata la cucciolata dopo il ritrovamento, sia stata reclutata nell'ultimo mese dai complici della signora Demon, incaricati di scegliere e rapire solo esemplari di razza purissima. A mandare a monte il piano i proprietari di parte della cucciolata, Anita e Rudy, aiutati da Pongo e Peggy, due dalmata purissimi che si sono rivelati fondamentali per il ritrovamento. Sentiamo tutti i dettagli sulla vicenda con Maria Giuliani, inviata per noi a Londra. Sì, Giulia, sono proprio davanti alla casa di Rudy e Anita, dove da qualche ora hanno fatto ritorno non soltanto i 14 cuccioli di dalmata figli di Pongo e Peggy, ma l'intera nidiata composta da ben 101 esemplari di dalmata. Stando alle prime dichiarazioni rilasciate dalla coppia, sembrerebbe che la Demon incaricasse i due complici Orazio e Gaspare di rapire i cuccioli durante la notte e di trasportarli su di un camion, al momento sotto sequestro della polizia, sino ad una villa fuori città dove i cuccioli venivano tenuti in condizioni ai limiti della decenza in attesa di raggiungere un numero congruo per confezionare una pelliccia di pelo di cane. Il ritrovamento avvenuto nella notte si deve a Pongo e Peggy, due dalmata adulti di proprietà di Rudy e Anita, che sarebbero riusciti a scovare grazie all'olfatto la villa dove i 101 cuccioli, fra cui vi erano anche i loro, erano nascosti, trovandosi alle prese con una cucciolata ben più numerosa. I due dalmata adulti, dopo una colluttazione con Orazio e Gaspare, non avrebbero esitato a liberare anche gli altri esemplari, conducendoli sino a Londra, dove Rudy e Anita hanno accettato di accoglierli. Immediato all'arresto, la pena potrebbe raggiungere i 4 anni di carcere per Crudelia Demona e i suoi complici, accusati di sottrazione e maltrattamento di animali. Da Londra è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Maria Giuliani, che ancora una volta ci ha raccontato un lieto fine per un caso che ci insegna come spesso più si conoscono gli uomini, più si amano gli animali. Giulia Mizzoni, giornale Fiaba. Abbiamo ascoltato il giornale Fiaba a cura di Giulia Mizzoni. Lo sai che da oggi puoi mangiare cioccolata ingerendo poche calorie? No. Ah, non lo sai? No. Conosci qualcuno che lo sa? No. Qualcuno che lo sa, se lo conosci, presentamelo. 610 610 610 610 a Radio 2 insieme a Lillo, Greg, Alex Braga e insieme alla voglia di capirne di più su una storia d'amore che ci sta interessando tantissimo. Abbiamo letto una notizia proprio oggi che volevamo riportarvi. La storia d'amore è quella di Melita Toniolo e Maurizio Uzzi. Allora vai, Lillo, con la notizia. La leggo, la notizia: Melita Toniolo e il suo compagno, il bodyguard Maurizio Uzzi, negli ultimi tempi si vedono poco per impegni di lavoro di lei e fra i due sembra calato il gelo. Saprà l'ex angelo custode di Michel Hunziker, perché appunto Maurizio Uzzi era il bodyguard di Michel Hunziker, saprà, dico, Maurizio Uzzi scaldare di nuovo l'impetuosa diavolita? Questa è come sta definita probabilmente Melita Toniolo dal giornalista. Cosa ne pensa, grande capo, di questa notiziona? Notizia è su Melita Toniolo e il compagno Maurizio Uzzi. E sti cazzi, non ho capito la notizia però. Ah no, ma infatti pure io non ho capito bene. Aspetti, la rileggo, grande capo. Dunque, gli ultimi si vedono... Lui... Ah ecco, niente, che si vedono poco. E sti cazzi... Ride di cognome Uzzi come Hunziker. Sì, infatti Uzzi stava con Uzzi. La Hunziker. Infatti è divertente. Sti cazzi, ride di questo. Infatti. È simile. Sì, nome. Uzzi Hunziker, infatti. E notizia? La notizia, appunto, è, no, il succo della notizia è che tra i due è calato il gelo. E sti cazzi, fa ridere.
ride questa Uzzi. Infatti è divertente. Loro vedono poco. Sì, comunque insomma Rita Tognola e Maurizio Uzzi si vedono poco negli ultimi tempi. E sti cazzi, continua a ridere con questo nome Uzzi. Andiamo avanti con 610. Se cerchi l'autofficina più vicina a te, chiama il 67676768946893002881288839, il primo numero telefonico dedicato esclusivamente a chi cerca un'autofficina. Pronto? 67676768943002881288839. Sono Antonio, buon pomeriggio, come posso esserle utile? Guardi, sì, mi scusi, sono a Torino, in Piazza Castello, e mi si è fermata la macchina in mezzo alla strada. Ho bisogno urgentemente di un'autofficina per un carattrezzi. Sì, attenda un attimo, grazie. C'è qualcuno che conosce un meccanico a Torino? Uno onesto, però, una cosetta. Ma non c'è uno che c'è un amico a Torino che almeno mandava a Piazza Polacca? No, ma sta a mezzo alla strada. C'è un amico che c'è il motorino. Vabbè, dei motori, ma meccanico no. C'è così quello che li trucca, ma che c'entra? Mi dispiace, ma non ne conosciamo nemmeno uno. Grazie per aver chiamato. Comunque il 67676768943003002881288839. Per info sui costi del servizio vai sul sito www.67676767689493002881288839.it. 610 610 61 oh 610 610 610 610. Nuova Mustang Bougainville, 8 ruote, 2 sterzi, 16 marce, lunotto in mogano, airbag stereo e tergicristalli in lana di vetro smaltato. Richiedila al tuo concessionario Chiapponi Auto per un giro di prova. Costa solo un euro al minuto più incentivi di base. Nuova Mustang Bougainville, 1000 km di garanzia, freno sicuro, conta chilometri scaricabile sul tuo computer e più di 150 suonerie di clacson diverse con i motivi più ballati nel 2002. Dai, fatti un giro. Greg. Sì, Lillo. No, deve essere veramente una gran bella macchina questa. La Mustang Bougainville, hai sentito? Sì, no, tutte le offerte. Non ho capito bene però quello che offre, cioè che le particolarità che ha. Già, un'automobile normale quante ruote ha? 4. E questa ne ha 8 già. 8 di, che servono 8 ruote in una macchina? Scusa, 8 ruote al posto di 4. Se bucano 4 ruote ce ne hai. Ah, ce ne hai 4 già, non devi cambiare la ruota. Devi cambiare. Due sterzi. Due sterzi? Sì. Perché? Uno per me e uno per il vicino? Non so, metti se buca uno sterzo, c'è cioè un altro, no, cioè, si rompe. Si rompe in qualche modo. Ma come si rompe uno sterzo? Cioè, se vuoi rompe, però. Ma lo so, ma qui si prevede tutto qui. Ah. 16 marce. 16 marce? Sì, tu quelle intermedie, puoi andare in prima e mezza, così. Ma già primo, mezza secondo, marcia terza, indietro. Va bene. Un po' in marcia indietro e un po' in seconda. Ah. Sì, un po' in settima. Puoi anche mischiarle le marce. Sì, puoi mischiare, metti la undicesima, vai. Un otto in mogano. Così non si, no. È elegante, non si rompe, no. Non si infuoga perché insomma il legno. Il mogano è abbastanza delicato come legno, però. È delicato? Beh, però è più elegante. È più elegante, sì. Più elegante. Sì. Poi hai 1000 km di garanzia, freno sicuro. Per 1000 km freni che è una bellezza. E gli altri? Dopo gli altri non c'è più la garanzia. Ma che vuol dire non c'è più la garanzia? La macchina deve frenare sempre. No, ho capito, però c'hai cioè se ti dovessi andare a schiantare da qualche parte entro i 1000 km c'è la garanzia. Ah, vabbè, no, questo mi sembra buono, sì. E poi c'è il contachilometri scaricabile del tuo computer. Che vuol dire? Come che si vuol dire? Cioè il contachilometri, te per esempio dici: ah, ho fatto 1000 km. Guarda che io ogni tanto guardi che scatti. Che scatti il contachilometri, che sei a 999, poi scatta 1000. Se ti piace, lo scarichi direttamente sul computer. A casa c'è il contachilometri scritto 1000. Ma che ci faccio a casa con il contachilometri? Scusa. Ma per ricordo, oppure che ne so, dici quanti chilometri ho fatto per andare da Lugano a Berna, lo scarica all'inizio, scarica alla fine, e sul computer poi c'è visualizzato all'inizio e alla fine del contachilometri. Vabbè. Cioè è fantastico. E poi non è finito qui, perché c'è più di 150 suonerie di clacson diverse con i motivi più ballati del 2002. Cioè invece suona il clacson. Ah, si sente un pezzo di canzone. Un pezzo di canzone più ballata nel 2002. Il 2002, solo del 2002 però. Sì, sì. Ah, bello. Che belle pellicole. Il cinema di 610. La storia di tre amici di Francoforte. Sono stanco di lavorare, anzi. Già, anche io. Andiamo in vacanza al mare. L'amore per la buona tavola e le belle donne li porta nella Riviera romagnola.
Giochiamo a mini golf, Hans? No, Otto, andiamo in balera. Nein, andiamo a rimorchiare. Ma la loro amicizia sta per incrinarsi. Facciamo una foto di noi tre, ja? Ja, Otto. Chiedi al signore. Scusi. Ti fa foto di noi tre, ja? Ma certamente, ma mettetevi in posa. Allora, io a destra, Otto al centro e Willem a sinistra. Io a sinistra, tu in mezzo e Otto a destra, hai detto? No, ha detto io a sinistra e Hans in mezzo. No! Noi ai lati, ho detto, e Otto al centro. Otto ai lati e noi in mezzo? Insomma, non capite niente, idioti! Noi ai lati e Otto in mezzo! Otto in mezzo, nei cinema. Radio2pod.rai.it Radio2pod.rai.it Segreteria telefonica computerizzata della famiglia Meleffi. Beh, dai, tocca a te. No. Lasciate un messaggio, dai. No, non mi va. Adesso attacco. 610. Ah! 610. 610 610. Le 17.00, 40 secondi. Ultimo giorno della settimana per 610, da domani 610 weekend per sabato e domenica, mentre invece poi da lunedì ricomincia 610 normale. Vabbè, lo sapete un po' tutti, però mi piace fare il punto della situazione. Comunque noi siamo sempre Greg Lillo e Alex Braga. E io vorrei cominciare con una precisazione rispetto a quello che hai detto. Oggi è venerdì. Esatto. E non era stato non detto, è stato mi precisato. Sembra importante, vero, rispettoso nei vero. Confronti dei nostri radioascoltatori. Infatti 800 800 002, sempre il numero da chiamare per poter partecipare qui in diretta insieme a noi e parlare con noi, scambiare delle due chiacchiere insieme a noi. Ma sì, c'è già una telefona in linea, pronto? Pronto? Sì. Pronto? Sì. Io sono Marta. Marta, sì, ho capito. Però scusatemi, ascoltatemi, sì. Ho una nuova no, proposta. No, lo sappiamo, questo no, è il quinto è giorno di fila che tu chiami qui per offrirci una aspetta, proposta. Dice che, no, dice che è nuova, sentiamo. Questa che, è una proposta, che proposta è? Valida un mese ed è solo per i conduttori di 610, ah. Quindi è una proposta specifica per voi. Ah, e come sarebbe la proposta? E la proposta è una nuova proposta ovviamente di contratto telefonico che sì. Con soli 20 centesimi in più al minuto potete usufruire del servizio invia messaggi gratis, cioè potete inviare 700 messaggi gratis ma entro due secondi dalla telefonata che avete appena fatto. Ma quella è che hai fatto stessa. Tutta la settimana è la stessa identica promozione, tra l'altro assolutamente non conveniente. Ma questa è solo per voi e solo per un mese. Vabbè, solo per 610. Se facciamo una cosa, tagliamo, guarda. Sì, Marta, parliamo, sì. Parliamone di persona, va bene? Ah, adesso magari. Tu qui così, tu qui non puoi chiamare, questo è un programma, noi dobbiamo fare un programma. Quindi va parliamone bene. Di persona, va bene? Senz'altro. Ciao Marta, grazie ciao. Mille. Ecco qua, ciao. Ecco. Io non riesco a capire. È una cosa. Bastava poco, eh. Sì, però. No, bastava dire parliamone di persona, lo potevamo dire certo. Pure le puntate scorse, mentre invece noi. Va bene, diciamo. No, stavamo dicendo sì. Chi è? Chi è, scusi, chi è lei? Sono Marta, lei mi ha detto di parlarne di persona, sono arrivata immediatamente. Ma come fa a stare già qui? Ma stava fuori la porta, ma come ha fatto? Mi scusi, ma in ogni caso cacciatela via. Proposta. E noi qui per fare un programma. Sì, vabbè. Telefonico, perché lei con soli 20 centesimi ho capito. Più al minuto. Sì, manda gli SMS. La portate via. Ecco, venga, Fabrizio. Venga con me, ecco, Fabrizio, portala via, va. 700 messaggi. Sì. Gratis. Ecco, bene, ecco. Sì, trionfiera Fabrizio, ecco. Fabrizio. Venda a lui la promozione, perfetto. Vediamo che la compri Fabrizio, così per un po' almeno non ci rompa. Andiamo avanti con 610. 0
una grandissima esperta, una sociopsicosessuologa, questo è il mestiere di Grazia Minacelli, che anche oggi è tornata qui per confortare tutti i nostri radioascoltatori che ci scrivono a 610@rai.it email più o meno gravi sul deterioramento dei loro rapporti di coppia. Quindi se anche oggi avete bisogno di ascoltare le parole di una vera esperta, siete sintonizzati sulla radio giusta. E cominciamo subito, intanto le diamo benvenuto, dottoressa Minacelli, con una domanda: che cosa succede ai rapporti di coppia dopo un po'? Sì, purtroppo i rapporti di coppia si sono molto nevroticizzati, risultato insomma dei tempi moderni, quindi io mi occupo di allentare queste maglie ormai veramente molto strette, molto nevrotiche. Oggi volevamo affrontare con lei una problematica in cui si potranno rispecchiare tanti radioascoltatori, che è quello del rapporto fra suocera e nuora. Spesso le suocere sono molto invadenti, no? Ma anche per motivi affettivi. Non sempre i rapporti che si creano sono facili, dico bene? Sì, questo in realtà, vede bene, è un problema antico. La figura della suocera è stata sempre, insomma, un esempio, è stata sempre associata ad un'idea negativa, perché poi purtroppo non è sempre così, ovviamente dipende dal carattere delle suocere. E infatti, per esempio, la madre di Filippo è una donna insopportabile. Filippo, però chi è? No, dico per dire un esempio. No, perché un esempio personale, il nome preciso. Sì, vabbè. Ma per dire un esempio, dire, nella fattispecie, la madre Filippo è una gran stronza. Sì, per dire, una delle classiche donne invadenti che te si piazzano la sera a casa e tu gli dici vattene, non sai più come smollarla, però va bene. Professoressa, ho l'impressione che lei stia andando un po' sul personale, forse. No, ma io faccio solo come esempio. Io per far capire. Come si chiama il suo compagno? Filippo. C'è una madre che è una donna insopportabile. Parliamo invece in generale. In generale, appunto, voglio dire, deve essere abilità prima di tutto del marito, cioè del figlio, quella di gestire la madre all'interno della coppia. Ovviamente nella coppia ha bisogno di solitudine, di intimità. È chiaro che se, come Filippo, inviti tua madre tutte le sere a cena, oppure permetti a tua madre di cucinare la cena per noi, ma io voglio andare la sera fuori al ristorante, cioè non posso stare la sera a casa apposta perché tua madre, tu gli hai detto a tua madre di cucinare la cena per noi, ma è problema tuo. Ma poi voglio dire, ma c'hai 50 anni, ma ancora ti fai cucinare la cena da tua madre? Ma poi ti posso dire una cosa, tua madre non sa cucinare, ancora con sta storia, come lo fa mamma e come lo fa mamma. Salutiamo. O faccio molto meglio io, oppure voglio fare la signora, capito? Mi porti al ristorante a me, calma, e che sarebbe? Calma, no, ma io parlo faccio un esempio. Sono calmissima. Comunque il tempo è scaduto. Salutiamo la professoressa Grazia Minacelli. Poi dipende, andiamo perché avanti. La coppia oggi. Andiamo avanti, abbiamo finito. Abbiamo il tempo è scaduto. Grazie. Parlavo in generale. Sì, ho capito. Sì. Allora, Natale, facciamo che tu eri mio figlio e io la tua mamma. Me non posso essere tuo figlio, sono un bambolotto. Lo so, ma è per giocare. Facciamo finta che sei un bambino, vero? Ma anche volendo non sarebbe possibile. Tu hai 4 anni, non potresti biologicamente essere una mamma. Abbi pazienza. Da oggi, nei migliori negozi di giocattoli, puoi trovare Natale, il bambolotto razionale. Natale razionalizza qualsiasi argomento, aiutandoti a riflettere e a tirare le somme. E allora, vabbè, facciamo che tu eri mio marito e io tua moglie. E allora non ci siamo capiti, sono un bambolotto. Natale, il bambolotto razionale, nei migliori negozi di giocattoli. 6-1-0 6-1-0 610. Eccola qui la notizia di oggi. Bene. Il grande Capesticazzi è pronto per commentarla insieme a noi. Vai. Leggo esattamente il titolo del giornale da cui è stata estrapolata. Sì. Allora, tutti da Nobu a Milano mercoledì sera. Al piano di sopra c'era la tavolata tra calciatori, tra cui c'era Nesta e Maldini. Poco più in là c'era un'altra saletta, Fabrizio Corona con Belen Rodriguez. Al piano terra Marco Boriello, l'ex di Belen, e Cristiana Rossi. E poi pare che tutti questi VIP si sono incrociati e salutati. Che ne pensi, grande capo, di questa serata molto interessante al Nobu di Milano? Tutta questa gente... erano tutti al Nobu di Milano. E sti cazzi, pensa che è bello quando tu va e c'è questa gente. Sì, è sì. Bello perché fa esempio. Sì, e sti cazzi fa esempio. Esatto. Sì. Allora, c'è locale. Sì. Tu dice, chiede, vieni al locale,
chi c'è? C'è Fabrizio Corona e Belen Rodriguez. E sti cazzi corre, esatto. Questo locale. Esattamente. E lì addirittura ce n'erano più, ma ce n'erano solo loro. C'era Belen. E sti cazzi paga anche doppio. Esatto, c'era Cristiana Rossi. E sti cazzi proprio mette sua firma. Per andare. E infatti è così che funziona, sì. Capito? E più loro non c'è, no. Non va uno. Non vai. Se invece ci sono loro. Tutti? Tutti? Loro quella sera? Sì. E sti cazzi va subito con taxi. Certo. Infatti fa anche rima. Grande capo, grazie, andiamo avanti con 7-0. Buono questo formaggio. Ti piace? È una toma che compro direttamente da alcuni contadini quando vado su in Piemonte. Peccato che sia finito il Barbera. Il Barbera sì, ma ho questo Maxivino Sallontana. Maxivino? E che vino è? È un vino prodotto dalla Sallontana. Ma Sallontana non faceva i gelati? Sì, i gelati all'italiana, ma ora produce anche Maxivino, assaggia. Ma non è buono per niente. Vabbè, ma è pure Sallontana, non l'ha mai fatti i vini prima d'ora. Capito però. Maxivino Sallontana, non è un granché di vino, ma in fin dei conti Sallontana fa gelati. 6-1-0. E ora la funzione pedagogica di 610 proprio diventerà il fulcro del prossimo intervento, perché stiamo per aprire un collegamento con una radio molto importante, Radius Ave Nincum, per perfezionare lo studio delle lingue. In molti ritengono che se per esempio dovete andare all'estero in vacanza, studiare l'inglese o il francese sia molto utile, ma per esempio anche studiare il latino, guarda caso, casomai doveste andare in America Latina, potrebbe tornare molto molto utile. Colleghiamoci su Radius Ave Nincum e sentiamo cosa stanno trasmettendo. Radius Ave Nincum, Radius sempre bella da auscultare est, supra XML XXV modulationis frequenziarum. Radius Ave Nincum. Ave ad omnia auscultantes atque bonus die da Claudius Gregorius, semper radius avenincum, que trasmette super modulatio frequentia in latinus maceronicus, pro qui latinus verus non cognoscet. Benem, juntis sumus at spatium dedicarum, auscultamus se telefonata est in linea, prontus? Prontus. Ciaum, qui es atque donde telefonis nobis? Peppinum sum et telefono da capolocus Campanie, Neapolis. Bene, Peppinum. Solem est in Neapolis hodie? Sinem. Magno solem et mare calmus aqua azzurrum. Magnificum. Auscultas, Peppinum. Qui canzonem voles dedicare? Era parva de Ferdinandus Buscaglionis. Benem. Tu es fanaticus de Buscaglionis? Sine. Placet mihi de quandus pulsellum erum. E te voles dedicare canzonem ad qualcem personam particularis? Certus, voglius dedicare canzonem ad puella que amo, assuntam. Benem, benem, benem. Allora ma posta parvo consilius pro acquisti, mandamus canzone Buscaglionis. Gratiam, ad proxima. Publicitas. Caius Marius, perchem es malinconicus? Perchem habeo invitatus ad cena suocera mea, sed mulier mea habet febrem, et non potes cucinare. Alloram, corres in edicula. Et perchem? Perchem uscitus est de cucinis esperentia. De cucinis esperentia? Sinem, de cucinis esperentia. Est prima rivista dedicata ad quocus inispertus, que non conosce nihil de cucina. In hoc septimana specialis, toto super ovam, ovus ad oculum bovis, ovum sodum, ovus in parvo tecaminus et omnes frittates. Allora, hodie cucino ego, corro in edicula! State ascoltando Radio 2, questo è 610 con Lillo, Greg, Alex Braga, che vi ricordano una cosa molto importante: potete contribuire, possiamo contribuire tutti insieme alla raccolta fondi della Protezione Civile per l'emergenza terremoto, donando un euro via SMS dal cellulare o 2 euro dal vostro telefono fisso, chiamando il numero 48580. Ripeto il numero 48580. Un euro via SMS dal cellulare, 2 euro dal telefono fisso. È arrivato Massimo Bagnato
qui a trovarci anche oggi, una persona che ci ha confortato durante questi anni di 610 con la sua poliedricità. È importante nella vita essere molto poliedrici e saper fare un po' di tutto. Lui che è stato cantante, lui che è stato comico, cabarettista, matematico, agrimensore, nonché anche fisico di un certo livello e a volte pure astronomo. È diventato un poeta. Gli diamo il benvenuto qui per il pubblico di 610. Ciao Massimo. Ciao ragazzi. Allora, ciao Greg, Lillo, Alex. Ciao. E poi non ti accontenti di essere poeta e basta. Hai addirittura inventato una nuova corrente. Sì. La corrente che si chiama la poesia autoincensante, sì, vero? Gli autoincensatori. Gli autoincensatori. Così sono definiti tutti coloro che seguono questa tua nuova corrente. Sì, ho tracciato un nuovo solco. Un nuovo solco nella cultura. Nella poesia. Nella cultura. Allora, possiamo ascoltare qualcuna di queste tue poesie autoincensanti? Poesia consapevole. Piccola poesia. Poche parole discrete, senza compiacimenti di ricerca stilistica, senza parole roboanti o ieratiche. Piccola poesia che arriva timidamente, ma spavaldamente afferma d'aver tracciato un nuovo solco letterario. Grazie Massimo. Grazie. Possiamo sentirne anche un'altra. Poesia semplice. Poesia in semplicità, senza orpelli a decorarne i versi. Poesia umile, ma non modesta, con una sola certezza, quella d'essere la più bella poesia di tutti i tempi. Grazie Massimo. Bene. Salutiamo Massimo. Grazie. Bagnato e andiamo avanti con 610. Complimenti. Vi è mai capitato di dover improvvisare una cena? Accidenti, cara, il capo ufficio mi ha confermato solo adesso che l'unico giorno in cui possono venire a cena è stasera. Ma come facciamo? Non abbiamo tempo di cucinare. Quanti sono? 8. È una famiglia numerosa. Aspetta, forse abbiamo la soluzione nella credenza. Ma qui non c'è... Aspetta. Qui nemmeno. Eppure ci deve essere la paella in busta pronta in 10 minuti. Io non l'ho mai vista. Ma come non l'hai mai vista? Scusa, ma non siamo in uno spot? No, siamo a casa nostra e tra poco arrivano ospiti. E come facciamo? E portiamole al ristorante, è l'unica. Quando non hai niente da cucinare e non sei in uno spot, porta i tuoi ospiti al ristorante. Costa un po' di più, ma eviti figuracce. Ristorante, l'alternativa sicura. 610. 610, dove parliamo di problematiche di tutti i giorni, quelle piccole cosette, quei piccoli lavoretti quotidiani, quelle piccole cose che vi insegnava la nonna, quei piccoli trucchetti per rendere più gustosa e sapida la vita di tutti i giorni, insieme a Carlo Dall'Atri con i suoi consigli. Allora, buon pomeriggio, intanto benvenuto Carlo, che cosa ci consigli oggi? Io vi consiglio oggi come fare a riattaccare lo spezzatino. Il cucino, problema di cucina. Quante volte noi... C'è lo spezzatino che spesso viene spezzato apposta, tagliato, quindi per essere cucinato a tocchi. Sì. E invece come ricomporlo, come riattaccarlo? Guarda, insieme. Volevo dirvi che questo metodo non vale se ci sono le patate. Quindi soltanto con lo spezzatino senza patate. Senza patate. Si può riattaccare usando la colla di carne estratta dal grasso di montone bulgaro. Diciamo, il grasso di montone bulgaro ha questa proprietà di riattaccare la carne, perché ha il grasso di questo montone, produce un specie di collante alimentare. Sì, però se ci sono le patate nello spezzatino non si riattacca. Comunque, perché le patate in qualche modo si danno fastidio, non so per quale motivo chimico, ma io l'ho provato. Allora, sentite bene, a casa tutte le volte che avete voglia di ricomporre un pezzo di carne che avete precedentemente tagliato per fare lo spezzatino, sappiate che esiste questo metodo, il grasso di montone bulgaro. Grazie a Carlo Dall'Atri e grazie soprattutto per aiutarci a risolvere questi piccoli problemi di tutti i giorni. Grazie, andiamo avanti con 610. Simpella, ma che ci fai in bicicletta? Non dobbiamo andare al mare? E beh, che ci vuoi andare in bicicletta? Ma quando è che ti compri una macchina? Ma le automobili costano troppo. Dici questo perché non hai sentito della nuova K3 Spartacus? La K3 Spartacus? Corri dal tuo concessionario di fiducia Cristaldi Motors e prenota un giro di prova con la nuova K3 Spartacus, l'ultimo gioiello dell'avanzata tecnologia Sparks. A partire da soli 5.000 euro. Nuova K3 Spartacus, 8.000 di cilindrata, sedili in pitone, cruscotto in radica, frigo bar e computer di bordo. K3 Spartacus, tutta la gioia di guidare. A partire da soli 5.000 euro. Simpella, che bel clacson, e che ci fai? Ti piace? L'ho comprato da Cristaldi Motors. È della nuova K3 Spartacus. L'ho pagato solo 5.000 euro. E il resto della macchina? Beh, quando avrò un po' di soldi mi comprerò anche il resto, ma poco per volta. Nuova K3 Aspra Spartacus. A partire da soli 5.000 euro. 6 1 0
610. Prima di passare al nostro talk show di oggi, volevamo ricordarvi il nostro sito internet 610.rai.it, un portale dove trovate molte informazioni su questo programma, nonché la porta di accesso al podcast se non riuscite ad ascoltarci in diretta dalle 17 alle 18, dal lunedì al venerdì, o il sabato e la domenica nel 610 weekend alle 10.30 subito dopo il giornale radio. Potete scaricare le puntate di 610 in forma assolutamente gratuita e legale e ascoltarvele quando volete. E adesso passiamo all'introduzione dei prossimi ospiti che daranno vita al talk show di 610. Abbiamo invitato due presidenti di due associazioni. Il primo, Greg, lo presento io, è Aristide Teobaldi, il presidente degli amanti del decadentismo. E Erpantera, che è presidente dell'associazione culturale Amanti della Capocciata in Bocca. Sì. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a voi, è un piacere stare qui in radio, veramente. Greg e Lillo, mi fate tagliare dalle risate. Complimenti, siete troppo forti. Bravi, sì, bravi. Sì, non gridi. Esatto. Mamma mia, mi ammazzo dalle risate con voi, bravi. Sì, è vero, anch'io trovo il vostro programma veramente molto molto divertente. Grazie, complimenti. Grazie. Con chi vogliamo iniziare? Esatto. Cominciamo con il professor Aristide Teobaldi. Professor Teobaldi, in due parole, per chi fosse un po' sprovvisto di conoscenze, ci può dire qualche cenno sul decadentismo e cosa poi l'ha appassionata? Beh, il decadentismo cominciò a far sentire la tua presenza. Scusi, sì. Pantera, scusi, questa l'abbiamo domandata al professor Teobaldi. E so io. E lei che? Io sono il professor Aristide Teobaldi. E lei, Teobaldi, lei chi è? Erpantera? Io sono Erpantera, sì. Nando Proietti, dagli amici detto Erpantera. Cioè, lei è il presidente dell'associazione culturale Amanti della Capocciata in Bocca. Sì, sono io. E invece lei è il presidente del club Amanti del decadentismo. Posso continuare? Mi avete fatto una domanda prima. Vado avanti? Sì, prego. No, perché avete interrotto e vado avanti. Ok. Allora, dicevo che il decadentismo cominciò a far sentire la sua presenza a partire dal 1880 a Parigi. Incline a cogliere i segni della raffinatezza e dell'eleganza intellettuale nell'epoca di decadenza, appunto, il decadentismo presenta alcuni atteggiamenti tipici, come il disprezzo per le idee umanitarie e socialistiche, inteso soprattutto come rifiuto del positivismo borghese. Cioè, un'esaltazione dell'irrazionale, capito? Il gusto per l'esoterico, per intenderci. L'esoterico e l'occulto, detta in poche parole, la riproposta del dandismo baudeleriano come versione e privilegio spirituale, no? Chiaro? Lei è il professor Teobaldi? Sì. So io, sì. Ma scusi, la guardo, no? Bene, a questo punto Erpantera, come nasce questa associazione culturale Amanti della Capocciata? Perché lei ama la capocciata in bocca? Ma vede, innanzitutto fanno parte di questa associazione persone molto aggressive. A uno come me, ad esempio, quando sono in macchina non mi devi suonare il clacson, perché io scendo immediatamente, apro la portiera della tua macchina, ti tiro fuori e te gonfio. Certo. La capocciata in bocca, state attenti, ha un meccanismo molto preciso. Certo. Cioè, tu devi afferrare la testa dell'altra persona più o meno all'altezza delle orecchie. Sì. E con un movimento violento del tuo collo devi andare a sbattere la fronte nelle labbra della persona che hai di fronte. Questo può provocare lo spaccamento di un labbro, dei denti che saltano. Certo. Si può arrivare alla frattura della mascella. Certo. Scusi, stiamo a parlare di capocciate, poi di violenza. Se permette, non mi pare bello, poi fate voi. No, scusi, professore, abbia pazienza. Lei intanto non si permetta di usare questo tono con me, ha capito? No. Io l'afferro per la testa e le spacco un labbro. Allora, capito? Allora vado a fare a botte per strada e lasci qua persone, diciamo, corte che hanno studiato a parlare di cose interessanti. Sì, no, della capocciata in bocca. Vabbè, non è il momento adesso la chiamo gli animi. Infatti, a questo punto, grazie di essere intervenuti e magari, insomma, in bocca al lupo. Ecco, in bocca al lupo per tutte le vostre passioni e per le vostre associazioni. Grazie, Greg e Lillo, mi fate ammazzare, bravi! Sì, grazie a voi tutti per questa mia partecipazione. Lei l'aspetto fuori. State ascoltando Radio 2, state ascoltando 610 con Lillo, Greg, Alex Braga e Stefano Frosi, che ogni stagione mette a punto per noi, ma soprattutto per i radioascoltatori di 610, dei servizi davvero utili ed imperdibili. Uno di questi è il navigatore per tutti i radioascoltatori che hanno bisogno di raggiungere una destinazione e non conoscono la strada. Questo è un tipico esempio di navigatore generico a cura di Stefano Frosi. Servizio navigatore a cura di Stefano Frosi. Allora, da qui dove stai, parti e giri subito a destra su questa salita.
Vai, tranquillo. Così, rilassato. Non sta a fare troppe cose. Adesso, appena sei arrivato su, non c'è un semaforo, c'è uno slarghetto. Mi segui? Mi stai a sentire? Slarghetto, ecco. Lo slarghetto che fai? Tu lo ignori e continui a andare dritto, dritto. Non lo guardare lo slarghetto. Guarda dritto, al momento ti ammazzi la vecchia. Beh, vai, continua, tutta sta strada qua, tutta, falla, fai tutta, fino al semaforo. E che fai al semaforo? Te fermi! Bene. È rosso, te fermi, aspetti. Verde, partiamo, vai. Sempre dritto, guarda, è facile sta strada, non te puoi sbagliare. Adesso l'accompagni questa curvetta, è una curvetta, ma non è che sia una cosa complicata, insomma. Ecco, continui dritto, fai il discesone. Senza correre, normale. Attenzione, in fondo c'è un semaforo sulla sinistra e potresti andare a destra, ma tu te fermi al semaforo, guarda un po'. Ecco, ma adesso però è verde, quindi parti, benissimo, vai, giri sulla sinistra, fai tutto il discesone, sempre dritto, senza correre, che gliela fa sta macchina poi, capite? Se non la portavamo al meccanico, vabbè, lasciamo perdere. Sei quasi arrivato, sulla destra, accostati, prendi, bravissimo, c'è il parcheggio, vai, scendi. Il negozio sta lì, ce devo andare io, allora me lo dici. Finito Stefano? Sì. Grazie Stefano, speriamo che le tue indicazioni possano essere state utili a qualcuno. Sì, sicuramente, certo. Sì. Magari non tutte, però magari qualcuna sì. Grazie. Io ho già notato una cosa che mi sarebbe stata utile ieri. Ah, infatti, vabbè, lo so. Vabbè. Grazie Stefano, ciao, grazie. Ciao. Sei uno zero. 610. Oh. Sei uno zero. 610. 610. Non senti anche tu quella sensazione di freschezza? Certo, chi non la sente quando si indossa la freschezza in persona? E da oggi puoi indossare la freschezza in persona anche con le nuove offerte a comando. Un'offerta ti verrà inviata direttamente a casa tua e tu puoi rispondere con una semplice telefonata nelle modalità che preferisci. Scusa Greg, sì? Questo è un prodotto che è uno spot questo, no? Sì. È una cosa, no, mi sembra molto conveniente perché proprio da come l'hai detta è molto convincente. Però qua dice, non senti anche tu quella sensazione di freschezza? Sì. Certo, chi non la sente quando si indossa la freschezza in persona? Eh sì, appunto, quando la freschezza viene proprio da te. Ma questa cos'è sensazione di freschezza? Sì, è più bello che un conto dice sento la freschezza perché ha messo fresco queste cose. No, però... La senti, freschezza si intende di nuovo, di... Esatto. Come quando hai una cosa pulita. Ah, metaforico, quindi. Sì, sì. No, non è un prodotto che dà freschezza. No, è la freschezza metaforica, appunto, è un'allegoria. Infatti qua dice, poi dici, e da oggi puoi indossare la freschezza in persona anche con le nuove offerte a comando. Esatto, sono proprio queste. Che ti danno questa sensazione di freschezza, di essere sempre nuovo, pronto al nuovo mondo, al nuovo modo di intendere il mondo, la vita. Con le nuove offerte a comando. Esatto. Che un'offerta, un'offerta ti verrà inviata direttamente a casa tua, poi da lì poi ci pensi tu, ovviamente. Cioè, mi viene inviata un'offerta, che vuol dire puoi rispondere con una semplice telefonata nelle modalità che preferisci? L'offerta ti arriva a casa, ma non è detto che ti arrivi tramite la porta o il telefono, il citofono, il computer. Ti puoi rispondere a una semplice telefonata, quindi nella maniera più facile possibile a quella a cui siamo abituati. Però non solo, non è che devi per forza rispondere alzando il ricevitore come sei abituato a fare, nelle modalità che preferisci. Cioè col viva voce, posso rispondere come la segreteria telefonica. Sì, cioè ho anche un altro modo che tu preferisci, che ti sei inventato. Quindi mi arriva l'offerta a casa, sì. Io vado subito al telefono e aziono il viva voce a caso, così. Sì, sì. Cioè come, ma se ti va, se no lo fai un'altra cosa. E hai questa offerta. Ho capito. Vabbè, comunque no, chiaro. Che tu stai pensando ancora alle vecchie offerte, no, quindi offriamo questo. No, è una nuova concezione. Io sono abituato che va al supermercato, c'è un'offerta, no, prendi una cosa, la paghi di meno, invece per carità, siamo nel 2006. Qua ti arriva direttamente comodamente a casa tua, ti arriva invece, sì, però devi rispondere nella modalità che preferisci, al telefono. Sì. I grandi film impegnati di 610. Un virus sconosciuto ha colpito la città e le aziende sanitarie locali non riescono a far fronte alle richieste di cure. Sono tre ore che
aspettiamo di sapere se ci visiteranno o no. Dobbiamo fare qualcosa. Ci conviene aspettare, cara. Prima o poi toccherà a noi. Scusa, ma che numero abbiamo? 610. E beh, in 3 ore sono arrivati al 106. Non riusciremo mai ad entrare. E io sento la febbre che cresce. Abbi pazienza, cara. 2 vite in lotta contro l'ineluttabilità di un destino perverso. Mi dispiace, ma io devo fare qualcosa. Chiederò a quell'impiegato della mutua. Scusi? Scusi, signore? Pensa che riusciremo a essere visitati entro il pomeriggio? Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Ma cosa dice? Si può spiegare meglio? Hanno l'impercettibile sussurro, non fanno più rumore del crescere dell'erba, lieta dove non passa l'uomo. Io non capisco, ma tu hai capito qualcosa, caro? Assolutamente no, cara. Quest'impiegato della mutua è ermetico. Ermetico della mutua, nei cinema. Radio2pod.rai.it Radio2pod.rai.it Libera la radio. Segreteria telefonica del commissario Spera. Tutto quello che direte dopo il segnale acustico potrà essere usato contro di voi. 610. Sei 10. 610 610 610. Le 16:59 minuti 39 secondi. Ciao a tutti, siamo Greg e Lillo, Alex Braga. Eccoci qui, oggi partiamo una nuova settimana di 610 e mi sembra di aver capito dalle riunioni di redazione che ci sono grosse novità in vista. Ho deciso insomma di dare un taglio più alto a 610. La cultura innanzitutto, ecco, secondo me siamo un po' troppo frivoli negli ultimi tempi, no? E così. No, vabbè, è un'idea mia, insomma, già il nostro paese sta abbastanza terra terra culturalmente, noi ci mettiamo pure a fare il solito... Ma ho deciso che oggi volevo infatti iniziare a avere uno scambio con i radioascoltatori sul cinema pakistano, in particolare su quello di Sabiha Sumar. Chi? E Sabiha Sumar è una regista nata nel Karachi il 29 settembre 61, insomma è una molto brava, e volevo appunto aprire un dialogo con i radioascoltatori e parlare dei suoi film. In particolare io parlerei dell'ultimo Dinner with the President del 2007 e anche di Don't Ask Why del 1999, che è un film secondo me fondamentale per la crescita di questa regista. Sentiamo, no, se c'è qualcuno in linea. Secondo me, cioè, non è solo una questione che vogliamo fare della cultura, questo è giusto, il nostro paese sta messo male, però noi abbiamo anche un pubblico, dobbiamo divertire, intrattenere. Abbiamo anche un pubblico che vorrà sentire parlare del cinema pakistano. Beh, per favore, rispetto anche per questa gente, per cortesia. Sentiamo se c'è qualcuno in linea. Pronto? Pronto? Ciao. Scusate, ma che è sta cosa del cinema pakistano? Volevamo parlare un po' di Sabiha Sumar, ti va? Ma scusate, uno se mi, cioè, sintonizza su 610 per farsi due risate, poi il cinema pakistano. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Salve, ciao, chi sei? Ciao, sono Francesca. Francesca, senti, vogliamo parlare un po' di Sabiha Sumar e il suo... Scusa, ma chi se ne frega? Bene, grazie. Ecco, avete visto che la gente chiama, comunque, chiama la gente. Quindi sì, ma chiamano per dire chi se ne frega. Lascia perdere, pakistano. Intanto chiamano, andiamo avanti con 610. 610. Cominciamo questa puntata di 610 veramente, non la parentesi sul cinema pakistano, la chiudiamo subito così come l'abbiamo aperta e cominciamo con un ospite che tutte le radio, tutte le televisioni avrebbero voluto avere, con un ospite che tutti conoscono, non c'è nemmeno bisogno che io la presenti, e che è davvero un piacere avere qui in esclusiva a 610 da presentare a tutti i nostri radioascoltatori. Com'è che si chiama? Olga Corcioni. Che cosa? Piacere, però insomma. Insomma, è una, cioè, diciamolo, insomma, che senza fare nomi c'è un politico che la caldeggia e quindi ci ha quasi costretto, posso dirlo, ad averla ospite. Lei dice che è un artista, comunque vabbè. Facciamola entrare. Vabbè. Una bella presenza. Sì, sì, vabbè, per carità, infatti, però non so cosa faccia proprio. Comunque, buon pomeriggio. Salve. Ciao a tutti. Benvenuta. Ciao. Sì, siediti pure qui accanto a me. Grazie. Accomodati, sì. Allora, Olga Corcioni. Tu fai spettacolo, no? Lavori nell'ambito dello spettacolo. Sì, spettacolo, sì. Spettacolo, sì.
Cosa sei? Perché ci sono tanti ruoli nel mondo dello spettacolo. Sei, no, è bellissimo infatti il mondo dello spettacolo, mi piace veramente tantissimo. Tu lo frequenti assiduamente, immagino, perché sei un artista. Un artista, ecco. Nei contratti. Sei artista. Artista, sì. Sì. Artista, scrivi, sì. Olga Corcioni, di seguito, qui di seguito chiamata semplicemente artista. E fai? In che senso? Cioè, svolgi, cioè questa tua attività artistica la svolgi come attrice? Attrice, no. Showgirl? In che senso showgirl? Cioè nel senso che fai balli, esatto. Ecco. Hai fatto dei corsi, cioè, No. Canti, sai cantare? Sì. Cantante. Che cosa stai facendo? Preparando un disco? Faccio vedere le sise. Non è il caso. Per me non è un problema. No, tira giù la maglietta. Stavamo parlando. Greg, per me non è un problema far vedere. Greg, ma non era questo il punto. Stiamo chiedendo. Senza reggiseno. Se posso fare vedere le sise non è un problema. Non te l'abbiamo chiesto, Olga. Noi vogliamo sapere cosa fai. Greg, fai rispondere. No, perché complimenti, che senza reggiseno sembra proprio bello. Sì, in vista. Ok, perfetto. Sì. Grazie. Sì, no, Greg. Andiamo avanti. Bello fissato, insomma. Comunque è un po' di famiglia, anche mia mamma, così, anche mia sorella. Facevano le cantanti anche loro? No, per il seno, che non abbiamo bisogno di usare il reggiseno. Sì, ma questa è una grande fortuna perché. Un bel seno arroccato bene. Sì, infatti. Grazie, Greg. Ma sempre stato un po' un pittore del sì, mi piace esteticamente, è bello vedere. Va bene, possiamo parlare invece. Invece tu sei cantante. Sì, non è che proprio faccio la cantante. Non è che. Cantante no. Ah, non sei cantante? No. Ma che so, sai disegnare? Sì. Aspetta, Ecco, faccio vedere un disegno. Guarda, ad esempio. Questo, ecco qua. Fatto così, guarda. Cos'è, una petroliera? È un pino. Ah, un pino. Ah, dobbiamo salutare adesso Olga Corcioni perché il tempo è scaduto. Faccio vedere le sise. Sì. Ma Greg, andiamo avanti con 610. Siamo in radio. Ma siamo in radio, capito? Ma se vuole, va a vedere le sise, però capite, è un ospite. Okay. Ma per me non è un problema. Non è un problema, è un problema per Lillo. Vabbè, dai, tanto adesso andiamo avanti. Vediamo le sise di Olga Corcioni. Da oggi è in edicola Pernacchie. Entra nel favoloso mondo delle pernacchie collezionando i CD in edicola ogni settimana. Pernacchie irriverenti, pernacchie goliardiche, pernacchie infantili, pernacchie sberleffo. Questa settimana a soli 2,90€ il pernacchio napoletano. Pernacchie. 610 610 610. Mi pare di capire, guardando la tua faccia mentre sfogli i giornali, Lillo, che ci sono grandi notizie. Finalmente sappiamo qualcosa di più sulla vacanza Sharm el Sheikh per la coppia Camassa-Bisciglia. Dici. Anticipo d'estate o una luna di miele anticipata, valgono entrambe le opzioni per la vacanza di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. L'ex concorrente dell'ottava edizione del Grande Fratello e l'ex valletta di Carlo Conti nei raccomandati hanno scelto l'Egitto e infatti eccoli fotografati a Sharm el Sheikh, dove hanno approfittato del sole cocente per abbronzarsi tra un bacio e l'altro. Infatti nel servizio di ben 4 pagine vediamo delle foto molto belle che documentano proprio questo, cioè effettivamente è la documentazione fotografata di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa che sono andati in vacanza a Sharm el Sheikh. Cosa ne pensa, grande capo, di questa notizia molto interessante? Quale notizia? Allora, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sono andati in vacanza a Sharm el Sheikh. Sti cazzi, non ha capito quante pagine servizio. Sono 4 pagine e di fotografie. In queste foto vengono documentati i vari baci che si danno i due. E infatti, vedi, sto vedendo le foto qui, sono ben 4 foto in cui loro due si baciano. Loro due andati in vacanza. Sì, a Sharm el Sheikh. E sti cazzi, non vede perché loro fatto fotografia. No, sono stati fotografati da dei paparazzi, li hanno visti, hanno detto, hanno fatto cavolo, sono proprio loro, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Fotografiamoli, hanno pensato, giustamente. Loro, sì. Perché insomma, non è che ti capita tutti i giorni di avere Filippo Bisciglia e Pamela Camassa che si baciano, capito? Cioè, se paparazzo vede due normali, non fotografa. Però se vede Filippo Bisciglia e Pamela Camassa fa foto. Sì. Perché loro due VIP. Loro sono due VIP. Esatto. Loro sono due VIP. Sì. E sti cazzi
non sapeva, perché non sa loro che loro essere ballerini. No, no, loro no. Sono VIP proprio, perché uno è cantante. No, 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 no. Attore. Filippo Biciglia è un ex concorrente dell'ottava edizione del Grande Fratello. E sti cazzi. Adesso capisci. Infatti. E mentre invece lei, Pamela Camassa, cantante. No, è l'ex valletta di Carlo Conti, nei Raccomandati. E sti cazzi non conosce. Questo è film. No, 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 Raccomandati è un programma televisivo. Ah. Però il succo, il grande capo. Quindi dice. Notizia dice: guarda, che se tu vai a Sharm el Sheikh trova questi due. No, adesso no, no. Adesso no. Però la notizia dice: questi due sono stati a Sharm el Sheikh. E sti cazzi, questo capisci. Non so se però ci stanno ancora. Può essere anche pubblicità. Cioè, lui dice, giornale: se tu vai a Sharm el Sheikh, può essere che incontri loro o altri due VIP come loro. Importante come loro. Sì, sì, puoi incontrare anche o loro o due VIP come loro. Uno dice, va altro posto, non trova nessuno. Sì. Lì invece a Sharm el Sheikh c'è la possibilità che di incontrare due come loro, sì. o proprio loro. Proprio Camassa e Biciglia, sì. E sti cazzi, allora subito spinto a partire. E infatti, andiamo avanti con 6 1 0. 6-1-0 610. E nel weekend solitamente noi di 610, oltre che perdere le nostre partite al Fanta Cater Sport grazie alle formazioni di Cristian Manfredi, ci dilettiamo anche a ascoltare le altre radio e a stringere delle alleanze con quelle che ci tengono più compagnia durante le nostre giornate. Una delle ultime che ci piace tantissimo si chiama Radio Armadio Assonanza Speleobue, che vogliamo in questo momento gemellare con Radio 2, con 610. Vogliamo aprire proprio un collegamento e sentire che cosa stanno trasmettendo su Radio Armadio Assonanza Speleobue. Armadio Assonanza Speleobue. Sante calzoni per i vuoi fomenti giuffenici. Sono sembra Pio, Gladio, ai mitomani di Armadio Assonanza Petwalk. È annidato il tormento di mentire via il Telemaco per il rostro gioco in dottrina la foce. Pronto? Pronto, Gladio? Salde, code di chiavi. Suono Nuca e chiavo da Paterno. Allora, Nuca, che vai di bello a Paterno? Taccio l'avvocato. Ah, un uovo di Lecce. Esatto, vuoi che ti dipenda in uva scrausa? Per il tormento no, Nuca. Ma tassiamo al gioco. A testa ti taccio a sportare una foce e tu bevi indottrinare ti chi è, chiavo? Suono Tronto. Spendiamo la foce. Ma si rischia di fare veramente confusione, perché si passa ogni due ore a un argomento totalmente diverso e quindi si rischia di parlare di pesca ai funzionari della pubblica amministrazione, di computer ai pescatori, ed è veramente un imbarazzo grande quando si fanno troppe cose in troppo poco tempo, ma la giornata è una sola, è fatta di 24 ore. Indottrinato? Un dubbio. Ma no, è proprio fragile, multati. Ci trovo, o la dà o la stacca. Sirio Bernasconi. Discosta esalta, e va proprio Sirio Bernasconi che ti ha infatto viscere 1.000 euro di previo, sei convento? Suono fenice come una password. Bene, bene, bene. Guardiamo Nuca e tassiamo a Donta Perde, importazioni sulla fiabilità. Soggiorno a Rutti, cominciamo con una novizia volitiva, regolato drastico immenso, culla tendenziale food per un... È arrivato un momento molto importante per il nostro programma, cioè quello nel quale noi entriamo in diretto contatto con i nostri radioascoltatori. Abbiamo un numero verde, 800 800 002. Lo potete comporre, potete utilizzare questo numero proprio per parlare insieme a noi. Vogliamo parlare di tutto, vogliamo cercare di migliorarci, anche perché è proprio attraverso il confronto che nella vita ci si migliora. Se non ci si confronta mai con l'esterno, mai con gli altri, è difficile che riusciamo a diventare delle persone migliori, ed è difficile anche riuscire a fare un programma migliore. Quindi proprio per questo vi chiediamo di telefonarci qui e di parlare con noi. E durante questa breve chiacchiera, che serviva proprio per ammortizzare il tempo e darvi il tempo di telefonare, abbiamo la prima radioascoltatrice. Pronto? Pronto? Ciao, ciao. Ciao. Io sono Carlotta Castrapani. Ah, Carlotta, hai già chiamato altre volte. Sì, 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 esatto. Sì. Ciao, Carlotta. Ciao, Carlotta. Allora, Carlotta, sì, che combini? Pronta, dai, parliamo un po'. Parliamo normalmente. Facciamo finta di essere degli amici che si sentono al telefono. Esatto. Senti, innanzitutto, cosa stai facendo in questo momento? Esatto. Sto al telefono con voi. Hai indovinato? Sì, che è una battuta. Indovinato? No, no, è la risposta alla domanda, cioè al quiz della domanda. No, no, ma non è un quiz, dobbiamo fare due chiacchiere, cioè dobbiamo scambiare due chiacchiere. Non è un quiz,
non è per il quiz. Lo so, però questo no, non è il quiz, mi spiace. Non telefoni nel momento giusto. Capito? Io ho preso adesso la linea, lo so, però. Ho capito, ma senti, invece parliamo un po' così di te, di noi. Esatto. Vuoi sapere qualcosa di noi? Noi siamo qui pronti a rispondere. Sì, voglio sapere se Lille è sposato. Ho indovinato? Ma a parte, questa è una domanda innanzitutto, non hai neanche una risposta. È la domanda alla tua domanda, cioè no, è la risposta alla tua domanda. Al limite avresti dovuto dire sì, Lillo è sposato, io ti dicevo sì o no, però comunque non è un quiz alla fine, dai. Non hai vinto niente. Ma no, non hai vinto niente, no. Ci spiace, il quiz non è questo. Facciamo dei quiz nel nostro programma. Ma io non riesco a prendere la linea. Ho capito, ma è qui per parlare, basta, dai. Cioè, ti possiamo, se vuoi, così fare una dedica, non so, vuoi sentire una canzone? Non so che no, dirti. No, io voglio vincere qualcosa. Ma lo so, Annaggia la miseria, che c'hai, Greg? Questo, che? Il DVD. Ci è arrivato oggi in redazione. Ah, il DVD. Sì, è Vita Smeralda, quello di Jerry Calà, con Jerry Calà. Tanto, vabbè, Tanto che ci facciamo? Lo buttiamo. Se hai vinto un DVD di Jerry Calà, con Jerry Calà, Vita Smeralda. Veramente? Sì, hai vinto quello. Ho vinto, grazie ragazzi, io voglio sempre giocare con voi. Prego, ciao. Prego, ciao. Corri in edicola! Sì, perché in edicola da oggi c'è Coatti in miniatura. Nel primo numero la riproduzione in piombo 54 mm del Catena e del Patata a soli 4,90 euro. Coatti in miniatura, la collezione dei tuoi sogni. Corri in edicola! 610 presenta Movie Mesh, quando il grande cinema incontra il grande cinema. No, Jim, te l'ho detto. Non voglio che mi organizzi un altro appuntamento al buio. Harry, ti prometto che questa Annie è diversa, è sensibile, è attenta. Secondo me è la volta giusta. L'incontro inatteso può essere dietro l'angolo. Grazie della serata, Harry. Non ho mai smesso di ridere. Anche io, Annie. Anzi, che ne dici di vederci anche domani? Ti porto a cena. Ma la realtà può sconvolgere qualunque aspettativa. Cos'hai, Annie? Ho un dolore lancinante allo stomaco. Come se mi stessero divorando dall'interno. Ma hai delle pulsazioni nello stomaco? È impressionante. Aiuto! Aiuto! Oh mio Dio, Annie! Aiuto! Ah, aiuto! Quando il momento più felice si trasforma in una tragedia disumana. È mostruoso! Un animale non umano le ha squarciato lo stomaco! Dai produttori di Harry ti presento Sally e di Alien, un nuovo capitolo della saga che ha appassionato il mondo. Harry, ti presento Alien. Un film di Michelangelo Stoppirosso. È ormai una tendenza diffusa quella di cercare talenti in giro per le strade, laddove i talenti si nascondono. Lo sta facendo la RAI con grandissimi risultati. Ieri sera, appena finito X Factor, Matteo Beccucci si è laureato nuovo talento vocale d'Italia, e la RAI rinnova questo impegno anche con 610. Abbiamo anche noi fatto un sacco di provini e abbiamo scelto tante bravissime attrici e delle speaker, anche speaker radiofoniche. Brave, devo dire, però qualcuna di loro aveva dei difetti di pronuncia, però difetti risolvibili, questo è importante da dire. Sì, infatti, perché il nostro staff, che poi noi abbiamo scherzosamente definito il dentone, Guglielmo il dentone, lo staff di Guglielmo il dentone, come il famoso film di Alberto Sordi, dei difetti che Sì, complessi, come no. Vi faremo sentire subito un provino fatto a due amiche, Carla e Alessandra, molto brave. Che a me sono piaciute molto, però con dei gravi difetti. Ascoltiamo il provino. Salve a tutti, io sono Carla e vorrei far parte del vostro staff come speaker. Sì, però appunto noi notiamo che tu hai questo un po' difetto, da essere un po' sibilante. Si sente molto? Insomma, direi che a volte fischi, a volte no, però insomma è una essere... E invece Alessandra? Io mi chiamo Alessandra, vengo da Milano, ho un po' di problemi perché ho la voce gutturale, ho la feppola in alcune parole, poi ho la voce nasale e non si capisce molto quando parlo.
Questo potrebbe essere molto inficiante, insomma, per una speaker o per una dovrebbe prendere allora. No, perché sei molto brava, sei molto brava, un guizzo, quella verve che senz'altro serve a noi, alla nostra agenzia. Vi abbiamo scelte e abbiamo una soluzione per voi, perché vi mandiamo al nostro staff di Guglielmo il Dentone, che lavorerà per voi. Basterà un mese e voi avrete risolto il vostro problema. In serio? Certo. Ok, va bene, allora a fra un mese, ciao. 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 Ecco, adesso è passato un mese e le abbiamo qui in studio. Facciamole entrare. Ecco, Sandra e Carla, ciao. Ciao. Ecco di bel nuovo tra noi, Carla e Sandra. Come va, Carla? Beh, grazie a voi e all'equipe da cui mi avete mandato. Ora non ho più il problema imbarazzante che mi faceva vergognare ogni volta che aprivo la bocca. Quindi Carla ora non ha più la S sibilante. No. Un momento, ce l'ho ancora. Come hai detto che non hai più il problema? Perché ora non pronuncio più la lettera numero 19 dell'alfabeto. La S. Bravi, proprio quella. Ed ora veramente parlo a ruota libera, come ho imparato dall'equipe che lavora per voi. Quindi hai imparato a evitare la S. Beh, però non è il modo, scusa, non si sembra il modo violato. Scusa, tu Alessandra? Dico, anche tu eviti di pronunciare le lettere che... No, dico, come hai risolto il problema dei tanti difetti di pronuncia che avevi? Scusa, ce lo puoi dire? Cioè, l'hai risolto evitando... Di parlare... Vabbè, grazie, e a questo punto ci sentiamo dopo. Intanto facciamo due chiacchiere con queste due ragazze in privato. Grazie, a dopo. Ciao Alsivo, fatto tardi? Oh no, Gimbrano, e devo ancora buttare la pasta, accomodati. Vuoi un aperitivo? Sì, grazie. Bella casa, complimenti. Ma questo è meraviglioso, ma cos'è? Ti piace? È la riproduzione in miniatura del timballo del film Big Night in vetro di Murano. Che bello, chissà quanto l'hai pagato. Solo 2,50 euro. E dove? Dove? In edicola. Sì, perché da oggi in edicola c'è riproduzione in miniatura dei piatti più celebri della storia del cinema in vetro di Murano. In questo numero la riproduzione in miniatura del brodo di tartaruga e il vino amontillado del film Il pranzo di Babette in vetro di Murano. Colleziona anche tu le riproduzioni in miniatura dei piatti più celebri della storia del cinema in vetro di Murano a soli 2,50 euro. Per maggiori informazioni visita il sito www.riproduzioniinminiaturadeipiattipiucelebridellastoriadelcinemainvetrodimurano.it o telefona allo 095 095 477 478 79 7903. 610 610 610 610 610. E ora un'ampia parentesi del programma 610 dedicata al costume, alla moda. Anche noi amiamo tenerci al passo con i tempi, anche noi amiamo essere scicchettosi quando andiamo in giro, ed è per questo che quando ci sono degli eventi davvero importanti, imprescindibili per chi ama la moda, noi siamo laggiù e amiamo far sentire la nostra presenza e la presenza del programma 610, insomma. Certo. Sì, hai ragione Alex. L'evento è clamoroso per chi è appassionato di moda. Al Centre Pompidou a Parigi si sta svolgendo il Gran Galà della Moda, e con la premiazione di molti stilisti, e tra questi molti stilisti, creatori, innovatori ci sono anche fortunatamente degli italiani. E a testimoniare quanto sta avvenendo lì al Centre Pompidou abbiamo Massimo Maria Ciamberlan in linea. Pronto? Ciao Massimo, ciao Maria. Ciao. Com'è questo Gran Galà? Beh, bello, è vestito molto bene. Hanno chiamato un paio di scenografi tra i più importanti del mondo. Ma sento degli uccellini, che sono delle installazioni particolari? No, perché sto facendo il collegamento dalla campagna. Sto qua appena fuori Parigi, in una zona campestre. Dalla campagna? Sì, sto deciso di fare il collegamento da qui. Ma non è il collegamento del Gran Galà della Moda? Sì, Gran Galà della Moda. Io ci sono già stato, vengo da lì. Però il collegamento pensavo fosse meglio farlo da qua. Scusa, è solo una domanda. Sì. Perché sei lì? Pronto? No. Massimo Maria? Massimo? Non ti sento. Ma che cos'è? C'è un casino improvviso. Non ti sento adesso perché sta passando un branco di mucche. Pronto? Un branco di mucche che sta passando. Sento dei campanacci. Che sono? Vacche? Non ti sento. Devono essere buoni. Sono delle vacche? Allora dicevo che c'è questo Gran Galà della Moda di Parigi dove saranno premiati molti italiani effettivamente. Massimo Maria, non sento la tua voce, sento queste campanacci e muggiti. Scusate Greg, Lillo, Alex Parker, scusate, è inutile che parlate perché non vi sento. C'è questo, un branco di mucche che sta passando proprio a
vicino di dove sto io. Cioè... Scusa, ma ci sono delle vacche? Stai vicino a delle vacche? Sono... Sì, vacche. Sì. Sono vacche. Saranno una trentina di vacche che stanno passando in questo momento. Anzi, ora si sono anche fermate. Stanno pascolando proprio qui. Dove... Ma spostati di lì. Pronto? Pronto? Massimo. Spostati da lì. Non sento. Togliti. Spostati dalle vacche. Massimo Maria. Massimo. Riesco a sentirvi. Che cosa? Allora, che dire del gran gala della moda? Non si sente niente. Non ti sento. Massimo. Ma mi spieghi perché stai in campagna? Chi te l'ha detto di andare in campagna? Torna a Parigi. Non sento niente. Ti sarà torna sento in città. Pompidou. Che ci fa in campagna? Ciao a tutti. Ciao Oscar. Oh là là, che bel fucile! Ne ho uno simile, ma è tuo? Oh, Gilberto, certo che è mio! È senz'altro migliore del tuo, il mio! E che ne sai? Che ne so! A parte che sono il più grande intenditore di fucili da caccia del mondo! Poi, vuoi mettere il gusto che ho io con il tuo? Se lo dici tu, allora sabato vieni a caccia con me! Primo, non vado a caccia! Mi piacciono soltanto i fucili! Secondo, ho una lezione di diritto ecumenico all'università! Non sapevo che andassi all'università! E studi diritto ecumenico? Studio! Ne so più io di tutti quelli messi assieme! Peccato! Ti volevo far vedere il mio nuovo Beretta White Onyx sovrapposto. Cacchio, davvero? È uno dei miei preferiti. E saprei usarlo senz'altro meglio di te. Ma come faccio? Senz'altro troverò una soluzione, gagliardo come sono. Ma la soluzione già c'è. Corri in edicola. In edicola. Perché? Perché da oggi in edicola c'è fucili da caccia e diritto ecumenico per sbrasoni. In questo numero, tutto sulla veridicità del decreto Mugraziani, così ci mandate in puzza tutti. Fucile 471 Silverhawk e Imperiale Monte Carlo. 500 anni di precisione nei paralleli, per voi che siete più bravi. Libro secondo, i concili particolari nei canoni 439-446. Speciale, 80° anniversario della carabina Sako 75 Safari. Solo voi siete degni di usarla. Papa Pio X e il Codex Iuris Canonici. Voi avreste fatto una stesura migliore senz'altro. Fucili da caccia e diritto ecumenico per sbrasoni. In questo numero, in regalo, un fucile semiautomatico basculante con inciso sul calcio il primo canone del popolo di Dio. Corri in edicola, senz'altro arrivi prima degli altri. Fucili da caccia e diritto ecumenico per sbrasoni. State ascoltando Radio 2, questo è 610, Lillo Greg, Alex Braga, che vi ricordano ancora come fare a contribuire alla raccolta fondi della Protezione Civile per l'emergenza terremoto in Abruzzo. Potete farlo tramite il vostro telefono cellulare donando un euro via SMS, mandando un messaggino al numero 48580, oppure 2 euro dal vostro telefono fisso, sempre chiamando lo stesso numero 48580. Noi voltiamo pagina e ci dedichiamo invece a tutti gli appassionati di tecnologia che seguono il nostro programma e attendono con ansia il nostro inventore di invenzioni inutili, Aleandro Barbarossa, che è venuto qui anche oggi a presentarci un nuovo brevetto. Benvenuto, buon pomeriggio. Ciao, buongiorno a tutti, mi sto occupando di tecnologia continuamente. Sì. Sì. E vi voglio presentare la mia nuova invenzione, il mouse telecomandato. Ah, il mouse che si usa per il computer, però esatto, telecomandato. Un telecomando, c'è un'antennina, un ricevente e c'è l'apparecchino. Quindi il mouse, invece che muoverlo con la mano, lo muovi con questo, come se fosse una macchinina telecomandata. Sì, che, sì, sì, ecco. Ma tra l'altro si muove malissimo poi il mouse, così. È difficile manovrarlo. Sì, il click e il doppio click lo puoi fare? Niente, non viene. Ah, no, quello non viene. Quindi si muove solamente il mouse. Si muove solamente il mouse come una macchinina, va a destra e a sinistra sul tappetino del mouse, governandolo male, però, governandolo male. Veramente inutile come invenzione. Ci fai legare se vuoi. Ecco, giusto per farci legare. Però molto agitata, perché certo. Per meno quelli che hanno il cavo. Certo. Però in quanto mouse da computer è completamente inutile. Ve lo assicuro. Quindi complimenti per la invenzione inutile di oggi. Grazie. E salutiamo Aleandro Barbarossa. 610 610 610 610 610 610 610. Hai provato la nuova formula paga ora del servizio Pronto Tutto? Se non l'hai ancora fatto, invia un SMS off al servizio Teleweb di Cable Online Windowsell e riceverai gratis a casa tua 10 ore di telefonia radiomobile telecomandata dal tuo rivenditore autorizzato e la consegna è scaricabile su ogni viva voce incorporato dal tuo hard disk. Greg, sì, posso proprio confidarti con tutta certezza che non ho capito niente di questo spot, di questa offerta. Ma che sei pazzo? L'offerta paga ora del servizio Pronto Tutto? E che offre? Quindi vuol dire che te non l'hai ancora provato. Non ho proprio capito cos'è. Allora, invia subito un SMS off al servizio del web di Cable Online Windowsell. È questo servizio, devi mandare un SMS off. Che vuol dire? Un messaggio scritto off. Sì, off. E ricevi gratis a casa tua 10 ore di telefonia radiomobile telecomandata dal tuo rivenditore. Che ricevo a casa? 10 ore di telefonia radiomobile. Io, 10 ore di telefonia radiomobile io? Sì. E cos'è? Che puoi telefonare in macchina.
10 ore? Sì. Ah. Gratis riceve. Ma non ce l'ho il telefono, ma cioè, che vuol dire? Lo devi montare, sennò è inutile come offerta. Non lo voglio, lo voglio. Ma no, sono particolare. Ma poi perché gratis poi telefonare 10 ore gratis in macchina. E poi la consegna, quando ti consegnano questa cosa, è scaricabile su ogni viva voce incorporato al tuo hard disk. Te hai il computer? Sì. Cos'è scaricabile? Sull'hard disk, no? Ma cosa scarico sull'hard disk? La consegna di questo, cioè ricevi gratis a casa tua 10 ore di telefonia, te le portano a casa queste 10 ore che te poi le distribuisci quando ti pare in macchina. Ma che mi portano a casa le 10 ore di telefonia? Che vuol dire? Lo puoi scaricare sul via voce, c'è il via voce al telefono? Sì. Cioè un programma che incorpora il via voce del telefono sul tuo hard disk del computer, in modo che quando ti portano a casa, vabbè dai, inutile che parlo con te, sei troppo indietro Lillo. Infatti lasciamo perdere, andiamo avanti, va, 6-1-0. Il film. Due ragazzi, due studenti, due amici con una passione comune. Dai Pasquale, finiamo sto capitolo e poi ci facciamo una partitina a scarabeo. Ok Claudio, però stavolta giochiamo con le lettere dell'alfabeto greco, ci stai? Un gioco divertente, ma molto impegnativo. Ma ci derba Pasquale, sei troppo bravo per me. Hai praticamente vinto anche stavolta. E che comunque ho delle lettere inutilizzabili, mi servirebbero una B e una A. Claudio, quante volte ti ho detto che in greco le lettere le devi chiamare con il loro nome? Non si dice B o A, si dice beta o alfa. Anche due amici a volte litigano. Che palle, Pasquale, fa sempre il saputello. E non rompere, dai, tanto oramai hai vinto. Ce l'hai una beta? Su, prestamela, che almeno provo a completare la parola. Ah, a proposito, mancherebbe anche una T. Insisti, si dice tau in greco, non T. T è in italiano, tau in greco. Va bene, ho capito. Comunque ce l'hai o no ste lettere? C'hai una tau? Chinatown nei cinema. Radio2pod.rai.it. Libera la radio. Radio2pod.rai.it. Si concentri, è l'ultima. Allora, manche. Si sente concentrato, è pronto? Sì. Questa è la segreteria telefonica. Esatto. Questa è la segreteria telefonica. Avanti, che il tempo casa, sta scorrendo. Sì, di casa. Di casa. È facile. Di casa. Di casa. Perrone. Di casa, sì. Perrone, benissimo. Sì, va davanti. Lasciate un messaggio. Avanti ancora, 40 secondi. Lasciate un messaggio. Sì. Posso rispondere dopo a questa? Sì, vado avanti. Sì. Lasciate un messaggio. E sarete richiamati. Esatto. Ora ci dica quando va lasciato il messaggio. Sì. Sì. Che durante il bip. No, era dopo il bip. No, era dopo il bip, ci dispiace. Allora si conferma campione ancora per questa volta a casa Ghestani. 610. Oh! 610. 610. 610. Le 17:22. Buon martedì, siamo sempre noi, Lillo, Greg e Alex Braga, e questa è 610. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, abbiamo buon come pomeriggio. Al solito il nostro numero verde 800-800-002 attraverso il quale i radioascoltatori possono tenersi in contatto con noi. Con noi, ecco, io voglio questa settimana affrontare delle tematiche un po' più colte rispetto a quelle che facciamo solitamente per un certo tipo di pubblico che secondo me ci segue, che vuole insomma un po' di più dalla nostra, dai nostri contenuti. Quindi oggi ho deciso di parlare di musicisti iraniani contemporanei, da
Shayarian, Sharam, Nezeri, Paris, Akbar, Golpa, Irjai, cioè sono tutti quelli che noi conosciamo tutti. Ma chi li conosce? Ma chi ha... lascia stare, c'è parecchia gente che vuole parlare di questo, ne sono sicuro. Sentiamo se c'è qualcuno in linea. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao, sono Carlo da Roma. Carlo, ciao, Carlo. La domanda chiave è questa, e a parte la musica iraniana in generale va bene, però dico, secondo te è più tradizionale nella sua composizione Sharam o Parissa tra questi autori iraniani? Dico Sharam o Parissa sono... Ma di che stai parlando? Hai capito la domanda? No. Tu hai presente Sharam e Parissa? No. Sentiamo la prossima telefonata, pronto? Ciao, sono Alessia. Alessia, stavi seguendo, no? Sul... Sì, stavo sentendo, ma esatto. Scusi. Immagino che tu sia interessata alla musica iraniana in generale, però noi vorremmo parlare più della differenza fra Sharam e Parissa, questi due artisti iraniani. Secondo te chi è meglio? È Parissa, ecco, no? Infatti, anche secondo ma me. Ma che ecco, infatti, ma non te rendi conto? Che, ma Parissa, giusto? No? Ma Parissa, ma io ho detto un nome così, ma chi cazzpita li conosce? Va bene, grazie, salutiamo, andiamo avanti con Seno Zero. Hai visto che la gente chiama? Che, sì, ma chiamano per dirti chiama che non li conosco. Molto più di come di quando facciamo i soliti sondaggi idioti. Scusate, ti ho dato una sferzata di cultura e di classe a 610. Andiamo avanti con il programma. È arrivato il momento per noi di un quiz all'800 800 002, che è il nostro numero verde. Potete prenotarvi e giocare con noi al botta e risposta. Una breve sigla e poi giocheremo con il concorrente che riesce a prendere la linea. Oggi tutto il mondo gioca senza sosta. Botta risposta. Sai chi fuma non le scorre? Il telefono inventò. Chi scoprì la bomba atomica? Il nostro gioco a premi telefonico, dove si possono vincere o perdere 500 euro. Sì. In che modo? Si sceglie una categoria, una lettera, e si va avanti fino a che uno sbaglia. È molto semplice. Facciamo l'esempio che facciamo prima, dai. E facciamo che ne so, mammiferi con la E. Comincio io, ermellino. Elefante. Poi tocca a me, ecco, già sto in difficoltà. Passano 3 secondi e uno via, ha perso i 500 euro. Va bene. Il gioco è facile, sentiamo subito che è in linea. Pronto? Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, chi è? Sono Giovanni da Milano, ciao. Beh, ciao, Giovanni, Milano ciao. O Merano? No, Milano. Milano. Sì, Giovanni, hai lasciato i tuoi recapiti alla nostra redazione? Sì, ho lasciato l'email, l'ho lasciato. No, no, l'indirizzo, devi lasciare l'indirizzo. Allora glielo lascio dopo. Sì, perché nel caso tu dovessi vincere, sappiamo dove recapitarti il denaro, e nel caso tu dovessi perdere, sappiamo dove raggiungerti con il nostro riscossore per il recupero credito. Perdere, io sono forte. Vabbè, è molto aleatoria la vincita. Vabbè. Perché sono preparato. Va bene, sì, va bene, proviamo, giochiamo, dai. Giochiamo, scegliamo subito la categoria. La categoria è enormi dinosauri immaginari della fantascienza giapponese, con la... scegliamo la lettera col nostro bussolotto, con la G. Vai Lillo. Godzilla. Tocca a te. Dai. Giovanni. Giovanni. Non è che... cioè... Vai Giovanni. Vai. Niente, saluto. Tempo. Becca. Ma come? Ci spiace. Oddio, allora... ma vabbè, ma scusate. Cioè, Abizzeffe. Aspetta, fa una cosa. Scusa, mi fai la cortesia, perché non sono sicuro. Poi devo assicurarmi che poi che lascerà l'indirizzo. Me lo dai direttamente a me? Dove abiti? Sì. Io abito in Piazzale Lodi al numero 4. Piazzale Lodi al numero 4. Lodio? 4. Lodi. Lodi. Piazzale Lodi al numero 4. Cognome? Berzighelli. Domani Berzighelli. D'accordo. Bene, allora domani mattina intorno alle 5:30-6 al massimo passerà il nostro riscossore a riscuotere le 500 euro. Va bene? Ciao. Insomma, bene. Certo. Ciao, bello. Ciao, grazie. Ciao. Olga, ma che fai? Traslochi? Ma no, è che ho accumulato gli arretrati in edicola e ho dovuto chiamare il camion per andarli a prendere. Un camion per gli arretrati? Ma gli arretrati di cosa? Ma di Hollywood e panchine. Hollywood e panchine? Che cos'è? Come cos'è? Non lo so. E allora corri in edicola. Sì, perché è in uscita il sesto numero di Hollywood e panchine scala 1:1 con Carillon, la prima dispensa dedicata alle panchine presenti nelle più belle pellicole hollywoodiane in scala 1:1. Collezionale tutte e provoca livore tra parenti ed amici. Con il sesto numero, in regalo la panchina di Manhattan di Woody Allen con il Carillon della vecchia fattoria. Hollywood e panchine, corri in edicola. Grazie di avermi dato una mano, Flavio. Sì, che spacchinata. Scusa, ma mi siedo un attimo. Ma Flavio, proprio lì? Perché? Dove mi sono seduto? Non lo vedi? Quella è la panchina di Caos Calmo con il carillon di Let It Be dei Beatles. Hollywood e panchine, corri in edicola. 6
610. Volevamo presentarvi un nostro grande radioascoltatore che abbiamo conosciuto tramite i mezzi che ci tengono in contatto con voi, che ormai conoscete, la nostra email 610@rai.it, il nostro sito internet 610.rai.it. Insomma, ci siamo scritti, ci siamo conosciuti e lui, siccome è un nostro grandissimo fan, l'abbiamo invitato, è Cristiano Polidori. Eccolo qui. Cristiano Polidori. Sì. Da moltissimo tempo vi seguo, mi piace moltissimo la trasmissione. Cristiano Polidori è un grande appassionato di videogiochi. Sì, mi piace molto. Ascolto la radio mentre faccio videogiochi. Ecco. Cioè, la radio nella cuffia e videogiochi nelle mani. Quanti anni hai, Cristiano? 42. Dice sempre, ma ormai sono un ometto. Cosa fai lì? Ti incretinisci davanti ai videogiochi? Dico, mamma, che ne sai te? Sto facendo un gioco di ruolo dove sono un nano pelato di 42esimo livello. Una volta, penso, ho trovato una maga che vagava, perché noi giochiamo in rete. Sai, ogni persona c'ha un suo personaggio. Sì. Cristiano, senti, ma... Sono un fan sfegatato di Tiziano Ferro, posso dire? Sì. No, sfegatato che non c'ho al Ferro, sennò ero morto. Certo. Sfegatato per modo di dire. Sì. Perché uno senza fegato non può vivere, no? Cristiano, che lavoro fai tu? Io faccio videogiochi, mi piace molto e... Ma c'ha, costruisci videogiochi? No, ci gioco proprio. Ma c'è, sì, nel senso... Per lavoro. Entrate, un tuo guadagno. Due. Entrate dalla porta, cioè, a casa mia c'è la porta, io entro, mi siedo sul divano e accendo la console, computer e gioco. Ogni tanto mia mamma dice, ma almeno mangi. Dico, no, portami un panino, mamma, dai, non rompe. Ma quindi le mamme sempre Ma quindi tu vivi con tua madre? Sì, con mia madre. E non sei sposato? No, non sono sposato, non sono neanche fidanzato. No. Ce l'ho avuta una fidanzata una volta, tanti anni fa, però lei non gli piacevano i videogiochi e allora dopo un po' si stufava, perché veniva a casa mia, si sedeva vicino a me, io cominciavo a giocare, poi parlava e pretendeva che io mi ricordavo quello che diceva. Siete mai giocato a Mortal Kombat? No. Fichissimo, ragazzi. Allora, intanto c'è un casino di armi, tu vaghi per questi livelli che sono nell'interspazio, cioè un posto che c'è tra lo spazio e la terra, nessuno la conosceva, poi a un certo punto l'abbiamo scoperta noi che siamo degli esploratori dell'interspazio. Tu ti scegli un personaggio, vuoi fare quello che vuoi te, puoi fare anche il cane a quattro teste, puoi anche scegliere essere un umano che sembra un elfo però sotto è un goblin. Bello. Mezzo nano, bello, mezzo uomo, mezzo donna, mezzo cane a quattro teste, secondo di quello che vuoi. Mezzo è due però. No, vabbè, le percentuali sono un po', vabbè, però so che diventi quello che vuoi, che vuoi, cioè, che lascia spazio molto alla fantasia, questo. Poi c'è tutto, vengono fuori questi alieni dell'interpaccio e gli spari addosso. Allora noi dobbiamo salutare Cristiano Polidori. Vi ho raccontato di quella volta che mi trovavo nell'universo il perduto di Dexter Blaster? No, ma non magari importa. La prossima volta. Te lo porto la prossima volta. Sì. Volete giocare con me? Sì, volentieri. Noi non gioco abitualmente. Casa mia o casa tua? No, io non ce l'ho la console a casa. Ti prego, portami a casa tua. Perché facciamo a casa? Perché mia mamma mi ha cacciato di casa. Vabbè, facciamo a casa mia. La compro la console. Portalo tu a casa. Va bene, va bene. Cristiano, stai su adesso, dai, ti vedo un po' triste. Facciamo a casa di Rillo. Facciamo a casa mia. A casa tua la facciamo. Sì, va bene. Cristiano Polidori. Sono due ore che non gioco, dai. E andiamo avanti con 610. A casa tua, possiamo andare. Ciao Pollice. Ciao Mignolo, ciao Medio. Ciao Lare, ciao Indice. Ciao. Siamo un po' a terra oggi, eh? Già, è vero. Ehi ragazzi, mi date una mano? Oggi non è proprio il caso. Siamo stanchi. Stanchi? Anch'io sono stanco, ma delle solite riviste porno. Basta con tutte quelle immagini ferme e fisse. E allora cosa vuoi farci? Passare all'azione. All'azione? Certo, ci vuole azione nel sesso. E oggi l'azione la trovi nei Video del Peccato, la nuovissima collana hard dedicata alle porno star più famose del globo. Viva Video del Peccato! Con l'uscita di questa settimana in regalo l'inserto, tutti i trucchi per divertirsi da solo senza diventare cieco. Ora tradiamo sì una mano. I Video del Peccato sono delle edizioni chi fa da sé. 610 610 610 610 610. Staccheresti le teste di tutti i benzinai con i baffi a sciabolate? No. Stupreresti e successivamente taglieresti a pezzi tutte le parrucchiere del tuo quartiere? No. Faresti saltare in aria con del tritolo la scuola di tuo figlio nell'orario del mattino in cui è più gremita? No. Scaricheresti mai un film da internet? Te credo. Scaricare un film da internet è reato. No, detto te credo, cioè lo farei. Ah, te credo nel senso... ma come no? Quello no, sì. Quello sì. Quello sì, figurati. Ma il resto no, ma quello...
là sulla duna, quando brilla la luna, spunta il nostro eroe Zaro. E lascia il suo segno, una Z a chi è degno, la Z che vuol dire Zaro. La vita segreta, Zorro, il segno suo è la Zeta. Zorro, 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 Zorro. So Zorro. San José. Il sergente Garcia sta importunando la figlia di Pedro, il calzolaio. Vieni qua, bella pollastrella. Mi lasci, sergente Garcia, te ne approfitti perché non c'è Zorro. Zorro è solo un vigliacco e se si fa sotto lo infilzo come un polo allo spiedo. Lasci la mia figliola, Garcia. Lei può ridurci in miseria ma non può affossare la nostra dignità. Zitto, schifoso peone. E tu vieni qua, bella pollastrella. Non mi tocchi, non mi tocchi. Ha capito? Nato qua, guarda che sta brutti, ha capito? Chi ha parlato? Zorro! Sì, è Zorro. Oh, mi riconoscono tutti meno che te, Garzì. Se vede che ce l'ho, chi foderà di te prosciutto. Stavolta ti faccio fuori! Ho con me la pistola! Oh, mi hai disarmato con la frusta, maledetto! E non solo, molto affetto pure, tira fuori la spada. A noi due! Oh, quando ha fatto svegliami, che mo me faccio una pennica mentre te pari i colpi. Mo basta, mi sono stufato. Tiè, una Z da paura sulla panza. Maledetto Zorro! Chiedi scusa alla ragazza. Mai! Chiedi scusa e fai pippa. Scusa. E pure a Pedro. Pedro no! Pure a Pedro! Guarda che mi sto incazzando. Scusa, Pedro. Lei non merita le mie scuse, sergente Garcia. Tu invece, Zorro, meriti un bacio. Ma che vuoi, pomicià? Dai, vieni qua. Oh, Zorro, come baci. Sì, ma te ci abitua, io non c'ho tempo per queste smancerie. Io so Zorro. E mo mi tocca andare a vedere se c'è qualcun altro che c'ha bisogno di me. De Zorro. Ciao, zucchero. Fa mannare. Tornato. Tornato. San José. Il popolo è oppresso e il governatore tiranneggia a suo piacimento. Ma c'è un eroe che è sempre pronto a difendere i deboli e a ristabilire la giustizia. Questo eroe è... Zorro. Ti piacerebbe imparare correttamente l'inglese in soli 15 giorni? Sì, e allora perché non l'hai ancora fatto? Te lo dico io perché. Perché è impossibile! Capito? È impossibile! Se non ti va di studiare, di fare un lungo viaggio in un paese per assimilarne la lingua, se sei un pigro schifoso, rimani ignorante, capito? Sì, mo impariamo l'inglese in 15 giorni, magari con una laurea in letteratura shakespeariana ad Oxford. Ma per favore, è arrivato coso, è arrivato. Ma roba da matti. È arrivato coso, è arrivato. Roba da matti. Cominciamo con un ospite, poi apriamo con un ospite questa seconda parte di 610. Lui è, l'avete cominciato a conoscere già da un po' di settimane, è un nostro amico che abbiamo conosciuto perché è affetto dalla sindrome da musical, una malattia molto particolare. Lui è Marco Zerboni, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Benvenuto. Questa sindrome da musical è una sindrome rarissima, sì. Pensate, sì, sì. In tutto il mondo sono solamente 4 a soffrire di questa sindrome. Conosciamo un po' meglio Marco Zerboni. Marco, abbiamo già parlato le puntate scorse un po' di te, della tua famiglia, dei tuoi gusti. Non abbiamo parlato per esempio però dei tuoi gusti cinematografici. Cosa ti piace al cinema? Ma al cinema mi capita raramente in questi ultimi tempi di andare, perché con, anche con i due figli, insomma, non è difficile la scelta, perché loro hanno gusti appunto più da ragazzi, e mia moglie piacciono i film romantici, mentre se devo dire... A me personalmente mi piace il noir, gli action movie, il pulp, ma anche i film con staglio ed olio. Mentre Charlot non mi fa impazzire, preferisco Buster Keaton. E quindi Buster Keaton è uno dei tuoi attori preferiti comunque? Beh, non proprio preferiti, però insomma. Ah. Va bene, noi ringraziamo Marco Zerboni, lo salutiamo e ricordiamo che Marco Zerboni soffre di questa sindrome che si chiama sindrome da musical e speriamo che prima o poi possa guarire. Grazie, andiamo avanti con 610.
Se cerchi l'hotel più vicino a dove ti trovi, chiama il 45647389292767487982902, il primo numero telefonico dedicato esclusivamente a chi cerca un albergo. E pronto? 45647389292767982902, sono Filippo, buon pomeriggio, come posso esserle utile? Salve, sono a Firenze in Piazza Duomo, vorrei il numero di un albergo qua vicino. Sì, attenda un attimo. C'è qualcuno che conosce l'alberghetto in zona? No, Firenze, a Firenze. No, la cosa è la pensione, la pensione, io sto cercando di lavorare. Ho capito, la pensione qua. La pensione da Flora. Ma che da Flora? La pensione da Flora? Ma questa è una ragazza. Ma cocca, è una ragazza, la puoi mandare un posto del genere? Lasciamo perdere. Mi dispiace, ma non ne conosciamo nemmeno uno. Grazie comunque per aver chiamato il 45647389291267487982902. Per info sui costi del servizio vai sul sito www.45647389291267489829022322.it. 610 610 610. E prima di proseguire con il nostro programma volevamo prenderci una manciata di secondi per ricordarvi del nostro sito internet 610.rai.it, un sito dove trovate molte informazioni, molti approfondimenti alla guisa dei siti internet, ma trovate anche l'accesso per il nostro podcast. Ovvero, se non riuscite a seguirci qui in diretta dalle 17 alle 18, dal lunedì al venerdì, o nel best of di 610, cioè 610 weekend, alle 10.30 subito dopo il giornale radio il sabato e la domenica, potete ritrovarci sul sito internet della RAI e di 610, appunto all'indirizzo 610.rai.it. potete scaricare le nostre puntate in forma assolutamente gratuita, così ve le potete tenere ed ascoltare quando, come, dove e con chi volete. Ora voltiamo pagina, invece dedichiamoci a tutto quello che accade in forma meno nota nel mondo delle fiabe. Il mondo delle fiabe noi lo conosciamo solo per quello che viene raccontato nei cartoni animati, nei libri per bambini, ma esiste tutto un sottobosco che si muove là sotto, che vale la pena portare alla luce. Lo fa per noi Giulia Mizzoni con il Giornale Fiaba. Giornale Fiaba, a cura di Giulia Mizzoni. Ci spostiamo a Londra, dove gli investigatori di Scotland Yard hanno ritrovato, dopo ore di ricerche, tre fratelli scomparsi la notte scorsa, Wendy, Giovanni e Michele, addormentati nella loro stanza come se nulla fosse accaduto. Le forze dell'ordine ancora non si spiegano come i tre ragazzi siano riusciti a far ritorno in casa senza dare nell'occhio. Unico indizio al momento del ritrovamento, la finestra della camera spalancata e tracce di una curiosa polvere color giallo ocra sul pavimento. I bambini avrebbero dichiarato al commissario Logan di essere riusciti a prendere il volo dalla finestra convinti da un ragazzo di nome Peter, Pan il cognome, che li avrebbe condotti assieme ad una fatina dai poteri magici sino ad una lontana isola fantastica conosciuta come Isola che non c'è. Durante l'interrogatorio i tre fratelli si sarebbero dilungati in racconti che hanno insospettito non poco gli investigatori, alle prese con uno dei casi più misteriosi degli ultimi anni. Ma entriamo nel dettaglio della vicenda con Maria Giuliani, inviata per noi a Londra. Buonasera, folla di fotografi e giornalisti fuori dall'abitazione della famiglia Darling, dove questa mattina hanno fatto ritorno, in circostanze ancora da chiarire, Wendy, Giovanni e Michele, dopo ore d'angoscia per la sparizione denunciata la notte scorsa dai genitori a Genova e Marta. I tre ragazzi avrebbero dichiarato di essere stati sorpresi da un bizzarro ragazzo di circa 15 anni in calza maglia verde che, volando, si sarebbe introdotto nella stanza dalla finestra, affiancato da una fatina che i bambini chiamano Trilli. Qui la proposta da parte del ragazzo alla giovane Wendy di seguirlo sino ad una presunta isola dopo la stella polare, l'isola che non c'è. Con l'ausilio di una particolare polvere estratta dalle ali della fatina, polvere prelevata questa mattina dalla scientifica che la starebbe analizzando, i tre ragazzi sarebbero riusciti a volare dalla finestra fino a raggiungere l'isola che non c'è. Wendy, Giovanni e Michele avrebbero poi sostenuto di fronte al commissario Logan di aver vissuto per giorni in una foresta assieme ad una comitiva di bambini di età compresa fra i 3 e i 15 anni, detti bimbi sperduti. A lasciare increduli gli investigatori poi il racconto di Michele, il più piccolo dei tre fratelli, il quale avrebbe narrato un incontro con i Palle Rosse e un terribile duello fra Peter Pan, del quale al momento Scotland Yard ha perso ogni traccia, e un pirata proprietario di un lussuoso vascello chiamato Capitan Uncino, per via dell'uncino che avrebbe sostituito la sua mano sinistra. A non convincere gli investigatori inoltre i tempi del racconto dei tre ragazzi, che non coincidono con quelli della durata della scomparsa. Sull'isola che non c'è il tempo non esiste, avrebbe dichiarato Wendy prima di essere ricoverata assieme ai fratelli in una clinica privata il cui nome resta top secret per salvaguardare la privacy della famiglia Darling. Da Londra per ora è tutto, in caso di aggiornamenti richiederò la linea. Grazie Maria Giuliani, ci auguriamo di saperne di più nelle prossime ore su un caso che ci insegna l'importanza di restare con i piedi per terra. Giulia Mizzoni, Giornale Fiaba.
Abbiamo ascoltato il giornale Fiaba a cura di Giulia Mizzoni. Che hai stamattina? Ti vedo pensieroso. C'è che sono stanco del solito cappuccino e cornetto. Beh, prendi qualcos'altro. Che ti va? Mi andrebbe una spremuta di arancia, uno yogurt e un toast. Ma chissà quanto spendo. Ma perché non attivi Nuova Breakfast Card? Nuova Breakfast Card? Sì, ti senti annoiato dal solito cappuccino e cornetto? Vorresti fare colazione con uova e bacon, ma non sai quanto ti costa? Desideri anche una spremuta, ma temi di uscire dal budget previsto? Dai il buongiorno alla vita con Nuova Breakfast Card. Con Nuova Breakfast Card puoi consumare la tua prima colazione preferita al prezzo che hai stabilito in più di 10.000 bar convenzionati. Puoi ordinare caffè e cornetto, o latte e cereali, ma anche tè, biscotti o spremuta d'arancia, uova e bacon con la sicurezza di non sforare mai dal tuo budget. Basta una semplice telefonata al numero verde 800-1213, lasciare i tuoi dati, attivare la tua card e al resto pensiamo noi. Ogni fine mese ti saranno addebitati gratuitamente 150 euro sul tuo conto corrente. Nuova Breakfast Card. Vivere la vita. 610 610 610. Questo è 610. Lillo, Greg, Alex Braga, uno sguardo rapido alle news. Mi pare che ci siano degli aggiornamenti, no Lillo? Ecco una bella notizia che riguarda un personaggio molto valido della cultura italiana, l'ex GFin Roberto Mercandalli, famoso come il Cummenda, così veniva chiamato, che è stato visto per le vie di Milano a fare shopping. E in questo servizio di ben 3 pagine ci sono tutte foto di lui che sta al telefono, ed è vero, proprio è documentato, stava proprio al centro di Milano a fare una passeggiata, probabilmente shopping. E cosa ne pensa, grande capo, di questa notizia che riguarda questo grande personaggio che è il Cummenda Roberto Mercandalli? Questo Cummenda stava al centro di Milano a telefono. Sì. E sti cazzi, non può credere che è vero questo. Sì, 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 stava proprio telefonando, c'erano le foto, si vede lui che sta al telefono, che passeggia. Può vedere foto. Ecco, guardi, grande capo, vede? Vede? Sta al telefono, passeggia. È vero, lui a telefono. Sì, sì, sì. A Milano. E infatti lo dice qua sotto, vedi la didascalia sotto la foto, dice: sì, è stato sorpreso Roberto Mercandalli mentre telefona per le vie di Milano, vedi? E sti cazzi, pensa che è veramente fatto eccezionale. Sì, un grande scoop, effettivamente. Come può essere? No, capita. Ogni tanto un fotografo fortunato riesce anche a catturare questi momenti. Non è fotomontaggio questo. No, non è proprio vero, grande capo. È proprio lui che telefona per le vie di Milano. Lui telefona in vie di Milano. Sì. Mentre fa shopping. Sì. E sti cazzi, proprio non riesce a spiegare. Infatti, questo. Andiamo avanti con 610. 610, 610. 610. Oh. 610, 610. 610. 610. Telefona al 445844. Telefona al 445844 e scopri un mondo di vantaggi. E da oggi è ancora più facile, basta alzare semplicemente il telefono e comporre il numero che state ascoltando ora. 445844. Sì, 445844, per parlare direttamente con il 445844. Telefona al 445844, risponderà un operatore qualificato. Prova oggi stesso, telefona al 445844. Greg? Sì? È molto chiaro il numero di telefono, devo 445844. Sì, lo memorizzi proprio subito. Sì, infatti, perché è molto benissimo questo spot. Non ho capito, telefonare per cosa? Che non mi sembra che sia specificato. Cioè, il motivo per cui uno dovrebbe... Cioè, telefoni a chi, fondamentalmente? A 445844. E questo l'ho capito, questo è chiaro. Sì. E perché devi chiamare... Cioè, chi ti risponde? Cosa ti dice? Un operatore qualificato. Qualificato su cosa? Su che argomento? Su quello che ti serve, è qualificato lui. Ah, cioè, quindi tipo... È un numero per qualsiasi tipo di... Non riesco a capire. No, Allora, innanzitutto... Ma non ho capito, è un servizio di formazioni? No. Sennò ti sei un po' troppo vincolato alle cose vecchie del 1900. Qua adesso la vita procede a balzi, siamo nel futuro. Non è più una questione, ti ragioni ancora la cosa dell'offerta, io ti offro questo prodotto, lo shampoo che lava i capelli me. Cioè, io sono legato al prodotto, diciamo. Al prodotto. Cioè io compro, pago un prodotto per avere un prodotto in cambio. Invece questo è un servizio, proprio un servizio che ti alleggerisce la vita. Ma... E poi oggi, hai visto, è molto più facile chiamare il 445844 perché basta semplicemente alzare il telefono e comporre il numero. Sì, cioè come ho sempre fatto, grosso modo. Nel senso che... Nel 900 facevi questo. Sì, vabbè, lasciamo perdere questo qua, però dico...
Sono d'accordo, ma non riesco a capire che vantaggio ho, qual è il prodotto, qual è il servizio. Ecco, che servizio è? Che chiami in maniera molto più facile, direttamente e comodamente da casa tua. Cioè, quindi posso chiamare 445844 e parli direttamente col 445844. Ah, quindi non con un altro numero? No. La cosa sicura che loro ti danno per certo, che se faccio il 445844 parlo col 445844. Cioè, non mi risponde, metti il 232323 per dire. No. E poi risponde oltretutto un operatore qualificato. Non è uno che un a caso, certo. Risponde quello e te prova oggi stesso, telefoni. E quindi dici che comunque conviene, dici. Sì. Che belle pellicole, il cinema di 610. Il mondo dei gioiellieri è pieno di insidie e sono pochi quelli che riescono a districarsi nel mare magnum delle pietre preziose. È permesso, Claude? Oh, Pascal, qual buon vento. Vento di novità. Ho un nuovo campionario di diamanti e rubini che ti lascerà di stucco. Non ci si può fidare del destino. A volte basta tardare pochi secondi. Accidenti, Pascal, è appena uscito il tuo collega Alex. Beh, sono contento di non averlo incontrato, ma non capisco. No, Pascal, mi ha fatto vedere il suo campionario e gli ho comprato quasi tutto. Guarda, Claude, che i miei gioielli sono molto più belli dei suoi. Mi dispiace, Pascal, ho speso tutto quello che avevo. D'altra parte Alex mi ha fatto una presentazione coi fiocchi dei suoi gioielli. Lascia che apra la mia valigetta, Claude. Ti faccio vedere come ti presento i miei. Ti presento i miei nei cinema. You'll be a fool till the day you die. Radio2pod.rai.it. Radio2pod.rai.it. Dopo il segnale acustico, alzate la mano destra e dite tutta la verità, nient'altro che la verità. Al rientro della corte, i messaggi verranno ascoltati e sarete richiamati per direttissima. La registrazione è aperta. 610. Oh! 610. 610. Six one oh. Six one oh. 610 610. Oggi è mercoledì, noi siamo sempre qui, Greg e Lillo, Alex Braga, e questo è 610. È il giorno della metà della settimana e anche oggi vogliamo dare il numero verde per partecipare qui in diretta con noi, 800 800 002. Un programma densissimo di ospiti, di avvenimenti e di collegamenti che anche oggi lo renderanno davvero, davvero insostituibile. E anche oggi 610 l'insegna della cultura della. No, della, non sì. È vero. No, è così, Alex, perché va bene si intrattenere, va bene ridere, va bene scherzare, però bisogna anche affrontare dei contenuti un po' più alti. Anche perché non tutti gli ascoltatori di 610 sono di cultura media, alcuni sono di alta cultura e oggi vorrei parlare per esempio di musica tradizionale balinese. Quindi, ma no, perché non gliene importa gamelan, niente a nessuno. Ma anche le danze tradizionali, il legong, il barong, il kekak, e volevo parlare un po' di questo con ascoltatori che hanno voglia, e per quelli che non ne hanno voglia, zitti e acculturatevi. Ecco, scusa, vai, basta, ma no, con sentiamo se c'è qualcuno in linea. Pronto? Pronto, sono io. Ciao, chi sei? Ciao, sì, senti, sono Alessandro. Bene, Alessandro, dire... allora, chiedi subito una cosa. A parte la musica tradizionale balinese in generale, secondo te qual è la differenza sostanziale fra il gamelan, che è la musica tradizionale pura balinese, e il legong, che è di estrazione un po' più popolare come musica balinese? Ma guarda, secondo me il problema è che la Roma quest'anno gioca peggio, perché il cambiamento di modulo con il centrocampo a 4 per supportare le due punte non sempre funziona, specialmente se manca il capitano, capito? Quando manca il capitano, proprio la formazione non supporta questo modulo. Questo perché d'accordo con te. Batista è lento, sì, è grosso, ma è lento. Sì, ma a parte questo, parliamo di musica tradizionale balinese, capito? No, è che secondo me senza Vucinic poi perdi in velocità. Grazie, sentiamo la prossima telefonata. Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Ciao, sono Marzia. Marzia.
forza. Ma se l'hai sentito Sì, stavo ascoltando adesso la trasmissione, esatto. E volevo dire una cosa. Esatto, ti permetto una cosa, non parlare di musica balinese in generale, vogliamo parlare proprio del gamelan e delle gong. No, io ho sentito adesso la trasmissione, volevo dire una cosa. Sì. Lazio a Lazio non si tocca, e a Roma veramente fa schifo. Sta giocando male, è vero. Sì, è comunque vero. Forza Lazio. Grazie. Andiamo avanti con 6-1-0. Forse non hanno capito la domanda. Per dirti, però, la gente chiama. Certo, la gente chiama per dirti. In altri casi non è detto. Invece, quando cominci a gente chiama, e infatti due telefonate nell'arco di 3 secondi. Dico solo questo. Andiamo avanti con 6-1-0. 6-1-0. Ci è arrivata una notizia poco fa che ci ha lasciato abbastanza basiti, per non dire di stucco. Abbiamo presentato nel corso di diverse puntate una nostra amica che abbiamo conosciuto quando andavamo a mangiare qui vicino alla Rai a 610, alla redazione di 610, la signora Cassani. Un'allegra 81enne che è finita nei guai, è finita in carcere e infatti oggi parliamo con lei, ci colleghiamo con lei, non qui in studio, ma l'abbiamo chiamata proprio laggiù, in carcere, dove si trova per motivi che ancora non conosciamo. Pronto? Pronto? La signora Cassani che parla con noi dal carcere Re Bibbia di Roma. Sì, sto qui a Re Bibbia. Ciao Lillo, ciao Greg, ciao Braga. Ecco, signora Cassani, come è successo? Una signora come lei, che non è mai uscita di casa, come ha fatto a Com'è successo? Ma infatti non è perché sono uscita di casa, eh. A casa proprio è successa questa cosa qui. E come mai? E niente, perché io, sai, no? Sto a zona Bigneto, una zona molto giovane. Sì, un sacco di ragazzi, di persone. E niente, praticamente con me, nonne, tempo fa sono venute delle persone, dei ragazzetti, a vivere alla casetta vicino alla mia. Ho capito. Niente, questi ragazzi simpatici, signora, buongiorno, signora, buonasera. E niente, come. Quindi, insomma, educati. Educati, bravo Lillo, sei educati. E niente, tanto gentili, tanto educati, veramente. E mi hanno chiesto una cortesia, noi non ci abbiamo il balconcino, non ci abbiamo manco un pezzettino di terra, dato che lei invece c'è la terra, io ho una terrazza bella grande a Pigneto, sì. Dice, ci potrebbe piantare gentilmente queste piante, che fai? Dici di no? Certo. Allora io ho detto, va bene, vi pianto queste piante. Mi vengono su, ma io sono brava, io ho il pollice verde, mi vengono su queste piante belle, alte, Lillo, le dovevi vedere, piene di foglie, 5 punte ci avevano, belle, belle, profumate, sì. Insomma, quindi... E niente, come non è, questi ragazzi ogni tot venivano a potare queste pianticelle, dicevano, cioè, toglievano le foglie. Sì, toglievano le foglie e so che le mettevano essiccate da una parte. Dice, perché comunque a noi ci piace questa cosa, non ho capito bene, non capivo. A un certo punto, Lillo, senti, a me... mica mi ci fregano, io ho capito che questi ci tenevano tanto a sti foglie, no? Sì. Allora ho detto, dico, scusa, io ti faccio il favore di piantare questi cosci, no? Sì. Come non è, manco mi dai una piccola di compensa, eh? E quindi... Ho iniziato a chiedere i soldi. Signora Cassani, i soldi gli ha chiesto? Io ho chiesto i soldi. Come parla, signora Cassani? Sembra Califano improvvisamente. Diceva, scusi? Io inizio a chiedere i soldi. Sai che hanno fatto questi ragazzi? Che hanno fatto? Ma non hanno chiamato la polizia. E lei inconsapevolmente ha spacciato. Spaccia. Ma che vuol dire adesso questa cosa di spacciare? No, io c'avevo queste piantine, Lillo, tanto belle, tanto. E lei le vendeva? Le vendevano che io li coltivassi senza soldi. Ho capito, ma lei... Ma io l'acqua ce la metto, la terra pure, la passione, la fatica. Ma lei praticamente così chiedeva soldi per... cioè, era spaccio questo. Io non lo so solo che mi si sono bevute. Che dice, signora Cassani? Mi si sono bevute. Ah, va bene, signora Cassani, continueremo... Arrivo. E dice che è finito il tempo. Va bene. Non so più parlare. Mi dispiace, con una signora come lei... Mi dispiace pure a me. Io a casa c'ho un sacco di cose da fare, ho lasciato tutto a metà. C'ho pure i gatti, anzi Lillo, se ti va, vai a tanto da mangiare, per favore. Che memoria, no? Sì. Capisco che ogni tanto parla come Califano. Va bene, grazie signora Cassani, la salutiamo e niente, torniamo avanti con il nostro ciao programma. Greg, ciao Lillo, ciao Alex. Salve. Arrivo. 6-1-0. 6-1-0. 610.
A 610 è arrivato nuovamente il momento di dedicarci all'attualità, di dare uno sguardo a quello che succede nei quotidiani, nei tabloid di tutto il mondo. Mi pare, Lillo, che durante questo disco tu abbia trovato qualcosa di davvero succoso, no? La notizia riguarda Emanuele Filiberti e Natalia Titova, come dice qui il titolo dell'articolo. Emanuele Filiberti e Natalia Titova come Gregory Peck e Audrey Hepburn nel celebre film Vacanze Romane. Infatti i due sono stati fotografati a passeggio per Roma in vari punti della capitale. Cosa ne pensa, grande capo, di questa notizia? Quale notizia? Allora, Emanuele Filiberti e Natalia Titova sono stati visti a passeggio per Roma. E sti ragazzi, pensa che forse loro, vero che stava a Roma? Sì, 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 ci sono anche le foto, vedi, sono proprio a Roma, non credo che siano fotomontaggi. Queste foto? Sì, sì, si vede, cioè dietro ci sono i fori imperiali, qua si vede un pezzo di Colosseo, poi ci sono anche delle foto che stanno parlando. Chi è il re? Lui è Emanuele Filiberto, che recentemente ha vinto Ballando con le Stelle. E sti ragazzi, non sapeva sì, sì, che sì. Lui balla. Infatti, e lei? E lei è una ballerina, Natalia Titova è una ballerina lei. Lei è ballerina? Sì. E sti ragazzi... Farebbe balletto con lei dentro il suo TP. Ma grande capo, le piace la Titova, vedo. È la prima volta che fa un apprezzamento su una donna, su una squo. È bella squo. Eh sì, una bella squo, effettivamente, sì, sì. Cosa ne pensa di questa notizia, insomma, che i due sono stati visti in giro per Roma? Loro in giro per Roma. Per Roma, sì, Emanuele Filiberto e Natalia Titova in giro per in Roma. In giro per Roma. E sti cazzi. Piace che lei viene a fare balletto in TP? Vabbè, il grande capo sta andando un po' sul... Perché lei ha ballato con Emanuele Filippo. Sì, Emanuele Filiberto. Ha ballato lei. Ha ballato in televisione. In televisione. Sì. E sti cazzi, pensa che adesso, dopo che ha ballato con lui, sì, viene e balla dentro TP. Con lei, dentro il TP. Sì, perché ha ballato con lui e sti cazzi conosce tanti balletti più divertenti. Beh. Effettivamente qua siamo in piena primavera anche per il grande Cave Stigazzi. Andiamo avanti con 610. 610. 610. Ritorniamo ad aprire gli studi di 610 ai nostri radioascoltatori che ci contattano via email a 610@rai.it o che più semplicemente chiamano l'800 800 002. Siccome 610 è un programma di servizio, la RAI deve fare soprattutto servizio pubblico, anche oggi noi abbiamo deciso di mettervi a disposizione questo piccolo scampolo radiofonico. Un radioascoltatore viene qui ogni settimana proprio perché ha un problema da risolvere, ha un qualcosa da fare, un comunicato da dire a tutto il mondo. È il caso della signora Gennarina Laudadio, che salutiamo e alla quale diamo il benvenuto. Buon pomeriggio. Eccoci, eccoci qua, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Signora Laudadio, lei, diciamolo, oggi ha un bel rospo da ingoiare, vero? Eh sì, sì. Ecco, sì, lo... infatti, questo, eccolo, il rospo, bello, eh? Bello, bello, bello. Un bel rospone. Ecco, prego, prego. Ecco qui, e noi intanto andiamo avanti con 610. 610. Questa è Radio 2, Lillo, Greg, Alex Braga. È un comunicato molto molto importante che dobbiamo fare. La vita non può dipendere dalla geografia. Questo è un assunto davvero importante. Oggi dedichiamo parte del nostro programma ai bambini. Ne parleremo poi più tardi con la nostra psicologa infantile Clorinda Sebastianelli. Però adesso ci dedichiamo ai bambini dell'Africa. A 12 milioni di bambini orfani, a un'intera generazione che è stata sterminata dall'AIDS. 610 e la RAI sostengono l'iniziativa di 30 ore per la vita per assicurare un futuro ai bambini africani. DREAM, un programma realizzato dalla comunità di Sant'Egidio in 10 paesi africani, garantisce ai bambini nati da mamme sieropositive il kit della vita, un sostegno medico-nutrizionale che accompagna il bambino fino al suo 18° mese, perché solo allora sarà fuori pericolo. Dal 2002 ad oggi già 7.000 bambini sono nati sani e crescono felici. Vogliamo che siano molti di più. E come si chiamano i sogni quando diventano realtà? Si chiamano DREAM. E grazie a voi questi sogni, i DREAM, diventano realtà, perché grazie a voi migliaia di bambini sono nati senza AIDS e ora devono vivere. Per ogni 300 euro raccolti un bambino crescerà sano. Potete donare 2 euro inviando un SMS al numero 48549 con TIM, Vodafone, Wind 3 e Coop Voce. E chiamando lo stesso numero da telefono fisso Telecom Italia e Fastweb potete donare 2 o 5 euro. La telefonata è gratuita. Potete anche versare sul conto corrente Unicredit 30 30 30 30 intestato all'associazione 30 ore per la vita. Pier Maria Carletti è un uomo 100 volte più netto e debole di un uomo comune, ma un giorno acquista dei superpoteri diventando quindi normale. Si cuce allora un costume e diventa...
gentlemen, il tavolo malfermo. Roma, ore 19.45. Pier Maria Carletti, alias Normal Man, è seduto al tavolo del ristorante sotto casa per consumare una cena veloce prima dell'inizio della sua serie televisiva preferita. Una giovane coppia al tavolo accanto attrae però la sua attenzione. Scusi, cameriere, non sparisca di nuovo, è la quarta volta che la chiamo. Che c'è? Il tavolo qui balla. Quando verso il vino devo perfino stare attento a riposare la bottiglia, perché con il peso il tavolo fa saltare i bicchieri. Ma che c'entro io? Ma qui il tavolo balla. Se sarà ubriacato. Comunque io faccio solo il cameriere, ho ancora 7 tavoli da servire, scusate. Pier Maria Carletti, che è a soli 50 centimetri dal tavolo, ha udito tutto. Il mio normal udito mi dice che la maleducazione del cameriere sta rovinando la cena dei simpatici giovani. Qui serve l'aiuto di Normal Man. Pier Maria si dirige alla toilette. Arriva giusto un attimo dopo una coppia di ragazze. 5, 10, 15 minuti e finalmente le ragazze abbandonano il bagno. Pier Maria può vestire così i panni di Normal Man e tornare in sala. Cameriere, dico a te, avete listelle di legno e una sega qui nel locale? No, Normal Man, per più trovi qualche scatola di stecchini. Stecchini, provocatorio arguto, certo. Bene ragazzi, non vi preoccupate, ora inserisco una scatola di stecchini sotto la zampa destra del tavolo e... Era la sinistra. Esatto, come sospettavo. Bene, adesso che ho inserito la zeppa sotto la gamba sinistra, provate il tavolo. Balla ancora? Non balla, ma ora siamo senza vino. Questa volta è andata così, la prossima volta imparate la lezione e scegliete un tavolo più stabile. No, 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 ringraziatemi. Ho solo fatto il mio dovere di supereroe. Ma che ti ha ringraziato, no, mamma? Lì dove c'è un problema di tutti i giorni, lì dove necessita un piccolo aiuto, lì c'è Normal Man. Avevamo preannunciato che ci saremmo dedicati moltissimo al mondo dell'infanzia e lo facciamo con una persona che conosce l'infanzia per lavoro e per essercisi specializzata, la nostra psicologa infantile Clorinda Sebastianelli, alla quale diamo il benvenuto. Buon pomeriggio. No, ho perso mamma e papà. Sì, adesso ho perso mamma e papà, però... No, perché mi hanno accompagnato qui per venire in sì. Questa trasmissione, no? Però prima siamo andati a prendere al bar una cosa . E io stavo con loro al bar, poi c'era tanta gente, mi sono girata, non c'erano più. Sì, dottoressa, allora, no, ci pensiamo dopo, tanto qua no, finisce adesso, presto. Perché io intanto volevo ricordare ai nostri ascoltatori che Clorinda Sebastianelli è una professoressa psicologa infantile e... Io c'ho paura. Sì, ho capito. No, che magari non l'ho persi. Che... Ma non l'ha persi, professoressa, saranno al bar, comunque no, qui non stanno. No, c'erano più, io l'ho cercato. Ma magari sono usciti dal bar un attimo, però staranno qua negli studi. Non... No, loro mi hanno detto che venivano con me, che non mi avrebbero mai lasciato la mano. Però, ok, però adesso dobbiamo andare avanti con l'intervista, professoressa. Allora, non li vuoi cercare? E adesso no. Dunque lei... No, quell'annuncio che si fa, quello che fanno pure nei supermercati. No, adesso non posso. Lei è psicologa infantile. Ma c'è il microfono, lo puoi fare. Professoressa, dobbiamo fare l'intervista, dobbiamo parlare di psicologia. Allora, lei è psicologa infantile e quindi... Volevo... Te non fai l'annuncio e io non parlo. Ma professoressa, io non posso fare l'annuncio. Ma l'annuncio dove lo faccio? Perché si saranno persi. È inutile che lo faccio per radio l'annuncio. Per radio, lo sentono tutti per radio. Che annuncio devo fare, professoressa? Quello che fanno lì nei supermercati, pure si è perso. Ok, allora ci provo, ok. Si è persa la professoressa Clorinda Sebastianelli, psicologo infantile di quanti anni? 37 e mezzo. Di 37 anni e mezzo. E i genitori sono pregati di venirla a prendere in sala I di via Asiago. Ecco, questa, oggi siamo in sala I, quindi adesso sentiranno l'annuncio e verranno a prenderla. Subito vengono. E spero di sì. Insomma, lei è psicologa infantile. Prova a rifarlo, magari non l'hanno sentito. Ma no, l'hanno sentito! Professoressa, l'hanno sentito! Gli annunci... Magari erano distratti. Ma che ne so, però pensiamoci dopo. Dove vuole che siano i suoi genitori? Su. Riprova a farlo. Oh, l'ho già fatto. Ma l'hai fatto male. Ma come l'ho fatto male? L'hai detto tutto con quella voce brutta. E come lo devo fare l'annuncio? Più serio. Allora, parliamo di lei piuttosto. Lei è psicologa più infantile. Più bello. Fallo più... Beh, vabbè. Provaci. Allora, la professoressa Clorinda... No, così che sei arrabbiato. Fallo che mi vuoi bene. La professoressa Clorinda Sebastianelli, di 37 anni, si è persa. I genitori sono pregati di venirla a prendere in sala I di via Siago. Non hai detto quanti anni so! Ho detto di tre... Non l'hai detto adesso! Di 37 anni, E mezzo! 37 anni e mezzo, va bene, ok. Adesso ridillo tutto!
suo capo. Professoressa, noi dobbiamo fare un'intervista, va bene? Allora, lei è psicologa infantile, no? E io volevo chiederle, però, ma la smette? Mi sta riempendo di muco il microfono. Ma che schifo! Allora le fa l'annuncio. Vada via, non faccio nessun annuncio. E dove vado che mi sono pezza? Che buon pranzetto, tesoro! E non è finito! Perché? Sorpresa! Il gelato! E che gelato! Signore, le stiamo servendo una berninetta all'arancia candita con spori di cioccolato e première di chantilly. Mmm! È strepitoso, squisito! Sono contenta! È la berninetta Caprice de Joie! Domani lo rivoglio! Beh, caro, è meglio di no! E perché? Diciamo che il nostro budget familiare non ce lo consente. Ma perché? Quanto costerà mai? 90 euro. 90 euro? A coppetta. 90 euro a coppetta? È uno sproposito. E vabbè, ma hai sentito quanto è buono? E fallo essere pure cattivo. Berninetta Caprice de Joie. Fallo essere pure cattivo. Sei uno zero, sei uno zero. Six one. Oh. Oh. Sei uno zero, sei uno zero. Sei uno zero. Six one oh. 610 prosegue con il quiz, prosegue dando la possibilità ai nostri radioascoltatori di guadagnare qualche soldo sfidandoci in una gara di abilità. 800-800-002 è il nostro numero verde, potete chiamarlo fin da ora, le linee sono aperte, vi risponderà il centralino e se siete i primi a prendere la linea, se siete quei fortunati, potete giocare con noi al quizionario. Il quizionario è un gioco molto semplice che facciamo ormai da qualche settimana, si tratta di indovinare la definizione di una parola che noi vi diremo. È un gioco che si fa col dizionario, dovete avere un dizionario chiuso davanti a voi e quando noi diremo la parola vi sfiderete con uno di noi alla ricerca più veloce della definizione della parola in questione. Ma sentiamo se c'è qualcuno in linea. Pronto? Pronto? Ciao, sono Luca. Luca, da dove ci chiami? Chiamo da Roma. Da Roma, bene. Allora Luca, hai il dizionario davanti? Sì. Mi raccomando, niente certo. Internet, non barare. No, sono okay. Dizionario. Sportivo. Vai. Ok, Greg, avevo il termine. Il termine di oggi per 586 euro è glagolitico. Il più antico alfabeto slavo elaborato dai santi Cirillo e Metodio nel IX secolo d.C. L'ho trovato io subito. Ma bravissimo. Scusate, ma non è possibile, neanche hai finito di dire la parola e lui già aveva dato la definizione. Ma perché è ormai allenamento, ormai. Ma quale allenamento? Ma voi mi state rubando dei soldi. No. Scusa, non puoi, truffa, No, queste sono delle parole che non accettiamo. Cioè, è un parolone. È una calunnia questa qui. Ma che è una calunnia? Neanche finito di dire la parola, lui già. No, tu ci stai accusando di esserci messi d'accordo per truffare. È una cosa. No, ci siamo messi. Scusa, ci siamo messi d'accordo, Lillo, forse? Assolutamente no. Vedi? Scusate. Ho capito, cioè è facile poi scusare. Però qui abbiamo offeso intanto. Intanto abbiamo offeso intanto. No, comunque, mi dispiace, è che lì sul momento. Lo so, vabbè, comunque no, insomma. Capisco la rabbia di non aver vinto, però. Hai perso 586 euro. Questa è la cifra che dovrei pagare. Domani mattina verrà un nostro riscossore domani a prelevare. Sì, a casa tua alle 5. Va bene? Sì, viene a prelevare. Quindi lui ama trovare i soldi in contanti, l'assegno va anche bene comunque. Non ok? Non nessuno dei due, però. Basta che gli dai una fotocopia del documento. Va bene, grazie. Ciao, grazie. Ehi, Eudralia, che bella borsa di cuoio, dove l'hai comprata? Oh, ciao Osma, l'ho comprata da Carrington Moda, quel negozietto nuovo in via Cola di Rienzo o via Cicerone. Ah, sì, ci ho comprato questo paio di stivali rossi di pelle. Sono bellissimi. Grazie, e ci comprai anche una comodissima borsa di cuoio, dove l'hai comprata? Ma scusa, non me l'hai già chiesto? Cosa, scusa? No, niente, mi sembrava di aver già vissuto questa cosa. E allora corri in edicola. Perché? Perché da oggi in edicola c'è Déjà Vu, la prima rivista interamente dedicata a chi ha l'impressione di aver avuto un déjà vu. La prima rivista interamente dedicata a chi ha l'impressione di averla già letta. Su questo numero il servizio Che bella borsa di cuoio, dove l'hai comprata? Carrington Moda, shopping nei negozietti nuovi. Via Cola di Rienzo o via Cicerone. Saper scegliere la giusta boutique. Su questo numero, il servizio Che bella borsa di cuoio, dove l'hai comprata? E in regalo un paio di stivali rossi di pelle. Déjà vu. Buongiorno, mi dà déjà vu? C'è il regalo un paio di stivali rossi di pelle. Come dice, scusi? Dico che c'è il regalo un paio di stivali rossi di pelle. Perché? Che cosa le prende? No, niente, mi sembrava di aver già... Niente. Déjà vu. 6 1 0.
Questa è Radio 2, state ascoltando 610 con Lillo, Greg e Alex Braga, che vogliono fare un annuncio importante, perché il programma 610 è un programma di approfondimento culturale, amiamo ricordarlo di tanto in tanto, che ha uno slogan che noi stiamo spingendo ormai da qualche stagione: CAR, cultura alla radio. Cultura alla radio, sì, infatti l'abbiamo detto, perché la televisione fa cultura ormai in modo esagerato. Ma no, non deve essere tutta la radio, come non deve essere tutta la televisione, però come adesso, da anni però, a questa parte. Però Greg, parliamoci chiaro, oggi come oggi la televisione fa solo cultura. Ti è mai capitato di vedere un programma di intrattenimento, anche un po' frivolo? No, sono solo almeno 20 anni che non se ne vedono. E infatti. Allora però, quindi anche alla radio come ci pensa 610, 610, ci pensa attraverso la grandissima esperienza di una casa editrice come la De Gambrinis, che ha pubblicato una serie di volumi di enciclopedie e dizionari che sono esaustivi, per qualunque curiosità ci pervenga nel cervello, per saperne di più di qualsiasi cosa, argomento, infatti, di lingue, di modi di dire, di animali, di vegetazione, così. Per esempio oggi ho portato la grande enciclopedia del codice cavalleresco della De Gambrinis. Ah, vedi, qua andiamo proprio sull'antico, sulle bello, è bellissimo. Poi sono 41 volumi. Ah, ma solamente tomi, 41 tomi. Tomi che solo di questa materia. Codice cavalleresco. Ma dimmi te, non credi. Sono... E questo è uno di quelli, quello che è qui. Che poi vedo, è una rilegatura strana. È ghiaccio. Ah, ma quindi non è un plastica che simula il ghiaccio, è proprio ghiaccio. Senti, è freddissima. È ghiaccio. Ma questa si scioglie però. No, siccome è veramente a bassissima temperatura, quindi rimane ghiacciato per il tempo della consultazione. Poi e poi va rimesso però in un frigorifero, immagino. Sì, sì. Ah. Nel frigorifero, allora ti danno una teca apposta. Che è un po' voluminosa. Refrigerata. E poi è bello perché loro mettono acqua con vari poi liquidi. Vedi, questo qui tende all'azzurrino. Infatti. Cioè, quello tende al rosa, al verde, al giallo. Sì, infatti il ghiaccio poi vira in vari colori, effettivamente. Sì, sì, perché ci mettono proprio un preparato colorato all'interno dell'acqua. Certo. È bellissimo. Allora, apriamo a caso. Il gelato, sì. E dunque, il codice cavalleresco qua. Oh, troviamo il Lillot. Lillo, come mi ricorda Lillo? Ah, Lillo, Lillot. Chi ti ricorda? Io mi chiamo Lillo, infatti. È vero, Lillot. E che dice del Lillot? Figura emblematica di corte, il grande codardo, traditore. Si dice di colui che pugnala il proprio amico intimo alle spalle e che vende i propri compagni per un tozzo di pane. Meglio Giuda che Lillot. È una frase famosa, sì. Questa. Meglio Giuda che Lillot. Mm. E questo è il Lillot. Questo è il Lillot. Vedi tu, che strano, eh? Adesso apriamo una pagina a caso, la 425. Eccola qui la pagina a caso. E dove troviamo Greggs. Greg, sì, col genitivo sassone. Greg, posso Greggs, come il tuo nome, Greggs. Mm. Greggs. È vero, è simile. Non ci hai fatto caso. Invece è quasi uguale. Non ho fatto abbi pazienza. Greggs. Sinonimo di eroe, leale e coraggioso. Si dice di chiunque corra in aiuto del debole, dell'indifeso, dell'umile e di chi salvi le donne in pericolo. Nella leggenda, Greggs scopre il tradimento di Lillot, ma lo risparmia perché questi gli fa troppa pena con i suoi piagnucolii. Ah, quindi esiste un momento storico in cui Lillot... Sì. Incontra implorava sì, piagnucolando Greggs di risparmiarlo. Sì, questo quando... essere immondo di Lillo, sì, questo che ha operato il grande tradimento. Infatti invece Greggs lo risparmia perché è nobile, è nobile Greggs, d'animo, cioè. Sì, voglio dare un'occhiata all'enciclopedia. Greggs, no, mi sta scegliendo, lo so, mettere in frigo, fammi dare un'occhiata. Mi sta scegliendo. 610 610 610 610 610. Sei stufo del tuo vecchio telefonino e vuoi comprarne uno con microcamera e 16 giga di memoria? Da oggi, pasta e patate! Pasta e patate è l'unica cosa che ti puoi permettere con l'aria che tira. Pasta e patate, almeno mangi! Le grandi commedie di 610. Cora e Ryan sono la coppia più forte del mondo in sport estremi. E Cora, guarda qui! L'Extreme News parla di noi. Ryan Lewis e Cora Johnson, ovvero la coppia più spericolata e vincente del mondo. Eh sì, siamo proprio i più forti. Ok, Ryan, nessuno ci batte. Anche la migliore rivista specializzata del mondo ce lo deve riconoscere. Ma qualche giorno dopo,
qualcuno lancia il guanto di sfida. Cora, senti questa, senti che dice oggi l'Extreme. C'è qualcuno che non ritiene affatto Cora e Ryan i mitici True Rockets, i migliori del mondo in sport estremi. Infatti proprio oggi Bud Powell, detto The Fear, ha detto che l'ultima impresa di due campioni è roba da poppanti e che lui fa le stesse cose tutte le mattine prima di colazione per tenersi allenato. Dimmi Cora, che dobbiamo fare con Bud Powell? Ok Ryan, io ti dirò una sola parola: sfidalo. Ok Cora. Sfidalo, ok Cora, nei cinema. Radio2pod.rai.it Radio2pod.rai.it. Ah, questo è il microfono, questa è la segreteria, devi parlare qua dentro, molto vicino. Okay. Prova un po'. Questa è la segreteria telefonica di casa Paoletti. Lasciate pure un messaggio dopo. Ma te non devi indietreggiare, che se no non si sente bene. Allora, è pure pericoloso. Guarda. La rifaccio, va bene. Okay. Risponde la segreteria telefonica di casa Paoletti. Ma non devi indietreggiare, che non si capisce. Sì. Poi attento che è pericoloso. Me lo rifaccio. Risponde la segreteria telefonica di casa Paoletti. Non andare lasciate indietro. Pure un messaggio dopo il segnale acustico. Attento! Ci vediamo al castello 610 Le 17 e un minuto e 14 secondi. Allora, buon pomeriggio a tutti, sta per iniziare 610, noi siamo Greg, Lillo e Alex Braga. Ed è bene cominciare con una precisazione importante per dovere di onestà e di coerenza nei confronti del nostro pubblico, oggi è giovedì. Va avanti la nostra idea di... No, la tua idea. No, vabbè, la mia idea però giustificata di parlare di cultura, di tradizioni culturali, di arte e... Di cui non importa niente a nessuno. Lascia perdere, tralasciamo un po' gli aspetti comicaroli e frivoli di 610 e invece parliamo un po' di cultura. Oggi volevo affrontare con voi radioascoltatori per esempio il teatro kabuki, ovvero il teatro giapponese. Lo sappiamo che il teatro kabuki è formato da tre ideogrammi: ka che significa canto, bu che significa danza e ki che significa tecnica, kabuki, da qui il nome kabuki. Quindi vabbè, questo lo sapete quasi tutti, ma vorrei scambiare quattro chiacchiere su questo argomento con voi radioascoltatori. Pronto? Sentiamo se c'è qualcuno in linea. Pronto? Ciao, chi sei? Mi chiamo Mario. Ma ti pare che uno torna a casa dal lavoro tutto il giorno affaticato, accende la radio per fare se due risate e sente il kabuki. Mamma, che c***o. Grazie. Ma che vuoi che me ne frega a me del kabuki? Sì, bene. Ma sai che ci fai col kabuki? Grazie. Salutiamo il nostro amico Mario. Sentiamoci la prossima telefonata. Pronto? Pronto. Ciao. Franca, ma... Senti, non fare caso al radioascoltatore di prima. No, ma infatti non si può sentire. Non si possono sentire. Hai ragione. Capita che qualcuno magari non è interessato al kabuki. Può capitare perché... No, Lillo, non te commenti. Cioè, non si può proprio sentire. Fatta piangere il c***o te e tutto il kabuki. Grazie. Salutiamo la nostra amica Franca, si chiamava. Però avete visto che è un argomento di grande tendenza. Comunque chiamano. Avete visto che la gente chiama e l'importante è il movimento, è questo telefono che si muove, questo centralino. Sì. che andiamo avanti adesso con il nostro programma con 610. E andiamo con la nostra esclusiva internazionale di oggi. Ogni settimana la nostra redazione e devo dire anche la nostra direzione qui di Radio 2 si prodiga per farci avere degli ospiti che non sono mai stati invitati da nessuna radio, da nessuna televisione, insomma degli scoop e delle grandissime esclusive. E anche oggi per tutto il pubblico di 610 abbiamo qui in studio da intervistare Willy il Coyote. Ciao Willy. Ciao a tutti. Allora Willy Coyote, come va? Sì. Come stai? Diciamo, come va? La solita vitaccia di tutti i giorni, come sapete sto innanzitutto sto in un deserto, che poi sì. Voglio dire, lì, capito? Mezzo canyon. Non c'è, capito, non c'è manco niente da fare. Dice, c'è gente che mi scrive e fa, diceva, perché corri appresso a BB? E non c'è niente da farla. Se non corro appresso a quella bestia che non si riesce mai a chiappare, vabbè, è mezzo matto, sta sempre in palese, se fa, sta lì, corre. Quindi secondo te
quindi si allena, quindi lui. Lui si allena, secondo me, perché non può prende essere, pure qualcosina lui. Ma qualcosina pia, perché sì, voglio dire, lì ci sono i funghi e cose, quello conosce. Comunque, voglio dire, nel deserto c'è niente da fare, che certo, cioè, almeno con rappresa sto scemo, se no, ma che foglio tutto il giorno? Certo, cioè, allora, con iode, sì, sì. Allora, a parte questo che mi ha appena detto, progetti sì, per il futuro, cosa farà Will Coyote nel futuro? Ma che già faccio? Vado al negozio lì dall'Acme e mi compro qualche giocarello, un po' di dinamite, un po' di... Ma ho detto forse se rimedia un po' di C4, ma insomma comunque roba che scoppia. Roba che scoppia, roba che scoppia per fermare il Pecchiappasto sto coso qua, sto bip bip. E può essere un chiappo, qualche volta può essere un chiappo. Vabbè, comunque... Ma se la chiappo, poi che foglio tutto il giorno lì nel deserto? Quindi, speri anche deserto... Di una... Ma sì, speri ma... anche di non acchiapparlo, insomma. Che fai di Grand Canyon? Dimmi che fai di Grand Canyon. Certo, certo. Una volta che l'hai acchiappato... Almeno una... fa una corsetta. Va bene, grazie a Willy Coyote. Ciao Willy, grazie. Avanti. Grazie, grazie a voi. Ecco, questo è Vincenzo Mellone, appostato per far saltare l'auto di Gaetano Sprocace. Con il telecomando? Certo, con il telecomando e lo scooterone con cui fuggire subito dopo l'esplosione. Che bello! Sono arrivati in edicola Mafiosi da collezione in vetro di Murano e Sughero. Riproduzioni fedelissime in scala 1 a 10 di tutti i più famosi latitanti allegati alla rivista ADSM, Associazione a Delinquere di Stampo Mafioso. Questa settimana Pippo Mazzacusa, sicario della famiglia Marranzano, e un kit per costruire i pilastri in cemento armato in cui seppellire i membri della famiglia Sottosuli, che hanno tradito la fiducia della cupola. Mafiosi da collezione in vetro di Murano e Sughero. Corri in edicola, ma acqua in bocca, altrimenti... 6-1-0 610 I denti Kit. Siamo giunti allo spazio del Dentikit, il gioco ormai lo conoscete, noi daremo degli indizi e voi dovete indovinare da casa quale personaggio si cela dietro questi indizi che daremo. Esatto. Ci sono 500 euro in palio per il vincitore, ma io direi di iniziare con i tre indizi che voi dovrete... I quattro. Tre. Quattro? Vabbè, ne ho aggiunto uno così. Ah, ne ho aggiunto uno Greg. Per fare per il gioco, sì, perché sennò dura poco. Sì, per farlo durare un po' di più, va bene, hai ragione. Okay. Allora, cominciamo, io leggo i tre indizi che ho già preparato. Vai, sentiamo se c'è qualche radioascoltatore in linea, intanto pronto? 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 Ah, eccoci sono qui. In linea. Wow. Eccoci, sì, bene. Sì. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Andrea. Bene, ciao, Andrea, da dove chiami? Chiamo da Roma. Da Roma, bene. Sì. Andrea, allora, guarda, il gioco lo conosci, immagino, abbiamo sì, quattro indizi, in realtà io ne ho preparati tre, ma ce n'è uno Greg che ha aggiunto per allungare un po' il gioco. Parto con il primo indizio, vado. È una donna. Una donna. Mm. Un po'. Pochino, sì, ce n'è. Va avanti, va bene, andiamo col secondo indizio. Ha un fratello, una sorella e una sorellastra. Una sorellastra. Beh, non sono in molti. Qualche altro indizio? No. Andiamo col terzo. Da bambina voleva fare il veterinario. Però, tutti i bambini vogliono fare il veterinario. Sì, però. Vabbè, io ho finito. Vabbè, comunque c'è un ultimo indizio, c'è quello di Greg. Vai, Greg. Vai. Sì, è la protagonista di Pretty Woman. Giulia Roberts. Ma che sei scemo? Certo che Giulia. Ma come ti permette, scusi? Ma non ce l'ho. Ma non con lei, te, ce l'ho, Greg. Le ha dato questo indizio. Ma scusa, ma che è questo indizio? Ma gli ha dato un indizio assurdo. Qual è assurdo? La protagonista di Pretty Woman. Ma lo so. Ma, è facilissimo. Ma se dici la protagonista di Pretty Woman, quello indovina, è ovvio, lo sanno tutti. Ma indovina, perché solo sono una. Quattro indizi. Dopo quattro è ovviamente più. Ma che facilitato. Dopo quattro? La protagonista di Pretty Woman lo sanno tutti. Pure mia madre lo sa che la protagonista di Pretty Woman è Giulia Roberts. Non lo so. Vabbè, io. Vabbè, adesso mo paghi tu 500 euro al signore. No, infatti. Ma ho vinto, quindi. Lei ma sì, vinto. Sì, guarda, lei ha vinto. Arrivederci. Arrivederci. Ciao Gerarda, il coccodrillo è un rettile o un mammifero? Nessuno dei due. Il coccodrillo è una pianta grassa che cresce nelle campagne del Molise. Da oggi, nei migliori negozi di giocattoli, puoi trovare Gerarda, la bambola bugiarda. Fai la domanda che vuoi a Gerarda e lei ti risponderà con una bugia. Gerarda, ma è vero che certi papà e certe mamme adottano i bambini che non sono loro figli? No, non è vero. L'hanno fatto solo i tuoi genitori con te. Gerarda, la bambola bugiarda. Nei migliori negozi di giocattoli. 6-1-0 6-1-0 610.
Il vintage è di grandissima moda ultimamente. Noi abbiamo trovato una radio vintage, non tanto nella selezione musicale quanto più nello spirito e in quello proprio a cui si ispirano. È Radio Bee Gees, in quello in cui si ispirano non solo i conduttori, volevo dire, ma anche gli ascoltatori e gli editori. Ci colleghiamo con Radio Bee Gees, sentiamo cosa stanno trasmettendo. Buon pomeriggio e ben sintonizzati su Radio Bee Gees. Chi vi parla e vi dà il benvenuto è il DJ A-Gees. E vicino a lui c'è DJ C-Gees, che sono io che sto parlando. E salutiamo anche in regia il DJ T-Gees. Ciao a voi, statili là. Ma sentiamo subito se c'è una telefonata. Pronto? Pronto, ciao. Mi chiamo Ernesto, chiamo da Grotta Ferrata. Allora, caro Ernesto, cosa vuoi ascoltare qui? Una canzone che ti piace tanto? Volevo dedicare a Deborah, la mia ragazza, Margherita, di Riccardo Cocciante. Yeah! Perché vorresti che cambiasse nome? Sempre surreale il nostro DJ C-Gees. È troppo matto. Ti ascolto sempre, voi Radio C-Gees. Grazie. Allora, per la tua fidanzata Deborah, Margherita di Riccardo Cocciante su Radio C-Gees. Ciao. Io non posso stare fermo con le mani nelle mani. Tante cose devo fare prima che venga domani. E se lei già sta dormendo, io non posso riposare. Farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare. Rap, Radio Bee Gees. State ascoltando Radio 2, questa è 610, Lillo Greg, Alex Braga, il nostro opinionista, grande capo e sti cazzi che scalpita per commentare una nuova dichiarazione di quella peperina di Paris Hilton, la ricca ereditiera, che anche oggi ci regala una cosa davvero importante. Vai Lillo. Leggiamo la notizia, sì, che commenterà il grande capo. Vai. A Milano sembra che la gente pensi solo a lavorare e poco a divertirsi. Gli italiani lavorano tantissimo, lo dice anche Victoria Beckham. A me piace stare sveglia anche fino alle 7 del mattino, e lì di martedì è difficile. Ecco, Paris Hilton si lamenta un po' del fatto che il martedì non riesce a fare le ore piccole a Milano, visto che lei, insomma lei accusa un po' gli italiani che vanno a letto presto di martedì, esatto. Insomma, ma non tutti hanno la sua tempera, no? Perché non tutti come Paris Hilton riescono a fare le 6 di mattina e poi, certo, svegliarsi alle 7 e andare al lavoro. Ovviamente è una questione di tempera. Che cosa ne pensa, grande capo, di questa dichiarazione di Paris Hilton? Notizia è di Paris Hilton, sì, grazie, questo. Sì, no, c'era una notizia, dichiarazione di Paris Hilton. Ah, dichiarazione di Paris Hilton. Lei ha fatto dichiarazione, sì. E sti cazzi non ha capito, ecco, però. No, la dichiarazione è che lei se la prende un po' con gli italiani, con i milanesi soprattutto, che dice che vanno a letto troppo presto, mentre invece a lei piace fare le ore piccole. A lei piace fare le ore piccole, sì. E sti cazzi, pensa che lei ha metabolismo differente. Eh sì, probabilmente sì. È per quello. E quindi? E quindi no, finita la dichiarazione, era questa. È finita. Piccolo pensiero. È un piccolo pensiero di Paris Però Hilton. Adesso mondo sa che che Paris Hilton la pensa così sui milanesi. Paris Hilton dice che milanesi ha letto troppo presto e lei non diverte. Sì. Questo è quello che dice, sì, Paris Hilton. E sti cazzi pensa che ognuno può dire quello che vuole. Certo, infatti. Grazie, sì. Grande capo, andiamo avanti con 610. Lo sai che da oggi c'è un nuovo prodotto che arresta la caduta dei capelli? No. Ah, non lo sai? No. Conosci qualcuno che lo sa? No. Qualcuno che lo sa, se lo conosci, presentamelo. 610. Una nostra carissima amica che è tornata a trovarci, lei è Miss Italia, che è qui e le diamo il benvenuto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Miss Italia. Buonasera. Ecco qua, Miss Italia, me lo sapete, lei ha scritto questo libro molto interessante che, sì, si intitola Prendiamola con filosofia. Filosofia. Un libro sulla filosofia. Filosofia. Un libro che percorre la filosofia orientale, quella, sì, tibetana, quella. Ma anche dei giorni nostri. Dei giorni nostri, sì, quella europea e occidentale, insomma. È un libro
davvero, innanzitutto complimenti del fatto che insomma che dalla moda, dalla televisione sei passata alla cultura così con tanta naturalezza, insomma, sì. Ecco. Sì, veramente mi sono stupita anche da sola. Infatti. Perché veramente mazza. Cioè, voglio dire, da passare da fare la fotomodella a un libro sulla filosofia. Filosofia ammazza. Allora, noi già abbiamo affrontato nelle puntate scorse con Miss Italia gli argomenti trattati nel libro, che sono l'amore, sì, la famiglia, il lavoro, la salute. Però c'è un capitolo che si intitola Amici, quindi è sull'amicizia, insomma. Parlaci di questo capitolo oggi, Miss Italia. Cioè. Sì, praticamente niente, io da subito seguo Amici da quando ho iniziato, il 2001, mi ricordo ancora, sono 7 anni ma e non mi perdo una puntata. Ma di cosa stai? Amici di Maria, Amici di Maria De Filippi. Sul tuo libro Prendiamola con filosofia, tu tratti per ogni capitolo un argomento, come appunto l'amore, la famiglia, il lavoro, la salute, quindi prendiamo con filosofia queste varie situazioni. Ma gli amici pensavo fosse un capitolo su come si prende con filosofia l'amicizia, non è questo? Ah, no, è Amici di Maria. Che c'entra il capitolo sul... Niente, mi piaceva. Il libro è mio, scrivo io, ci metto quello che mi pare a me. C'è anche questo. Però scusa, non è coerente con il resto del... Ma che ne sai te? Che c'entri te che non è coerente? Il libro me l'hanno chiesto a me di scriverlo. Io l'ho scritto. Io decido se voglio parlare di amici o... No. Perché non mi sembra che non mi pare proprio che tu hai scritto un libro o che comunque c'hai proprio la fila sotto casa. Lillo, ti prego, scrivi un libro... No, scrivilo tu invece degli altri. No, io l'ho scritto. No, però ma io infatti te ne do atto e merito. Però scusami, cioè, se mi permetto di dire che il capitolo di Amici non c'entra niente con... Ma che ne sai? Vabbè, scusa, Miss Italia, non che sai tu per dirlo? No, scusami, Miss Italia, non volevo... Il libro è mio? Sì. Parlare di Amici. Va bene. Perché me lo guardo sempre. Va bene. Mi piace. Va bene, allora scusa. Allora, sì, va bene, insomma, abbiamo parlato di Amici. E salutiamo Miss Italia. Miss Italia e Garrison. E Garrison, sì. Sei uno zero. Six one. Oh. Sei uno zero. Sei uno zero. Six one oh. E dunque, dopo l'amicizia, parliamo di musica insieme a Pasquale Diano Marina, ex campione del mondo di calabrese estremo, un uomo completamente votato a questa disciplina che sta dilagando un po' in tutto il mondo, tiene corsi e seminari anche all'estero, soprattutto all'estero, perché è molto in America ultimamente si sta radicando questa pratica, e con la musica è riuscito a portarsi su un altro livello, a parlare anche ai giovani, e al suo secondo disco di calabrese estremo hip hop, e usa, tu Pasquale usi un po' il calabrese estremo come un'allegoria, usi gli elementi della Calabria come allegoria, no? Sì, dunque io uso la soppressata come allegoria a qualsiasi cosa perché secondo me è un modo più chiaro per arrivare ai giovani, certo. In questo concept album, io è un concept album, lo sapete tutti, cantato, che utilizza il genere hip hop, perché l'hip hop si adatta molto al calabrese estremo, affronto temi universali come il caso della canzone che sentiremo oggi, che si intitola Non facciamo la guerra ma mangiamo soppressate. È un'esortazione a smettere di fare la guerra, cioè stop alle guerre, riappropriamoci dei messaggi di pace dei nostri padri, no? Tutti i giovani uniti, tutti quanti tenendosi per mano, dovremmo innalzare questo grido al cielo: non facciamo la guerra e mangiamo la soppressata. Come dire, una volta si diceva non facciamo la guerra, facciamo l'amore, ma adesso direi non facciamo la guerra ma mangiamo soppressate, perché è un messaggio più ricco, meno banale anche del primo, secondo me. Sì. Senz'altro è meno banale, ma in sé ha anche delle connotazioni più pacifistiche. Esatto. Perché facciamo l'amore, comunque l'amore crea sempre risentimento, hai capito? Esatto. Ecco. Invece la soppressata non delude mai. La soppressata ti soddisfa in qualsiasi situazione. Sì, sì, sì. Ma è un concetto più aspetto. Ma non ti tradisce la soppressata. Non può tradirti. Capito? Esatto. Tu non puoi tradire la soppressata. È un rapporto sano. È un rapporto sano, ma appunto ha dell'ascetico. Quindi esatto. Ve la facciamo ascoltare, un brano hip hop, come già ho detto prima, e si intitola appunto Non facciamo la guerra, mangiamo soppressata. Questo è il titolo in italiano, ve la traduco in calabrese estremo, cioè il titolo vero, quello originale, che è Non facciamo la guerra, mangiamo soppressata.
E adesso ascoltiamo il brano. Era Pasquale Diano Marina, ex campione del mondo di calabrese estremo, con il suo nuovo disco di hip hop in calabrese estremo. Non facciamo la guerra, mangiamo la soppressata. 6-1-0 610 6-1-0. State ascoltando Radio 2, queste 610, Lillo, Greg, Alex Braga e la nostra sessuologa Olinda Farnesini, per venire incontro nuovamente alle esigenze del nostro pubblico. Noi siamo sempre molto ricettivi, essendo un programma di servizio pubblico, a quello che ci scrivete alla nostra casella postale 610@rai.it, e quando lamentate dei problemi, delle problematiche legate alla sfera sessuale, noi vi veniamo in soccorso, e quindi la nostra esperta è qui a vostra disposizione. Potete chiamare l'800 800 002 per consultarla. Intanto la presentiamo e le diamo il benvenuto. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio ai radioascoltatori. Ecco, sì. Cosa fondamentale per chi chiama è liberarsi dei propri tabù e essere estremamente sinceri con la dottoressa, perché parliamo di sesso, comunque di una cosa naturale, assolutamente da non demonizzare. Sì, sì, quindi veramente come un'amica alla quale potete raccontare i vostri, se vogliamo chiamarli, problemi. Poi non sono ricordo il nostro motto, tutto quello che avreste voluto chiedere sul sesso, ma non avete mai avuto il coraggio di sapere. Sentiamo se c'è qualcuno in linea. Pronto? Pronto, ciao, sono Oderico da Parma. Allora, Oderico, hai la dottoressa Olinda Farnesini a tua disposizione, prego. Salve dottoressa, io volevo sapere una cosa: come si può definire una persona che si eccita solamente nel momento in cui vede la propria compagna, la moglie, la fidanzata, insomma, persona con cui sta, che gira il mestolo nella polenta? Mentre prepara la polenta. Scusa, una domanda: una persona chi? Esatto, perché... curiosità, una curiosità. Nel senso... siamo sicuri che. No, ho sentito dire che esiste questa cosa, allora ma ho fatto. Non è una cosa che si sente dire con facilità. Sì, Oderico, sei sicuro che non riguarda te questo? È importante saperlo, diciamo, Oderico, questa veramente. Fantasia, ma anche se riguardasse me, quale sarebbe la differenza? Nessuna, apposta, no, se riguarda te, però appunto, quindi... non siamo ipocriti, basta con l'ipocrisia legata al sesso, basta, veramente, dai, tranquillamente, noi siamo chi per aiutare. L'ipocrisia è che riguarda comunque... te? Sì, riguarda me. Allora, ma non è facile ammettere così certe cose. Ma non c'è nulla di male. Non è che mica siamo assassini. Mica stai dicendo che scippi le vecchiette. Sapete com'è poi. O che ti piacciono i cani. Questa cosa si viene a sapere, gli amici ti prendono in giro. Ma amici che non. Se c'è un amico che ti prende in giro, vuol dire che non è un amico. Esatto, vuol dire che non è un amico e lo depenni dalla lista dei tuoi amici. Dottoressa, allora che aiuto possiamo dare al nostro amico Oderico? Oderico, sei sposato? Sei fidanzato? Convivo con la tua fidanzata. Quindi ti ecciti soltanto quando la tua fidanzata gira il mestolo. Ma anche con il minestrone? No, mi eccito quando prepara la polenta e la vedo girare il mestolo nella polenta. Siccome lei piace parecchio la polenta anche a me, la prepara spesso, minimo una volta a settimana. Anche perché sa che insomma, però in altre occasioni proprio non ci... Solo in quell'occasione lì. Solo in quell'occasione. Quando la vedo che sta lì a rimestare nella polenta, proprio mi bolle il sangue. Prendo, la faccio mia. Abbiamo capito. Allora, dottoressa, come si può risolvere? Ma risolvere nel senso, come si può rendere la sfera sessuale di Oderico un po' più varia, ecco, in qualche modo? Io consiglierei ogni tanto di cambiare polenta, perché magari che ne so, cambia anche il condimento, perché magari ma quello già lo facciamo. Ah, sì, già lo fa. Mangiare la polenta due volte a settimana,
scusi, perché ride? Ma scusate, per cortesia, qualcuno mi venga in aiuto. Io questa della volenta non l'avevo mai sentita. Vabbè, dottoressa, se non mi faccio ridere anche a me. No, perché se no, ridendo. No, Federico, no, state prendendo in giro. No, mi è venuta fame a me, guarda. No, dottoressa, la dottoressa sta sdrammatizzando. Sto sdrammatizzando, allora, ragazzi. Va bene, sdrammatizzare va bene, però insomma. Non si può sentire. Con Semolino. Vabbè, salutiamo Federico, se no qua ci... Ma mangia che è pronto, vai, che è pronto. Ci ammazziamo dalle risate. Dai, Federico, ciao, ti salutiamo. Ciao, Federico, pronto a tavola. Sono strani, sono tutti strani. Sei uno zero. Sei uno ze. Sei uno ze. Sei uno ze. Sei uno zero. Corri in edicola, è uscito Scuse, la prima rivista sulle scuse di qualsiasi tipo. In questo numero, 100 scuse da dire a tua moglie quando devi passare la notte con la tua amante, come disertare l'invito ad un matrimonio, e Speciale Ufficio, un inserto di 10 pagine sulle scuse da dire quando arrivi in ritardo. Oh, Junior Petrozzi, lei in ritardo di mezz'ora. Mi dispiace, direttore, ma è morto mio nonno. Ma non era morto la settimana scorsa? Quello era un impostore che si spacciava per mio nonno. Il mio vero nonno è questo, l'ho scoperto ieri. In tal caso mi scusi e le faccio le mie condoglianze. Scuse, richiedilo al tuo edicolante di fiducia. Sei uno zero, il film. Una storia sui rapporti inficiati dalla corsa al consumismo e dalla bramosia dei soldi. Buongiorno, mi scusi, ma ieri ho provato a fare un acquisto con la carta di credito, ma mi è stata rifiutata la transazione. Mi faccia controllare, mi dice il suo numero di conto per cortesia? 6958329. Ah, ma è semplice signora, lei ha superato la soglia del suo credito, il suo conto è in rosso. Ah, e quindi non funzionerà nemmeno il bancomat? Credo di no, mi dispiace. Allora mi dia dei contanti, 2500 euro per favore, grazie. Mi spiace, ma non posso, il suo conto è in rosso. Quando la rabbia non conosce requie. È un'indecenza, farò un esposto alla procura, mi sentiranno i giornali, i soldi sono i miei e me li state rubando. Che cosa succede, Gambirotti? Mi dica, signora. Questo suo sgherro non mi vuole dare i soldi. Perché, Gambirotti? Perché la signora è in rosso. I just call. La signora è in rosso. Nei cinema. I love you. I just call. Radio2pod.rai.it